Solo 20 minuti di ritardo, vai. Anche bene. Allora, buona giornata, buongiorno, ben arrivati, eh, vi ringrazio, eh, credo che qualche altro ci raggiungerà perché eh, ci sono i treni del nord che hanno un ritardo, ma insomma, non credo che ci siano folle oceaniche che stanno scendendo, però insomma, ecco, alcuni sicuramente eh, ancora eh, si aggiungeranno. Allora, eh, Qualcuno è rimasto sorpreso, altri no, quelli che l'avevano sollecitata a questa riunione non sono rimasti sorpresi, ma qualcuno invece è rimasto sorpreso perché non è che l'Associazione Popolari in questi anni si sia distinta per il numero delle iniziative promosse intenzionalmente, guardate che non è stata una negligenza, è stata una scelta intenzionale. Siccome non, non siamo presenti come popolari eh, nelle, nelle elezioni, non è che eh, eh, ritenessimo giusto continuare un'attività che inevitabilmente si sarebbe affiancata e sarebbe rivelata parallela a quella eh, eh, del Partito Democratico. Io sono grato, non è presente ancora il Presidente dell'Istituto Sturzo perché ci ha concesso l'ospitalità in questa sala, questa sala non è stata scelta a caso, in questa sala il 18 gennaio del 1994, qualcuno lo ricorderà, è stato varato il, il manifesto costitutivo del Partito Democratico, no, del Partito Popolare. Eh, e eh vabbè, insomma, ci sta, dai, ci sta. Ecco. E eh, devo dire, eh, è, è, stato, è stato varato l'appello agli uomini di buona volontà, l'appello di Martina Zoli, che l'allora eh, direttore dell'Istituto Sturzo, il professor Gabriele De Rosa, ha voluto intenzionalmente che si facesse qui. Questo è un istituto che non promuove nessuna attività politica, è evidente. Qua c'è Flavia Nardelli che è stata per tanti anni direttrice dell'istituto e però, insomma, quando si allude al Partito Popolare è evidente che c'è un interesse a Oggi ci siamo qui riuniti non lo abbiamo mai fatto alla vigilia di un congresso del Partito Democratico, soprattutto perché il nucleo di rappresentanza dei cattolici democratici presenti all'interno del Partito Democratico proviene da una sigla che non è quella del Partito Popolare, era la Margherita. Quindi, nel Partito Democratico sono confluiti. Da, sono confluite alcune tradizioni, quella rappresentata dalla storia del, del socialismo italiano, insomma comunque della sinistra italiana, allora si chiamava DS, i Democratici di Sinistra. È confluita la tradizione cattolica-liberale, democratica, che era stata, eh, si era raccolta attorno alla sigla elettorale che abbiamo chiamato. Margherita, Democrazia e Libertà e poi l'altro filone, quello ambientalista, quello ecologista, quelli sono stati i filoni, le tradizioni politiche che hanno dato vita a questo nuovo soggetto politico e quindi ritenevamo, abbiamo sempre ritenuto di non dover intervenire come alla vigilia dei congressi in particolare, come tradizione del Partito Popolare per rispetto ecco, di questa realtà. Ma ora invece abbiamo deciso di farlo per una serie di ragioni. La prima perché è successo qualche cosa il 25 settembre. Io credo che eh, la politica, al di là delle responsabilità personali, abbia smarrito il senso della gravità e anche della grandezza degli eventi. Non è che possiamo archiviare il risultato del 25 settembre come un fatto fisiologico. Si sa che nelle competizioni elettorali qualcuno vince e qualcuno perde. Questa è la fisiologia della democrazia. Ma quello che è avvenuto il 25 settembre ha una rilevanza del tutto nuovo nella storia della nostra Repubblica. È vero che le destre hanno governato ancora in questo Paese, nella storia della Repubblica, ma è anche vero che è una connotazione politica così definita come è il governo guidato legittimamente, non si mette in discussione la legittimità democratica, ci mancherebbe altro, guidato legittimamente da Giorgia Meloni, è un fatto eh, la cui rilevanza non può essere archiviata. Io credo che il partito della sinistra democratica non possa accingersi a fare un congresso come se fossimo nella Fisiologia delle vicende politiche, dentro una fisiologia delle vicende politiche. È successo qualche cosa dopo, dopo del quale cambieranno, cambieranno molto le condizioni politiche di questo Paese. Non si tratta semplicemente di uno sdoganamento, si tratta della necessità di capire perché questo è avvenuto e perché la maggioranza degli italiani ha fatto questa scelta perché la maggioranza degli italiani ha fatto questa scelta, legittimamente, sia chiaro, ma questo è un fatto. Se noi prescindiamo dalla lettura del fatto, dall'interpretazione del fatto e pensiamo di cavarcela con dei processi sedicenti costituenti, no, bisogna partire dalla conoscenza delle ragioni perché è avvenuto questo se è avvenuto vi è qualche ragione, se un ex elettore di esse o un ex elettore della DC che aveva prima fatto l'opzione del Partito Democratico ha votato per questa svolta, ci saranno delle ragioni, vogliamo capirle? Capirle prima poi di procedere. Abbiamo un Papa che, che cos'altro può dire un Papa? Che da tempo insiste nel richiamarci alla responsabilità quando dice la realtà è più importante dell'idea. Cos'altro può dire un Papa? La realtà è più importante dell'idea. Per indurci alla, a un atteggiamento di laicità, cioè di lettura di quello che sta accadendo. Se vogliamo poi pensare, immaginare una qualche reazione, una qualche assunzione di responsabilità, allora questo fatto per noi è un fatto che ha una rilevanza non archiviabile. Non possiamo procedere a un congresso come se avessimo semplicemente perso un'elezione. Gli italiani hanno fatto questa scelta hanno scelto nel centenario, nel centesimo anniversario del 28 ottobre, hanno, hanno fatto questa scelta. È verissimo che il fair play elettorale ci ha guidato lungo una campagna elettorale che non ha evocato argomenti di questo tipo, però è stata lei la Presidente del Consiglio, vi ricordate? Quando ha salito lo scalone di Palazzo Chigi e l'attendeva là in alto Mario Draghi a sottolineare l'emozione. Ho pensato ai tanti militanti della mia storia che mai avrebbero immaginato questo. È stata lei a evocare questa vicenda, questa dimensione. Allora, vogliamo capire perché. perché eh, perché è una cosa veramente periodizzante come si dice adesso. Allora questa è una delle ragioni a cui si aggiungono anche altre ragioni. Penso ad esempio a quello che sta emergendo con la vicenda eh, europea eh, e Qatar. Eh nessuno ha il diritto di strumentalizzare né di portare avanti una campagna moralistica lontano da noi l'idea di fare questo e però di nuovo anche lì il tema è vogliamo capire che cosa è successo vogliamo capire perché nessuno se ne è accorto vogliamo capire perché essendo coinvolti coinvolta una ragnatela, non dico di parlamentari, ma parlamentari e assistenti, vari assistenti, anzi sembra che gli assistenti abbiano avuto un ruolo particolare in questa vicenda. Nessuno ha, si è accorto di nulla? Non c'era sicuramente intenzionalità, non voglio attribuire nessuna colpa ad alcuno proprio, non c'era intenzionalità però. Quello che è avvenuto, quello che sta emergendo, avrà delle conseguenze. La Mezzola ha fatto quel discorso drammatico perché semplicemente ha sottolineato un dato incontrovertibile. Una delle funzioni più importanti del Parlamento europeo è quella di essere sentinella del mondo sul tema dei diritti. Ecco. Ed è messa in discussione questa che è la funzione principale del Parlamento, che è diversa da quella della Commissione e del Consiglio. Il Parlamento deve, deve innanzitutto essere, e la sua autorevolezza è legata a questa capacità di corrispondere a questa esigenza di essere sentinella sul rispetto dei diritti fondamentali nel mondo. Che cosa accadrà quando prenderà posizione nuovamente, inevitabilmente, di fronte ad alcuni eventi il Parlamento europeo? Come reagiranno quelli che saranno oggetto di qualche valutazione? Diranno pensate in casa vostra, non avete l'autorevolezza, ma sapete che cosa vuol dire perdere per l'istituzione fondamentale, perché è l'unica che è espressione del suffragio universale, quindi espressione dei popoli, perdere la credibilità per esercizio della sua funzione? Allora, probabilmente dobbiamo fare, ho visto anche nel dibattito eh, sui giornali stamattina, insomma ecco ci sono delle letture. Eh, giustamente preoccupate per quello che è accaduto e si dice ma insomma <coughs> bisogna che riflettiamo come dire sulla qualità della politica possiamo dire così sulla qualità della politica perché quando tutto è spettacolarizzato tutto è quello che accade i nun tutto è Pragmatismo, non c'è tempo per fermarsi a valutare alcune, non, spesso non ci si accorge di eh, reati, perché siamo di fronte a dei reati, semplicemente perché vengono derubricati nella nostra coscienza prima ancora, che nella discussione pubblica. Nel senso che, insomma, è una cosa che poteva accadere, è accaduta, ma insomma. E no, c'è qualche cosa che interpella la politica in un momento in cui è messa sotto accusa per altre ragioni, è in crisi. È in crisi la rappresentanza, è in crisi il rapporto fiduciario fra il cittadino elettore e le istituzioni. E allora, anche questo, insomma, aumenta la responsabilità di tutti, di tutti nel cercare di ehm, sottolineare, segnalare un allarme e chiedere una reazione di responsabilità. Non è che la gara a chi usa l'aggettivo più duro, l'aggettivo negativo più duro che è in atto adesso quando interpella qualche dirigente, ecco uno evoca appunto, no, lasciamo stare. No, 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 non è questa la strada. Si tratta di capire il dato molto semplice che la svalutazione dell'azione politica ha un'azione di ordinarietà, di quotidianità, di mancanza sempre più visibile di retroterra etico, culturale e lasciatemi dire spirituale, porta a sottovalutare i comportamenti delle persone. Non è che io sono stato e la maggior parte dei presenti è stata in un partito che ha, si è macchiato delle colpe assieme ad altri partiti, non è una giustificazione il fatto che fossero anche altri, ma questa volta ho l'impressione che ci sia qualcosa, intanto perché era qualcosa persino di più grave nel senso che... Intanto perché alle spalle avevamo appunto quella stagione che ci doveva rendere più vigili e più responsabili. E poi il fatto che, che, che insomma, vi è una responsabilità persino minore dei partiti perché pare che nessuno abbia fatto tutto questo per aiutare il proprio partito. Eh, e queste cose si chiamano in un certo modo, si chiamano inevitabilmente in un certo modo. Io ricordo quando un mio amico urbanista piuttosto famoso anche a livello nazionale, venne interpellato, venne interpellato da un dirigente comunale che gli chiedeva un aiuto per scrivere il nuovo regolamento edilizio. E gli ha chiesto, mi raccomando, eh, eh, pochi articoli. Lui dice: no, 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 ma pochissimi. Uno, settimo non rubare. E <ride> questo. Eh. Allora, questa cosa ci deve riguardare, ci deve riguardare perché le ricadute sul piano politico, in primo luogo, dei partiti dell'area progressista, insomma della sinistra, Saranno ricadute che misureremo col tempo. Ecco, non vedo l'angoscia per questo, ecco. posso dirlo? Ecco. La preoccupazione. Va ma poi, e ho finito perché eh, ci siamo impegnati tutti ad essere piuttosto rapidi. Poi c'è un altro argomento, quando sono partito dall'osservazione in genere non ci siamo mai riuniti prima dei congressi del Partito Democratico, l'abbiamo fatto questa volta per queste ragioni che ho detto, ma poi ve ne è un'altra che rispetto come dire, alla gravità di quelle che ho menzionato è apparentemente minore, ma ci riguarda molto. Questa volta avvertiamo l'importanza di questo congresso, perché questo congresso, lo leggiamo ogni giorno sui giornali, questo congresso può assumere decisioni che cambiano la natura del Partito Democratico e possono determinare un oggettivo tradimento di quella originaria intenzione, intuizione che generò quello che nel 2007 venne percepito dal contesto politico nazionale e non dimentichiamolo europeo, persino europeo, come la novità più significativa nell'organizzazione della politica. Dopo la seconda guerra mondiale, cominciò con l'ulivo che era diventata una parola internazionale. Da tutte le parti si voleva eh, recuperare il senso del, della novità politica con la parola ulivo, che voleva dire mettere assieme le tradizioni che avevano lavorato per costruire la democrazia dopo la seconda guerra mondiale. E dopo è arrivato il Partito Democratico. Con una forza, non dimenticate, e anche una presunzione fondata, siamo andati in Europa, non c'era una casa che soddisfacesse la novità del Partito Democratico. Ne abbiamo inventata una. E quando abbiamo deciso di aggregarci al gruppo parlamentare del PSE abbiamo fatto cambiare il nome. Da quel momento il gruppo parlamentare ancora oggi si chiama così, il gruppo dei socialisti e dei democratici. E in questa seconda aggettivazione si riconosceva non una parte del Partito Democratico Italiano, ma l'intero Partito Democratico Italiano. Queste sono le, le eh, caratteristiche fondanti, l'esperienza del Partito Democratico. Lo voglio dire a quelli che ci stanno seguendo in streaming e che non sono presenti. Ma sono sicuro che ci stanno seguendo. Se si cambia questa natura, cambia il partito. Si può fare, perché nella vita gli uomini sono liberi di fare quello che credono, lo fanno e si assumono la responsabilità delle conseguenze. Io non minaccio niente, non ho neanche nessuna intenzione di, di assumere personalmente alcuna iniziativa. Ho un'età che mi consente il lusso della poltrona. Ma sono sicuro che se cambia la natura del Partito Democratico le cose non resteranno così. Allora vogliamo, eh, vogliamo lanciare un allarme. Io devo dire: sono grato a Paola De Micheli che è qua, non, non perché non perché. Eh, ci siamo parlati sui contenuti, eh, è molto tempo che non ho occasione, semplicemente non abbiamo occasione di parlare. Ma perché è qua per ascoltare, immagino? Eh, ci, riusciamo ad ascoltarci a vicenda o no? Ci sono degli spazi in cui ci si parla e ci si ascolta o no? Perché se non c'è più questa caratteristica fisiologica della politica, del parlarsi e dell'ascoltarsi, ma che cosa c'è? Che rinnovamento? Cambiano la carta dei valori, ma che cosa vuol dire? Le carte sono carte, rimangono carte, se non, se non ci sono atteggiamenti nuovi. Se non ci sono atteggiamenti nuovi. E queste paventate decisioni ancora in un'agenzia di oggi che riporta discorsi che sono stati fatti ieri, la settimana prossima che serve poi questa vareremo la nuova carta dei valori. No? C'è eh, un qualche ghostwriter nuovo, se invece non è questione di scrittura voglio sapere quali sono i nuovi valori. Questa carta dei valori è stata scritta da gente come Scopola, Reikling. E e tutti quelli che, che, che conosciamo e che ci avevano riflettuto eh? e avevano discusso e avevano capito quello che bisognava evidenziare nella carta dei valori, che è la carta d'identità di un partito. Allora, eh, questo è un problema molto serio. In cartella... Eh, Troverete anche l'articolo di scopo del 31 gennaio del 2007, purtroppo aveva previsto tutto, compreso la crisi di oggi. Noi crediamo che questa assemblea costituente abbandoniamo le polemiche sulla sua formazione, che come è noto viene dalle indicazioni delle correnti, ma io non, ma io non, non voglio colpevolizzare le correnti. Le correnti quando sono strumenti... Di alimentazione del dibattito interno sono assolutamente sacrosante. Si può organizzare in mille, modo, in mille modi il confronto, la dialettica all'interno di un partito, ma insomma, le correnti nei partiti seri hanno anche garantito una correttezza di confronto, sempre. Quindi non è questo che io eh, deploro. Ma al di là di questo. Eh, Sarà consentito dire che il gruppo dirigente che dovrebbe approvare questa cosa non ha avuto un mandato quando è stato eletto congressuale che la legittimasse A. Questo è una questione assolutamente indiscutibile. Stanno lavorando, stanno riflettendo, stanno discutendo, stanno scrivendo, valori nuovi, va bene tutto. A questo punto stanno lavorando, lavorate e poi raccogliete le carte e le consegnate a, a chi viene dopo il prossimo congresso, che almeno si sappia che nel prossimo congresso si dà mandato. Ecco, di approvare, se questa è l'intenzione, di approvare un nuovo statuto, una nuova Carta dei Valori. Ma la forma è sostanza, in questi passaggi. Eh? Non volete seguire questa strada, liberi di farlo, ma l'importante è essere consapevoli delle inevitabili conseguenze. Perché, libero il gruppo dirigente di non ascoltare, liberi gli elettori di non seguire. Ma io voglio lanciare anche un altro allarme perché in questo dibattito precongressuale si sta in modo subdolo, silente consolidando una convinzione che è tutto sommato per dare un segno importante di cambiamento perché abbiamo fatto queste cose? Ma perché, insomma, perché, perché il Partito Democratico non è stato abbastanza partito di sinistra, perché ha guardato al centro, perché insomma, non si dice esplicitamente. Ma quei cattolici lì sono un po' una palla al piede perché insomma, no, su, su certi temi rallentano la corsa, eccetera, eccetera. Ma è questo il messaggio che sta. Scusatemi, ma io metto eh, i piedi nel piatto perché altrimenti se non ci si parla con chiarezza non ci si parla e quindi non ci si capisce. Ecco. Allora io voglio dire semplicemente una cosa, che il cattolicesimo democratico... E questo non lo si conosce perché io ho trovato autorevoli dirigenti del PD che parlano delle caritas, è un'altra cosa. Il cattolicesimo democratico è una roba politica. Le caritas sono delle istituzioni assolutamente sacrosante, preziosissime, ma è un'altra cosa. Insomma, no? ecco, noi non, 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 non rappresentiamo le caritas né rappresentiamo la Chiesa, sia chiaro, non abbiamo mai... Per tutta la vita ci siamo proclamati. Ricordo l'immagine Icastica di Zaccagnini: non in nome di, ma a causa di, eh? quindi, noi non rappresentiamo le caritas. Il cattolicismo democratico è una robina che possiamo tranquillamente definire una tradizione politica. Possiamo dire che questa tradizione politica ha giocato un ruolo da protagonista non esclusivo, a partire dall'Assemblea Costituente quando si è affermata l'asse personalista della nostra Carta Costituzionale? Un asse personalista che ha scritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, se non potrei soffermarmi se avessi il tempo ha scritto assieme ad altri, ma non meno degli altri, mi limito a dire non meno degli altri, e lì c'è la garanzia per tutti, per tutti i diritti civili e sociali di cui si discute oggi, domani e dopodomani. Perché l'articolo 2 e l'articolo 3 sono di una chiarezza assoluta e sono il fondamento costituzionale di tutti quelli che hanno in mente, in mente di... Evolvere la piattaforma di modificare, di aggiornare di, eh, la piattaforma politica del partito che è legittimo, cambiano i tempi, non è che, 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 che no, non possono cambiare anche le piattaforme purché si sia d'accordo, eh, più che se ne discuta. Ma il cattolicesimo democratico è quello che si può dire senza che nessuno si offenda, che ha ideato l'unione politica dell'europa quando altri non erano d'accordo e l'ha realizzato questo disegno si può dire che il partito democratico è quello che ha ideato e realizzato l'economia sociale di mercato eh Cattolicesimo, i cattolici democratici. Sì, ma certo che è un auspicio, perché eh, ecco, però voglio dire, ecco, il cattolicesimo democratico è una tradizione politica e desideriamo che quelli che coloro che sono impegnati nei gruppi parlamentari, nei gruppi dirigenti del Partito Democratico che provengono da questa storia se ne ricordino e difendano questa tradizione. Non perché essa debba essere accostata alle altre tradizioni, ma come dicevano Scopola e Reiklin, perché cerchino, si cerchi, si continui a cercare di mettere assieme le radici per, per riuscire insieme a, a costruire un, un pensiero nuovo. Ecco, un pensiero nuovo che sia. Il frutto di questo intreccio fra tradizioni diverse e nelle diversità ci siamo anche noi. Ma il cattolicesimo democratico, quelli che pensano che sia un elemento frenante, voglio ricordare che è ontologicamente, permanentemente un fuoco quando si manifesta in politica. Non voglio citare questa tradizione il magistero recente di questo Papa, ma insomma la cultura ambientalista ha avuto una svolta quando è stata inventata l'ecologia integrale, perché non si è mai parlato di ecologia integrale prima, l'ecologia era l'ambiente e ci è voluto un Papa per ricordarci che nell'ambiente il soggetto più importante è l'uomo e che quindi ambiente più uomo fa l'ecologia integrale. Possiamo dire che nel magistero recente si riscopre un valore che pure è un valore anche della rivoluzione francese, la fratellanza come presupposto di ogni altra cosa, perché è inutile che noi diciamo ci vuole più giustizia sociale, dobbiamo passare dai diritti civili ai diritti sociali, ma se non c'è questo presupposto, il riconoscimento della fratellanza come principio costitutivo del genere umano sarà difficile che noi facciamo delle politiche di accoglienza delle politiche di giustizia sociale eh, no eh, e ci è dovuto e eh, ci è stato ricordato ancora recentemente ma perché non c'è una proposta politica nel magistero del papa c'è l'evocazione di principi attorno a cui rimane intatta la nostra responsabilità di costruire la politica eh, di costruire la proposta politica ma a proposito del cattolicismo democratico che può frenare, e con questo finisco, consiglio a chi questa, dà questa lettura una, una lettura, la lettura della lettera pipetta. La lettera pipetta non è che la conoscono tutti. È la lettera di Don Milani, no? Non ce l'ho qua, ma me lo ricordo, no, c'è, c'è. Il quale dice a Pipetta: "Non ti fidare di me, perché io ti tradirò". A me piace per raccontare l'essenza di quello che sono i cattolici democratici e che Moro rappresentava in quella sintesi il principio di non appagamento. Pipetta, dice eh, Don Milani, quando assieme avremo scavalcato la cancellata e avremo occupato quella villa del padrone e tu sarai contento di aver ottenuto questo risultato, sappi che io ti tradirò. Ecco, i cattolici democratici sono il fuoco in una politica progressista, o si capisse questo, non sono il peso. Ecco. Sono quelli che il combustibile che dà forza, che dà energia per continuare nella missione della politica, che è quella di produrre più pace, più giustizia e più uguaglianza. Allora, per queste ragioni abbiamo voluto riconvocarci questa mattina. Avremo una serie di, eh, di interventi, se voi vedete abbiamo scelto degli studiosi che normalmente non, non utilizzavamo perché è giunto il tempo anche di mettere in pista. Della gente nuova, eh, gli ultimi interventi della giornata saranno fatti da, da, da dei giovani, eh, ma soprattutto, insomma, vogliamo mettere a fuoco alcuni temi. Ecco. Intanto, siccome parliamo di partito, discutiamo di quale partito in questo tempo eh, si possa fare. Quale partito? Le prime relazioni: prima ancora. C'è padre Francesco Occhetta che ci richiama i fondamentali alla luce della sua scienza e della sua esperienza, che non dimentichiamo che Occhetta sta facendo delle cose notevoli. Forse sarebbe bene anche mettere, posare lo sguardo sulle cose nuove che ci sono nel sociale. Eh? Perché il sociale è la dimensione più ferma di questo paese oggi. C'è qualcuno che riesce ancora a aggregare attorno al pensiero eh? questa comunità di connessioni: è, una cosa, è la cosa più nuova che esista in giro. E poi abbiamo. Ernesto Maria Ruffini, che qua non nella sua veste istituzionale né di competenza professionale, ma come sappiamo perché era amico di David Sassoli e in questi giorni ognuno di noi si è posto la domanda se ci fosse stato ancora David Sassoli. E siccome siamo in prossimità del, del, dell'anniversario della sua morte, eh, abbiamo ritenuto giusto insomma, ricordarlo in uh, questa sede. Poi riprendiamo appunto con il tema del partito e con altri temi eh, non meno importanti che voi avete già visto eh, nel programma eh, che saranno trattati da due filosofi. Eh, molto apprezzati no? dell'area cattolico-democratico che affronteranno il tema del personalismo oggi, diciamo così, la persona e la democrazia, Michele Nicoletti e Fabrizio Abbate, che invece affronterà il tema per prevenire i problemi di domani sotto il profilo dell'etica e, e scienza e le nuove tecnologie su cui spesso si sono... Eh, manifestate in comprensione anche all'interno del Partito Democratico e quindi durante questa giornata noi eh, svolgeremo i lavori nel modo che vi ho detto e poi ci sarà tempo alcune ore per la discussione a cui sollecito tutti ecco, a prepararsi perché dobbiamo eh, discutere eh, e confrontarci fra di noi grazie adesso la parola a Non prendete spunto da me perché io ho derogato la regola che ci eravamo dati non più di 20 minuti, io ho fatto mezz'ora quindi salutiamo il segretario del Partito Democratico, appena evocato si è subito materializzato. Se Enrico è stato a una iniziativa, anche lui abbiamo appena parlato di questo. Di, in onore di David Sassoli, è stato pubblicato questa mattina il francobollo commemorativo di, eh, di David, e mi ha anticipato che ha altri impegni nel pomeriggio, io spero che nell'arco di tempo che dedicherà a questa nostra riunione eh, immagini di fare anche un intervento grazie vai Francesco bene io volevo ringraziarla Presidente sono molto onorato di essere dunque di essere stato invitato volevo ringraziare voi soprattutto per chi ha cariche pubbliche e di gestione è un periodo difficile quindi occorre almeno stare star uniti e, e condividere e anche apprezzare quello che si fa di buono io vi voglio però solo premettere le due dimensioni interiori con cui ehm, mi pongo nel fare questo breve intervento davanti a voi. Dunque la prima è che io sono molto debitore eh, a questa eh, esperienza eh, che mi ha cresciuto nel senso della libertà, della comunità, di aver avuto grandi maestri nella mia vita, tra cui anche Astori che insomma, poi nei vari casi della vita insomma, ci, ha fatto, ci hanno fatto rincrociare a Roma. E dunque, questa, ehm, il cattolicesimo democratico è, una, è stata e può essere ancora una palestra di vita per molti, fa sognare, eh, è fuoco, come dice eh, Castagnetti. Dall'altra parte, eh, devo dire che, come molti di voi, eh, in questi almeno ultimi un, un, dieci anni, dove è prevasta appunto un po' la gestione, l'occupazione, anche la mancanza anche di, di quel riformismo di cui. Uh, diciamo così, la tradizione nostra chiede, eh, ha, ha fatto soffrire, ha fatto soffrire tutti, ha, so, ha fatto soffrire anche me, tant'è che molto spesso a volte non c'è dolore più grande che sentirsi un po' traditi da chi custodisce un patrimonio che dovrebbe essere trasmesso e invece invece di ridonarlo, perché dia forza e, e, e faccia ricco molti, eh, lo, viene trattenuto. E quando si possiede, eh, quando si possiede senza donare. Eh, nascono eh, le divisioni e anche le incomprensioni. Allora io vorrei rispondere a tre domande questa, oggi. Da dove veniamo? Da dove viene questo patrimonio culturale brevemente? Quali sono le sfide che abbiamo oggi? E se ci, so, dobbiamo, e se ci, deve, ci si deve li, eh, limitare alla dimensione, quella che noi chiamiamo del prepolitico, oppure occorre ripensare a una presenza politica anche nuova? Allora, il filone del cattolicesimo democratico è nato e cresciuto, lo diceva Scoppola, grazie ai cattolici che si sono occupati di curare e far crescere la democrazia come luogo teologico. Questo è, un, è il primo passaggio fondamentale. In cui incarnare la propria fede, senza vergognarsi, senza nasconderla, renderla inclusiva, ma renderla una ricchezza in più. Questo è il modello di laicità italiana che permette alle fedi di entrare nello spazio pubblico e di dare un più, perché altrimenti si fanno diventare religiosi i principi dello Stato e i francesi questo lo hanno ben capito e vorrebbero tornare indietro. Il filone, questo filone è dunque un'esperienza anzitutto, personale, comunitaria, è un modo di stare nel mondo, ma ritenderebbe che è un continuo ritorno in sé, in se stessi, per incontrare il mondo un mondo che evolve, che ha problemi nuovi, che non chiede di dare risposte vecchie, a volte siamo abituati a fare questo, con schemi vecchi, dove la vita spirituale, e questo è un altro punto, nutre progetti e sogni, amicizie condivise e comunità pensanti, riforme e anche, la responsa e anche delle responsabilità comunque sempre nuove. Dunque il nostro riformismo non è ideologico ma è personalista, è la conseguenza di un modo di essere. Si è riformisti nella tradizione del cattolicesimo democratico perché si può solo fare un passo in più per vocazione, perché lo chiede il cuore, diciamo. Eh, si è spinti nella ricerca sempre dell'aldilà del fare un passo in più in cui la società ha bisogno e le persone. Questo passo che Martini chiamava l'al col trattino e anche anche un altro gesuita, Des francese, chiamava l'aldilà è dove noi incontriamo vita sociale e politica. Difendere l'aldiquà, attenzione, queste due categorie sono fondamentali per noi, anche a livello politico, eh, rimpiangere quindi la tradizione, dire che era meglio ieri, pensare di far nascere il nuovo in un paradigma vecchio, rischiare di farci vivere nella morte, rischia di farci vivere nella morte, ma soprattutto nella desolazione e molti di noi continuano sempre solo a lamentarsi e dicono era meglio ieri. È vero che noi giochiamo con venti contrari, perché ci sono stati momenti in cui i venti erano più forti e si poteva calcolare la rotta. Oggi vi do solo un dato che conoscete meglio di me, preoccupa quello che il Censis, che non è una carta sacra, però dice damo un termometro di come gli italiani pensano gli italiani sono pieni di paure, sono malinconici sanno di vivere e di subire ingiustizie ma decidono in maniera cosciente di non impegnarsi quindi noi abbiamo a che fare con un tessuto sociale e, e, che è difficile eh, a riattivarlo se non entrano parole nuove che rigenerano e allora tenete anche conto di questo. Quando io mi ero occupato di Moro qualche anno fa, ho scoperto che nelle nostre classi, nelle nostre scuole, su 100 ragazzi, 7 ragazzi hanno sentito più o meno eh, parlare di Moro e sanno chi è. Dunque, questo lo dico perché non dobbiamo dare nulla per scontato e perché la trasmissione da generazione a generazione, anche a livello sociale e politico, eh, o si vive o altrimenti eh, c'è un, una, una cesura. Che diventa difficile poi, diciamo così, recuperare, perché diventa un pezzo di museo quello a cui bisogna, a cui bisogna riattivare e non, e non lo si fa. Allora, noi la, 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 questa tradizione nella storia ha avuto, secondo me, tre momenti, e noi siamo in un quarto momento: di eh, nascita, di vita, di vitalità, di morte e di rigenerazione. Allora, il primo, certamente dove in tutti e tre i momenti il cattolicesimo democratico ha anticipato il magistero, ha fatto un passo in più, lo ha fatto pensare, lo ha messo anche in crisi, ma oggi c'è uno schema opposto, è che è il magistero che sta dettando l'agenda soprattutto al, diciamo, a, a chi è impegnato in politica. Lo ha già ricordato bene Pierluigi, l'ecologia integrale, questo approccio oristico. Alla dimensione dell'ambiente è fondamentale perché è una chiave antropologica, non è una chiave ideologica questa. Ma soprattutto eh, quello che sta ponendo adesso nelle aziende e sta sfidando il mondo è questa dimensione della fraternità che noi non possiamo sottovalutare e neanche inzuccherare. Questa è una scelta politica. Chiuderò con questo. Allora il punto è questo: nel 19 Costurzo e ha quindi ancora prima col discorso di Cartagirone questa, questa tradizione ha fatto una scommessa nei territori, nei legami sociali che hanno permesso di trasformare l'individuo in persone, perché questa è la struttura nostra anche che è entrata nella Costituzione, e poi ha, attraverso parole di speranza, e non sempre contro i nemici, eccetera, ha generato un modello politico. Mussolini aveva fatto il contrario, aveva generato paura e compattato. Poi c'è stato un tradimento di una parte dell'ala, Sturziana, che ha appoggiato l'ala, la, la parte più conservatrice, e questa prima frase, permettetemi di dire, è implosa. Durante la guerra la resistenza bianca, invece di nascondersi nelle sacristie, che cosa ha fatto? Ha pensato al mondo che doveva venire e nel 1946 i costituenti cattolici e quindi il personalismo di Maritain la visione di Montini, la forma di Stato l'economia sociale di mercato una visione geopolitica chiara ha fatto sì che si conformassero delle identità che avessero un'identità molto chiara e allora si, nascevano persone che erano riformiste per vocazione al servizio di programmi molto temperati un potere mite Attenti all'arte della mediazione, interclassisti, competenti sui temi concreti della politica, attenti ai temi della formazione, costruttori di beni comuni, prima, quello, prima appunto di quello di individuale, e poi con attenzione alla coesione sociale. Alla coesione sociale. E attraverso questo, questo patrimonio di persone che erano state formate, insomma, noi siamo riusciti a attraversare anche il terrorismo. E questo ve lo dico perché io ho fatto molti anni nelle carceri, accompagnando questi, anche chi aveva sbagliato, le persone delle Brigate Rosse, e mi dicevano che la nostra presenza arginava, loro, li hanno arginati culturalmente, loro non erano riusciti a scavalcarci culturalmente. Poi la crisi, quando l'obiettivo, lo ecco, diceva anche Scoppola, è stata l'occupazione delle istituzioni fino ad entrare nelle logiche anche della corruzione che la politica costa molto ma non siamo riusciti a, ca a cambiare paradigma e fino diciamo, a Tangentopoli molti del, esponenti del cattolicesimo democratico avevano subito diciamo, nel, dal sistema e eh, avevano pagato il fatto di mantenere una, una spesa che doveva essere, era, dove essere fatta, mai avremmo pensato di entrare in uno scandalo come quello che c'era adesso in genere. Perché? Ma perché le comunità ci si autoproteggeva, ci si, ci si aiutava, ehm, c'era un conforto, la ricchezza era nelle relazioni e anche nel, nel, nel desiderio di servire. Poi il colpo d'ala del 94, lasciatemi dire così, con Scoppola, Elia, Martinazzoli, Castagnetti, Demita, Bassetti, Bazzoli, Garavaglia, Astori, Bodrato e anche tutta una serie di seconde linee come la Enoch, adesso presidente del bambino Gesù. Tutte queste persone sono nate, cresciute in questa tradizione, fino ad arrivare al presidente Mattarella, quando appunto hanno cercato di trovare e di dare un compimento al sogno di Moro in una democra nella democrazia compiuta, in un'operazione politica plurale nutrita dalle, dalle, da appartenenze plurime. Proprio perché si sapeva da dove si veniva, si conosceva anche verso dove andare e quindi i popolari, e poi l'ulivo e poi la margherita, esperienze tutte note, erano enzimi di processi, enzimi di processi. Non si perdeva la, nostra, la, la propria identità, ma nel frattempo la nostra identità era inclusiva, era inglobava e si poteva parlare. Il punto di cesura, secondo me, è stata certamente la vita in rete e la cultura populista. Queste entrambi hanno disintermediato e questa è stata il punto focale, la morte un po' del, di una tradizione e hanno privilegiato, la dico con uno slogan, il consenso sul, toccando il pathos, quindi le paure e parole di cattivismo, che a noi non riesce, perché questa è la nostra tradizione, bisogna di argomentare, sul logos, che nella tradizione del cattolicesimo democratico ha bisogno di incontro, di formazione, di ragionamento e soprattutto nell'essere uomini e donne morali, del calcolo delle conseguenze di una scelta che si fa e condividerla. Tutto questo, il tempo della rete che ha velocizzato tutto, ha disintermediato e la cultura del cattolicesimo democratico eh, è in debito, non riesce a... corre, ma non ha anticipato, corre dietro a non ha anticipato. Allora, ci sono tre sfide urgenti, a mio giudizio, che come un fuoco sotto la cenere può fare riesplodere eh, questa tradizione, diciamo. Secondo me sono quella della laicità, quella della costituzione intesa come progetto e quella della fraternità. Provo a dire due parole su ogni punto. Nel volume, Quando i cattolici non erano moderati, che sono andato a rileggere, eh, Scopola scrive: La laicità non riguarda solo gli stati, le leggi, il modo di essere delle istituzioni. La laicità è prima di tutto un modo di vivere l'esperienza religiosa a livello personale e interiore. Se manca questa condizione interiore, anche gli aspetti istituzionali della laicità ne risulteranno indeboliti e alla fine compromessi. Su questo noi giochiamo la partita italiana, diciamo, della politica, perché io sono vissuto anche in molti altri stati, questa dimensione non c'è. Se noi sottraiamo la, la laicità, l'appartenenza di fede diventa fon quasi fondamentalismo. Se voi analizzate. I linguaggi di Trump, Bolsonaro, Orban, Le Pen che si alleano col potere religioso e il potere politico che usa il potere sacro per dire sono l'espressione mandato, mandato da Dio. Il nostro linguaggio, la nostra esperienza, eh, se leggete Kuhlman, Dio e Cesare, esattamente invece separa le due dimensioni e le rende possibili, anche per chi non crede. Quindi noi diventiamo nel nostro argomentare politico. Credibili anche per chi non appartiene alla nostra tradizione, perché non la imponiamo, la testimoniamo. La laicità è prima di tutto, appunto, diceva Scopola, questa esperienza. Ma se l'esperienza del cattolicesimo cerca identità e sicurezza, non inclusione e cambiamento, allora questa, questa tradizione è in ginocchio, diventa, si mette in crisi. Dunque, noi assistiamo a livello culturale, secondo me, al ri ribaltamento della conquista che abbiamo fatto dal 1946, mentre c'erano era, anche i padri della civiltà cattolica, Jedda, Pio XII che volevano imporre un ontologismo sulla realtà e quindi l'idea di una natura fis fisicista, Maritene e, 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 e Montini, grazie a loro, noi siamo entrati nel personalismo con un discorso inclusivo. Ma se invece ritorniamo alla categoria che abbiamo abbandonato, questa diventa per noi un problema culturale che ci blocca nelle categorie, non so come spiegare, ci blocca nelle categorie, più prima che nella trasmissione di, di un'esperienza. Secondo, la Costituzione... Bene, quindi l'antidoto la, la, a questo è, eh, diciamo così, ehm, a mio giudizio, capire chi è ancora testimone di questa eredità, ce ne sono moltissimi, io quello che vedo è che sono molto soli e molto spesso si nascondono da un'appartenenza partitica e quindi promuovono il civismo anche nelle amministrazioni locali eh, manca chi le raccorda manca la connessione perché oggi la politica non è più eteronoma ma è, eh, diciamo così, è più molto più orizzontale non, eh, tutto ciò che è pars eh, partito, partecipazione, dipartimento tutto ciò che vive della parola pars è in crisi se ci pensate ma tutto ciò che vive della parola syn questa che è connessione, comunione, comunità, funziona e, e dà vita, ma il problema è che il secondo livello del sin è molto difficile se non c'è qualcuno che raccorda, connette, porta diciamo, a un livello più alto quello che c'è già. E il nostro paese è pieno di eh, realtà eh, virtuose, le conosciamo, nelle quali noi apparteniamo anche, ma queste realtà virtuose sono solitarie, sono monadi, non si riescono a connettere. Torino e Milano sembrano distantissime e nella rete noi facciamo molte operazioni personali, ehm, diciamo così, egoistiche, egoistiche, ma non promuoviamo bene comune o azioni più, più sociali. Secondo, la Costituzione intesa per noi come progetto significa che la democrazia, che per noi è sempre stato il, è il tema, eh, è da, diciamo così, da. Mh, Vivere ed amare nella sua sostanza, non nella sua procedura. E noi abbiamo, siamo slitati molto nella procedura e questo un po' in ginocchia e anche la, diciamo, la tradizione di Onida che ci guarda e ci dice il cattolicesimo democratico ha raccolto gli obiettivi le idee delle rivoluzioni liberali e democratiche sviluppatesi a partire dalla fine del Settecento, integrate dagli obiettivi dei cattolici democratici. Ha raccolto in fondo i movimenti dei lavoratori sviluppatosi in Europa nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Siamo stati un cuscinetto, un enzima sociale che ha permesso un'evoluzione fantastica a livello sociale che ha attenuato le dimensioni invece di, di, di tensione che sarebbero comunque nate se non ci fosse stata questa smussatura. A questo movimento di pensiero però dobbiamo anche, e questo non dobbiamo ricordarcelo, la struttura dei diritti civili, dei, quelli politici, quelli sociali, il pluralismo sociale, l'organizzazione dei poteri su cui si fonda l'idea di, di democrazia partecipativa, intesa appunto come strumento di una società autonoma e attiva. Allora il punto è questo, la proposta è stata la sintesi matura tra equilibrio tra le esigenze di garanzie con quelle in grado di finalizzare l'esercizio del potere al servizio di una crescita umana integrale della società. Tutto questo noi lo stiamo ancora garantendo, non è un rimprovero che io vi sto formulando, ma se i padri non sono riusciti a trasmettere ai figli eh, diciamo eh, e renderlo ragionevole questo patrimonio, eh, che cosa è mancato? Eh, è possibile ancora eh, come dire, far rinascere fa, do, dopo una risistemazione questa, questa possibilità ripartendo dai territori, da queste condizioni, da, questi, da queste stelle polari che ci, ci animano e, e ci toccano e che ci fanno conoscere senza riconoscere oppure no? Questo è il punto. Questa è la domanda secondo me ehm, fondamentale. L'ultima cosa che voglio dirvi è questa. La scommessa che noi abbiamo... È di cogliere nel segno quello che la Chiesa ci sta chiedendo come sfida, che è il punto della fraternità. Guardate, non è fratellanza, la fratellanza sono legami di sangue, anche i mafiosi la vivono, eh, i corrotti la vivono perché sono, sono legami di utilità. Ma la fraternità è, anzitutto, è il comprendere culturalmente che noi viviamo dello stesso destino, che i problemi miei sono come quelli che vive. Un, oggi nella connessione una, una persona come me lontana da me. Ehm, C'è uno psicoterapeutica, uno psicoterapeuta che dice: Ma qua, se dovessimo nella cultura nostra svuotare il secondo comandamento, che cosa capiterebbe? Beh, capita che se va bene io dell'altro ho paura. Se va male io cerco lontano diciamo in rete. E guardate, questo è un paradigma che capita anche alla politica. Nel secondo capitolo della, della ciclica il Papa pone la nostra attenzione questa parabola del buon samaritano che, che conoscete tutti, noi vi voglio spiegare, ma lì che cosa c'è? Il punto qual è per la politica? che il samaritano, nemico della cultura del, del, del giudeo che incontra, eh, che cosa fa a livello politico? Riorganizza i bisogni che quella persona davanti a lui ha, in, questo, in questa dimensione di. Di, diciamo, di compassione, di movimento del cuore umana, molto semplice, che possiamo riconoscerla anche in noi. E la politica è semplicemente questa, ma se la politica non vede più l'altro perché, per, per, perché muore, l'altro è morto, diciamo, nell'idea, eh, allora qui diventa un problema, perché diventa a questo punto ideologia. Allora imponiamo ciò che non, a volte non c'è da, da decidere, perché non è un bisogno, e a volte perché non riusciamo più a vedere i bisogni reali che le persone hanno. Ma se noi ripartissimo da una narrazione così, dai bisogni che noi abbiamo, dallo starci vicino, da costruire reti di relazione, di solidarietà in questo, ma la politica riparte sotto questo profilo. Si entra a farne parte. I ragazzi arrivano, ne hanno bisogno, non sono, non sono orfani, vanno ascoltati, hanno altre categorie, ma il nostro problema è ritradurre in parole chiavi quello che loro possono comprendere rispetto a una tradizione che loro non hanno conosciuto, per loro è una tradizione che non, non, non è vivente. Dunque, cosa succede se noi facciamo ripartire questa dimensione della fraternità? Beh, la fraternità diventa per noi un processo culturale. La dimensione dell'ecologia dell integrale rinancerebbe un'appartenenza. Questi temi che sono stati, che sono anche l'agenda europea e l'agenda mondiale anche dell'ONU, eh, eh, di cui sono debitori, sono stati presi, noi potremmo parlare in un linguaggio molto laico, con un'appartenenza molto forte che ci dice che noi siamo caratterizzati da questo. Allora le chance secondo me sono tre, e finisco. Una grande stagione capillare di formazione. Non si fa da anni. Non sono neanche stati eh, in, in, come dire, ehm, investite risorse economiche, eppure volendo ci sono, si trovano, bastano poco, eh, basta poco, ma ritessere gruppi che comunitariamente ripensano la politica, parlano dei temi, eh, selezionano persone, eh, a, mh, sono diffusivi nelle aziende, nelle, nel, nel, nei territori. Nella rete delle 26.000 parrocchie che abbiamo, 26.000 parrocchie che abbiamo, 200 diocesi, noi non riusciamo a riattivare una rete che è solo da far passare forza, vita, gioia, eh, proposta. È già tutta pronta, è una rete già pronta, va solo messo segnale. Però ci deve essere una cabina di regia che lo faccia e di, e di un coordinamento molto grande che dove i territori capiscano che non è più eteronoma la questione ma che è autonoma che cresca grande stagione di formazione ampliare i temi e portare dei temi molto chiari noi adesso siamo slittati finisco, finì. siamo slittati nei diritti civili e in un soggettivismo ma il tema della fraternità è riprendere il tema illuministico e rifondare anche quelli che sono i binomi delle altre due categorie, che sono l'uguaglianza e che è appunto la, la, la libertà, chiaramente eh, slittando semanticamente queste due dimensioni e non avendo la, la fraternità come, come punto eh, di, di comunione, eh, si sono alterate, quindi i, i grandi temi per noi quali sono, per poter anche rimanere nell'appartenenza que di quest'area socialdemocratica forte? Beh, secondo me sono. Il tema della giustizia, il tema della giustizia che è anzitutto per noi riparazione e non è vendetta e non è neanche ideologia, non è, eh, e, e quindi è responsabilità del porre nel centro dell'ordinamento il dolore delle vittime, perché altrimenti diventa vittimismo ed è strumentalizzato soprattutto dalle destre. E il, tema del grande, il tema grande dei lavori che nascono, io accompagno molti giovani, che non hanno opportunità nel, nel, nel decollare, perché nascono lavori senza diritti e anche senza doveri a volte, ma non sono regolati, perché noi viviamo sempre solo, e questo paradigma della sinistra ci ha un po' schiacciato, nel paradigma della subordinazione, ma per, il, per noi il lavoro non è solo subordinazione, è anche creatività, è anche libero, libera professione. Questa dimensione non riusciamo a, a coglierla nel suo, nel suo valore. Terzo punto, l'ambiente. Il quarto punto sono le riforme istituzionali. Noi abbiamo, abbiamo grande, grande omissione di non aver fatto una legge elettorale e di non avere pensato lo Stato che verrà. Cosa capiterà se verrà fatto un presidenzialismo o se comunque si va verso questa cultura? Chi ripensa le, eh, diciamo, le, 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 le grandi dimensioni dei poteri di, di controllo che è nella nostra tradizione? Dove si può rilanciare? Anche perché non si può arrivare a ridosso con una... Bisogna preparare una grande cultura diffusa perché, perché poi le idee salgano e diventino poi legge. In questo modo, io vedo che la possibilità um, che questa tradizione ha nel riattivare la politica, anche un po', un po la, nostra, la nostra partecipazione, può ritornare a far diventare la politica veramente una forma alta d'amore e di carità. Grazie. Grazie Francesco, eh, veramente un intervento molto prezioso. E volevo dire che vedo molta gente in piedi anche nell'altra sala dove c'è un, uh, un monitor. Un, eh, che oltre, oltre la, a quella sala lì c'è il collegamento televisivo anche con la sala al piano terra e quindi. Eh, e poi c'è anche fuori nel porticato è una bella giornata oggi quindi forse persino stare fuori perché vedo che siete tutti tutti un bel po' in piedi sui social abbiamo notizie che stanno, stanno, i collegati stanno crescendo a vista d'occhio sono già alcune centinaia che stanno seguendoci sin dal primo momento, quindi tanto vuol dire che funzionano, ecco perché in genere quando c'è da collegarsi c'è sempre il problema, ma eh, c'è già un dibattito che si è aperto in rete tra quelli che sono fuori, insomma, che sono collegati. Grazie, allora adesso, come avevo già annunciato, Ernesto Maria Ruffini ci parla del suo e del nostro grande amico, David Sassoli. Grazie dell'invito e della possibilità di ricordare un amico, singolare che a farlo sia attualmente un esattore delle tasse, ma è incidentale questa cosa, e qua, e beh, diciamo pro tempore lo sono, ma diciamo quando nel 2014 mi chiese di fargli da mandatario elettorale, guardandomi mi ha detto ho bisogno di qualcuno di cui mi fido e che sappia far di conto, diciamo che ci aveva visto un po' lungo su questo. Ehm, ricordo di lui, diciamo questo lo, lo, è un po' gravoso fare un ricordo visto che il, il, il punto nella, nella locandina di questa vostra giornata è il nostro David Sassoli, il mio ricordo ovviamente è un ricordo legato a quelli che sono circa vent'anni di amicizia, era un, un po' un fratello grande per me. Ehm, Conservo mh, gelosamente, l'ho tirata fuori, eh, diciamo, all'inizio di quest'anno, una foto con lui di una quindicina d'anni fa, con lui con la sua immancabile sigaretta, che stava ascoltando qualcuno che si era rivolto a lui. Ecco, io se ricordo David, ricordo un uomo perennemente eh, in ascolto. Lui si interessava, ma si interessava realmente a quello che gli altri pensavano e a quello che gli altri dicevano. quindi era lui anche a provocare, a domandare, eh, me lo ricordate, chiamava, telefonava si informava su cosa stesse succedendo, su quello che il suo interlocutore stava facendo e cercava in qualche modo di, di coinvolgerlo e di farlo sentire quello che realmente pensava che fosse, cioè un pezzo di, una, di un mosaico, di una, una tessera di un mosaico che lui continuamente cercava di mettere a fuoco e di cui cercava di far sentire parte tutti noi, no? perché poi di fatto eh, questa è la politica, no? cercare di mettere a fuoco. Un, un, un mosaico di un, di, un progetto, di un progetto comune e nel suo ascoltare, nel suo coinvolgere, nel suo quasi strattonare dentro questo progetto eh, invogliava a mettere a fuoco un cantiere, no? che era più o meno quello che dovrebbe essere la politica in un... In un, in un, in un eh, Moderno Stato democratico, un cantiere perennemente aperto il cui progetto si scrive giorno per giorno, non è mai dato una volta per tutte, ma è un progetto il cui traguardo si fa facendo più chiaro mano a mano che si va avanti. E si fa più chiaro, per usare un'espressione a lui cara, mano a mano che noi cerchiamo di rendere più, di allargare, rendere più accogliente la nostra tenda. Ecco questo era il progetto della politica che si stava. Eh, portando avanti con, con, eh, con la sua opera ed, ed è, faceva acquistare una dimensione profonda che la distingue da un banale e superficiale accordo utilitaristico di una sommatoria di istanze legittime che però non sono la politica, nel senso più profondo del termine, non è una, un elenco di, di richieste, ma un, un cammino che fa scoprire. E il progredire e gli orizzonti di un, di un, di un cammino comune, di un popolo in, in, in cammino, dove il primo passo è sempre dato dall'ascolto, ecco l'ascolto con cui ho iniziato, l'ascolto caro a, a David. Ehm, in questo cammino lui riusciva a riconoscere l'importanza del contributo di tutti. Cioè... Chiunque poteva fare parte di questo cammino, lui invitava gli amici a camminare con lui e a, in qualche modo a fare politica, ciascuno nel suo modo, ciascuno nel, nelle sue, con le sue capacità, ma eh, cercando di ricevere il contributo di tutti dava importanza e riceveva forse ancora di più eh, il contributo di quelli che lo avevano proceduto, cioè riusciva... A farti percepire l'importanza di essere parte di un percorso che era stato iniziato da qualcun altro e che qualcun altro aveva interrotto e che aspettava poi alle generazioni che, mano a mano, si affacciano su questa terra a portare, portare avanti. Questo era il suo modo di fare politica ed era, in qualche modo, lo ricordavo con qualche amico comune nei giorni scorsi, preparando questo, questo brevissimo intervento: un metodo di fare politica. Papa Francesco ci ricorda, leggo in questo caso, che ogni generazione ha bisogno di quelle precedenti e deve essere disponibile per quelle future. E dobbiamo avere il coraggio di andare incontro al nuovo senza gettare alle ortiche ciò che altri, noi compresi, hanno costruito a fatica. E il significato di essere una nazione è quello di considerarsi prosecutori del lavoro di altri uomini e donne e costruttori di una casa per coloro che verranno dopo di noi. Questo è inserirsi in un cammino e questo era quello che si percepiva nell'attività e nella politica di, di Davide, che ti, ti costringeva a mantenerti con i piedi per terra perché tu ti inserivi nel cammino e nel solco che era stato iniziato da qualcun altro e ciascuno con i propri limiti portava avanti nuovi traguardi e cercava con approssimazione di vedere nuovi nuovi orizzonti, nuovi traguardi consapevolmente o meglio nella consapevolezza che quei traguardi sono necessariamente proprio perché umanamente provvisori e quindi bisogna sempre incedere e accogliere il contributo di chi cammina con noi. Eh, non so se avete mai fatto una riflessione, non voglio togliere il Magistero a padre Orchetta. Padre... Eh, io nel ricordare Davide lo ricordo come Isacco. Se ci pensate, Isacco è passato diciamo alla storia come il figlio di Abramo e il padre di Giacobbe, il nonno di Giuseppe, non aveva semmai la capacità di fidarsi di Dio di Abramo, non aveva semmai la forza di, di suo figlio. Eh, Giuseppe non aveva eh, Giacobbe, non, non aveva semmai la capacità di sognare di suo nipote. Eh, in Davide, riconosco più o meno tutte queste caratteristiche, ma lo vedo specialmente come Isacco, cioè la capacità di inserirsi una tradizione, di tessere una catena, di raccogliere un'eredità e cercare di consegnarla a chi viene dopo. Ed è più o meno questa la funzione della politica che lui ha cercato di portare avanti e ha cercato di insegnare o trasmettere agli amici che hanno avuto la uh, fortuna di, di conoscerle. In questa storia, in questo racconto che lui portava avanti, lui era cosciente ehm, del, 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 della storia in cui, in cui agiva e del patrimonio di vita democratica che il cattolicesimo aveva scritto in questo paese, nel, loro, nel contributo che c'è stato nella stesura della Costituzione nella ricostruzione del dopoguerra, nella rinascita della democrazia dopo il ventennio, nella capacità di difendere con forza eh, le libertà democratiche dei cittadini durante gli anni del terrorismo, nella capacità di immaginare e costruire la casa comune europea. Lui si inseriva in questo e in questo lui cercava di farsi carico, perché essere, fare politica è anche questo, eh, di quelle domande che sono attorno a noi, che sono le figlie delle trasformazioni epocali che tutti noi abbiamo eh, presenti, ovvero la, la disoccupazione giovanile, le migrazioni, il cambiamento climatico, se ne è parlato prima, la sfida tecnologica, la povertà, gli equilibri mondiali dove lui credeva che l'Europa dovesse essere credibile unita. Queste sono le domande di cui cercava di farsi carico e cercava di calarle in un solco, ehm, però lo ripeto ancora una volta, un solco è un cammino iniziato da altri, la cui strada non si è interrotta, ma si è interrotto quel cammino, perché la strada non si interrompe mai, si interrompe il cammino di ognuno e il cammino viene ripreso dagli altri su quella strada, su quel solco iniziato. Ed era consapevole, lo insegna il, il Concilio Vaticano II, di quella speciale vocazione che i cristiani devono politica, che i cristiani devono sentire come dovere. E qui leggo una frase molto forte di Davide: una vocazione che non ci consente di agitare i simboli della nostra fede come amuleti con una spudoratezza blasfema, una vocazione di un intero popolo che non vive il cattolicesimo come un emporio dove si passa a prendere un rosario, un Vangelo, un santino, ma un popolo cristiano legittimamente pluralista sul piano delle scelte politiche, ma che sulla fedeltà alla Costituzione e nella difesa del sistema democratico non si lascia dividere mai. Questo era come lui ci ha lasciato questa visione, perché la politica questa è. Del sentirsi cattolici democratici. E se ci pensate, voi lo conoscete anche da più tempo di me: lui ha rinunciato a una brillante, importante carriera da giornalista proprio perché sentiva quel dovere che si diceva prima, non ha voluto abdicare alla politica, non si è lasciato vincere dalla indifferenza, non ha preferito non essere scomodato, che è una tentazione frequente. Ma ha preso sul serio il mondo e non ha sottratto il proprio contributo alla comunità. Sempre Papa Francesco dice che è vergognoso sottrarre, anzi, lui utilizza un altro termine: rubare il proprio contributo alla comunità. Questo è un dovere per un cristiano. Poi il contributo lo si può dare in mille modi, ma è un dovere da tenere presente. E quindi la scelta, è stata citata prima da padre francesco ancora oggi è sempre quella tra l'essere dei buoni samaritani o semplici passanti se lasciarsi vincere dall'indifferenza per non essere scomodati nel nostro piede vivere oppure farsi carico della comunità dove, dove si vive credo che lui ci abbia lasciato visto che a me tocca ricordarlo l'impegno e la promessa di non sperperare l'eredità che riceviamo e di dimostrare, come diceva la pira a lui caro, che il cristianesimo ha ancora qualcosa di importante da dire per il mondo e per la politica. In fondo ci siamo, siamo cresciuti per, come cattolici eh, sapendo che noi dobbiamo essere il sale della terra e no? non essere insipidi. Ecco, noi dobbiamo essere sale e non essere guarnizione insignificante. Ma perché è il dovere di un cristiano, non è, non è nulla di più, non il dovere di non sprecare i propri talenti, e ognuno ha i propri appunto. Ecco, credo che quello che ci lascia è l'invito o appunto la promessa, come la voglio ricordare io, ad essere classe, ciascuno classe dirigente del paese. Classe dirigente vuol dire saper dare un indirizzo alla comunità in cui si vive qualunque essa sia, alla propria fetta di paese che ci è consegnata, la nostra scuola, il nostro ufficio, e indipendentemente dal ruolo che si è chiamati a svolgere o a ricoprire. Ciascuno ha il dovere, ce lo dice la Costituzione, e visto che l'articolo 4 della Costituzione è uno di quelli che prima richiamava Castagnetti è stato sito anche con il contributo dei cattolici democratici di quell'epoca, ciascuno ha il dovere di contribuire al progresso materiale e spirituale della nostra società. È un dovere. E per un cristiano questo dovere vale doppio. Non lasciare che per quieto vivere si lasci non curato il pezzetto di mondo che ci ha affidato, indipendentemente dal ruolo che si è chiamato a ricoprire. Credo che siamo un impegno, quello che ha dimostrato Davide, lo, lo ricordo ancora, poteva farsi tranquillamente un'altra vita Davide. Ha voluto fare politica proprio perché ha sentito di non dover lasciare alcuni dei, dei suoi talenti sotterrati ma metterli a frutto, fa frutto per la comunità. In cui ha vissuto. E con questo esempio, con questo invito, spero che ciascuno di noi, ciascuno dove è, possa fare altrettanto. Grazie Ernesto Maria. Approfitto per dire che il 9 di gennaio. Eh, verrà presentato per iniziativa di Claudio Sardo una raccolta di tutti i discorsi di eh, David, eh, sarà presente anche la von der Leyen e altri dirigenti eh, dell'Unione Europea e, e approfitto sempre anche per fare un'altra segnalazione, chi vuole avere un aggiornamento eh, della... Eh, Modernità della cultura politica del cattolicesimo democratico potrebbe comprare il bel volume sull'uguaglianza che ha scritto Ernesto Maria Ruffini. Che è una cosa veramente molto. perché non è un tema così, così facile e neanche così eh, popolare ecco, eh, per quelli che sono alla ricerca del, del consenso, che è anche giusto. Insomma, ecco, e lui ha avuto. Ha fatto una cosa veramente notevole. Grazie, adesso cambiamo allora eh, lo scenario. E, e dovreste avere in cartella eh, se ci sono ancora delle cartelle, perché vedo che sta arrivando la squadra del Nord. Perché sono, non solo i treni erano in ritardo, ma con purtroppo il funerale di Mihailovic, non ci sono neanche i servizi di taxi, sono arrivati a piedi. Però vedo che alcuni dei, di quelli annunciati sono eh, finalmente ci hanno raggiunto. Ciao. Allora. Eh, eh? No, adesso, eh, allora, il titolo: il titolo è il nuovo partito. Ecco. Cominciamo con Gino Mazzoli e poi Luca Castelli dov'è? Ah è qua, a cui è stata già comunicata la Ferrara Notizia che non si può superare il limite dei 20 minuti perché so che entrambi avevano preparato delle robe più, un po' più lunghe. Allora via, ma Gino. Eh? Metto qui il cronometro. Vi ringrazio, è un piacere, un onore e anche un'emozione perché, insomma, l'impegno Cattodemi inizia 49 anni fa, che è un numero particolare per l'Italia. 49, deve esserci un aspetto cabalistico: a un intervento magistrale di Pierluigi al comitato, a un incontro della DC di Reggio Emilia, quando intervenne duramente su Galloni che fu tentennante sul colpo di Stato in Cile. E tu lo asfaltasti, come si ama dire adesso con Travaglio, che asfalta tutti quanti, in un modo talmente forte, e talmente acuto, che mi ha emozionato. Al punto tale che io ero andato con dei miei compagni di liceo che frequentavano la DC, mi ha detto: Vieni qua, sono andato con molta poca attenzione perché io ero più movimento studentesco. Mi ha talmente colpito che ho cominciato a incuriosirmi di questa strana creatura che era la sinistra democristiana. E quindi io, che sono cresciuto a pane e solidarietà nazionale, perché ho fatto anche la breve esperienza di movimento giovanile della DC a livello locale e nazionale, in quel periodo per me il PD è la mia casa, nel senso che è erede di quella storia, anche se per come è fatta l'Italia, che è un paese che ha solo 160 anni di vita, ha avuto in mezzo due guerre mondiali, una dittatura di 20 anni, un partito comunista antisistema fino agli anni 70 le malavite più grosse del mondo, una burocrazia terrificante, una quantità di norme da gestire, una quantità di piccoli comuni, francamente il passaggio da, eh, da olivo a partito democratico e da proporzionale a maggioritario mi ha sempre mh, avuto un odore di eccesso di illuminismo, per non parlare delle ultime cose, no? quartieri, province, su cui dissento dal mio caro amico. Graziano, che è qui davanti, che pure le ha dovute portare avanti ho torto collo. Secondo me, anche la riduzione del numero di parlamentari fa parte di questa difficoltà di cogliere la complessità alchemica della costruzione di consenso all'interno di un paese così complicato. Io, comunque, dopo questa breve esperienza mi sono occupato di formazione, ricerca e consulenza nell'area del welfare e quindi ho continuato la mia vecchia passione di educazione alla democrazia dentro 30 anni di lavoro nella mia piccola impresa. Con cui riesco a stare in piedi facendo cose che secondo me hanno senso e quindi ho continuato a fare diffusione del pensiero democratico a mio modo. Quindi vi ringrazio di questa opportunità perché il tema secondo me è quello di unire i puntini, vediamo un po' se si vede qualcosa. Bisogna unire i puntini nel senso che ci sono molte cose che sono scollegate tra loro e che non vengono mai analizzate in maniera connessa. Il primo elemento da unire è questo schema strano che ha disegnato mio figlio un po' più disegnatore di me ma che io ho modificato con le mie modalità un po' naive. Sostanzialmente c'è da sempre stato un piano di sotto dove come persone umane e i mondi vitali costruiamo fiducia e senso e un piano di sopra dove politica, religione, economia, diritto, mass media costruiscono la scena pubblica. E ci sono sempre stati dei soggetti che fanno transito tra il piano di sotto e il piano di sopra e sono partiti. Sindacati, associazionismo, eh, che sono i corpi intermedi, come dice la Costituzione. Il punto è che le due novità sono che il mondo di sopra è diventato estremamente violento: nel senso che i processi di velocizzazione, per cui se non sei 5 g iperveloce sempre connesso, sei fuori. Per cui disabili, anziani, matti, vulnerabili di tutto il mondo, come potranno stare a quel passo? E poi la disintermediazione del corpo per il fatto che. Eh, se non sei costantemente davanti a un device, non riesci a stare al passo coi tempi. E stare il 66% del tempo davanti a un device prima del Covid e poi diventato il 90% col Covid. Come facciamo a fidarci degli altri se non guardiamo negli occhi le persone? La fiducia non avviene perché guardiamo in telecamera qualcuno. Mi è capitato in questi due anni lavorare in formazione così non si costruisce la stessa fiducia. Se i gruppi politici lavorano soltanto di Whatsapp finché non si vedono occhi negli occhi, la fiducia è questo. Siamo corpi che pensano. Pensieri dentro un corpo, un corpo fermo, ti comunica molte cose. Nei suoi colpi di tosse, nei suoi passaggi, nei suoi occhi bassi, è tutto diverso. Quindi le funzioni base di spazio e tempo sono fatte fuori, c'è un meccanismo di bulimia, di opportunità che ci arrivano addosso fin dagli anni 70, per cui non riusciamo a raccogliere tutte le istanze che ci arrivano addosso e quindi sentiamo inadeguati. C'è un'ansia prestativa che ci assilla: non hai colto quel volo della Ryanair a 30 euro e quindi sei un tagliato fuori. Non sai 110 di curriculum, non vale niente se non sei il migliore a pallavolo, a calcio, a danza. Uh, tutte queste attività i nostri figli nascono con aspettative enormi addosso a loro che non riusciranno mai a prendere, quindi, a, a cogliere, quindi è un'ansia prestativa e un senso di inadeguatezza che abita quella situazione. Per di più i corpi intermedi nella funzione di transito sono crollati, nel senso che i partiti non sono più luoghi di composizione delle diverse posizioni, luoghi di formazione e informazione, di costruzione anche di legami sociali. Il sindacato è appena nel penultimo posto, va appena avanti ai partiti, anche se è ancora una grande forza di presenza sui temi del lavoro. L'associazionismo vede un calo di scritte perché eh, le nuove organizzazioni sono gasose. L'Istat mappa il fatto che gli italiani per il più del 50% non vogliono più fare volontariato dentro le organizzazioni perché, perché vanno in pensione a 68 anni, ho due figli che non so se sanno da lavorare, ho anche i miei genitori da assistere. Caro sindaco, queste sono le due ore che ho da fare. Non chiedermi di più, di non voglio più sentire, di carte bollate, di, 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 di associazionismo, di, di meccanismi democratici. Quindi è una difficoltà strutturale anche di questo sapere di transito. Questo produce una sorta di spostamento nell'asse della part parte di sinistra di questo schema. Non, so non sto a nominarla perché sarebbe troppo lungo. Questa parte di sinistra è quella che va per la maggiore, alla vostra sinistra. La parte alla vostra destra è ciò che ci rende però umani. Noi possiamo passare tutta questa parte infinita di scritto di materiale, eh, di, di globale, di veloce, di individuale a un computer. La parte di là, su cui si stanno impegnando con modalità diverse sia Giorgia che Greta è il circoscritto, l'orale, il corporeo, il pratico, il locale, tutto ciò che ci rende specificamente umani. La rivendicazione che parte da questa situazione è intorno a questo schema che è saltato. E quindi c'è un risentimento che produce delle ricadute pratiche perché i quasi poveri oggi in Italia, nel nord Italia questo è lo schema del nord, sono moltiplicati dopo la crisi della Lehman Brothers ma io li incontravo già a fine anni 90. I nuovi vulnerabili del ceto medio impoverito sono stato un cambiamento cruciale non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale ed e su quel 30% dei quasi poveri dovuti al fatto che hanno meno reti per potersi sostenere. che... Si sono giocate le elezioni del 2018 dove mi era saltato il cellulare, per questa roba del, 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 del 30% dei nuovi poveri affligo l'Italia dal 2006, ma a un certo punto il 4 marzo del 2018 mi è esploso il cellulare, avevi ragione. Questo è in nodo. Non possiamo, queste persone del ceto medio impoverito che Non sono abituati a, fare, a faticare ad arrivare a fine mese, che sono sopra la sogliese, che hanno spesso casa, lavoro, titolo di studio, che hanno tendenza a vivere al di sopra delle possibilità e si indebitano per cogliere pulimicamente tutte le opportunità, che hanno però povertà di reti familiari e sociali. Fino a ieri gestivo la mia azienda di artigiani, poi ho dovuto chiudere, o gestivo il negozio di commerciante e quindi impoverisco per, re, per eventi naturali: i divorzi oggi sono, le separazioni sono 10 su 8, i saldi vanno. Vai, faccio il saldo di coesione sociale in alcune città 10 matrimoni, 8 separazioni, in alcune città sono 10 e 10, in altre 10 e 7, non vuol dire che va a finire tutto così, vuol dire che il saldo di coesione di quell'anno è di questo tipo. E hanno vergogna a chiedere aiuto e oggi è diventato risentimento. Esposi queste tesi a Bersani, al, al, al Nazareno, eh, 14 anni fa, e mi disse hai ragione sulla vergogna, ma quando avranno poi bisogno verranno ai nostri, ai nostri servizi a chiedere aiuto. No, il problema non è di natura economica, una natura psicologica. Io, che sono stato una persona che ha seguito, e ha pagato le tasse fino a ieri perché tu ti occupassi degli ultimi, adesso mi stai a fare delle storie perché sono 100-200 euro sopra la soglia soglie, ma io ti disintermedio, tu hai rubato, chiove governo ladro, divento sovranista, divento populista, divento novaxista, divento terapiatista. La radice di questa, di questa eh, dimensione è di natura essenzialmente psicologica e se tu non cogli questo aspetto perché sei troppo establishment da troppo tempo, perché questo è il nodo del PD: establishment ha anche fatto delle cose molto importanti, ma non sente più questo tipo di situazione. Come faccio a entrare in, in connessione con questa situazione? Guardate questo schema. Il tema è che la tenuta psicologica e di, e di rete fa sì che il buon vecchio ceto popolare, anche i ceti immigrati, tengono a un calare di condizioni di reddito, casa e lavoro, mentre chi scende in quel 30% di nuovi vulnerabili, se va giù c'è il, il, <ride> il dormitorio. Questo è il punto centrale. E allora tu hai delle politiche, e quindi sostanzialmente nel mare Adriatico si confrontano gli africani che vengono su, che fra poco, fra poco sono dieci volte noi. E il ceto medio che scende è un confine simbolico questo, ma è un confine dell'Italia, ma è un confine dell'Europa, è un confine dell'Occidente, è un confine dei bianchi. Questa si gioca una partita molto grossa. E l'esito finale di questo non attenzione fa sì che tu hai dei le povertà tradizionali di cronicità, povertà culturale, quelli che abbiamo da sempre in carico ai servizi, hanno misure, finanziamenti, competenze e routine molto presenti. Abbiamo spacchettato anche tutti i piccoli pezzettini. Di intervento e quella zona di nuova povertà che è il 30% non è il 5% non ci sono competenze, soldi, finanziamenti e routine. Questo è un tema politico, strategico, perché a questi non possiamo solo dire norme e soldi. Il REI era un'ottima iniziativa, il Registro di Cittadinanza ha confuso tutto perché solo dove è gestito bene dai servizi sociali ottiene dei servizi importanti, ma noi con questo tipo di operazioni abbiamo come una Supposizione, non so come dire se è qualcosa di, ehm, di, di, di gente che se la tira un po' troppo. Si pensa che in quella zona di sotto c'è comunque una capacità riproduttiva continua e infinita della fiducia e del senso. Non è così. Esattamente il Papa ha colto perfettamente questo tema. C'è un problema ecologico, non puoi andare avanti a pensare che il plancton e la funzione clorofiliana si rifanno sempre se tu non ne fai manutenzione. C'è un problema sociale. E dunque di, democra di democrazia, che non può essere, non è un algoritmo giuridico. La democrazia è una mentalità attiva e critica rispetto al contesto, è il deposito nella memoria collettiva di tutte le gestioni dei conflitti in modo non violento. Questa è la democrazia. Dopo è anche un sistema di algoritmi giuridici. Ma io che mi sono. Fondato eh, sul pensiero di Maritain, so che questa è così e che le democrazie storiche non possono fare a meno nemmeno di un, esper di una, di un fondamento se non volete religioso, almeno di qualcosa di, di, di valore, di senso che va oltre il dato sensibile. Dare per scontato che questo si riproduce da solo vuol dire che noi andiamo vicino a quel 30% dicendo ma c'è la Costituzione, ci sono i diritti, scendi in piazza, votiamo. Questa roba è troppo lunga mentalmente come processo e non sei vicino a me perché se io sono risentito, se ho paura, se sono disorientato, ho bisogno di qualcuno che venga vicino a me e che innanzitutto stia con me e con me metta in campo delle cose utili che mi avvicinino. Il prius è questo. Il ragionamento razionale con queste persone non può funzionare e lo vedo nei gruppi che io costruisco da tanti anni. Con i cittadini, innanzitutto facciamo delle cose che siano utili per loro. Sono quasi degli oggetti doppio fondo, dove io vado a sistemare delle cose come queste, dove. Apparentemente si chiama rigenerazione di un parco, ma intanto che tre domeniche stiamo lì con le famiglie e i bambini o ci porti nei del centro d'accoglienza e facciamo integrazione culturale. Mentre stiamo mangiando, le persone mi raccontano cose che non avrebbero mai raccontato all'assistente sociale o allo, allo psicologo, mentre stiamo spostando il tavolo e mangiando un piatto di spaghetti. Questo passaggio fa sì che io non, non dico nemmeno alla fondazione bancaria che sostiene il progetto che io costruisco legami sociali perché sarebbe troppo ansiogeno. Ci sono molte questioni che le persone cambiano non necessariamente passando dal circuito logico-razionale cambiano perché fanno esperienza e solo un 10% accede alla comprensione logico-discorsiva perché ormai c'è una formazione psicoanalitica se non sono interessato a questo tipo di aspetti, ma non tutti riescono ad accedere, per cui abbiamo bisogno di oggetti doppio fondo che non perché mentiamo e facciamo un'altra cosa, ma anche un operatore di patronato può fare questa roba ci sono una maria di persone con cui sto allestendo risposte e che potremmo allestire anche noi, risposte perché mentre fai due, due minuti di, di ascolto a una persona che sta portando quando, come andasse dall'analista la sua denuncia di redditi, ti porta a questioni decisive perché è dotato di forte commercio relazionale, questi piccoli sportelli giattivi possono essere connessi tra loro e valorizzati, Il barista che raccoglie persone di sesso maschile depresse, inciuccate al bar e separate, beh... Cosa può essere interessante per Gigetto che viene lì e ti posso dare un tablet o delle informazioni? E il tuo bar diventa più interessante, o tu, Rosina, che fai la parrucchiera a cui vengono persone, donne menate dal marito o dal compagno, questo è il numero dei centro antiviolenza. Non ti chiedo di essere una dell'attrice, ma tu sei un punto di raccolta di quel famoso 30%, non possiamo pensare che quel 30% si schianti addosso ai servizi. Allora, se la democrazia è quella roba lì, noi non possiamo pensare che ci sia una risposta meramente di natura razionale. Abbiamo bisogno di pensare che ci sia una, una, una risposta di natura diversa. Noi siamo, siamo stati molto alle, alle, alle aiutati dal Covid, nel senso che il Covid ha unito i puntini. Il Covid ha fatto riportare dentro la scena pubblica il fatto che la morte torna a essere un punto eh, decisivo nell'Occidente che l'aveva espunto dal fine della Seconda Guerra Mondiale. La morte è diventata elemento quotidiano. E a questo punto ci sono degli spazi nuovi per riaprire una domanda di senso. Le persone si sono chieste cosa cavolo stanno a fare al mondo. Infatti ci sono le grandi dimissioni da posti di lavoro, le migrazioni di persone che vanno verso la montagna con un po' di wifi. Questa roba apre il tema di cosa cavolo ci sto a fare a questo mondo che è la prima domanda che l'uomo si fa quando viene al mondo. Adesso non rubo il mestiere certo a Francesco Chetta, che è un caro amico, ma il tema è questo: noi veniamo catapultati, non volenti in questo mondo e dobbiamo cercare di paesarci in questo contesto. Questa è una domanda decisiva a cui però nel Covid ha prodotto, eh, ha prodotto depressione, disperazione, ma anche maggiore profondità. Di acchiappare la, la, la situazione dove noi siamo e questo mi sembra molto significativo perché rispetto al futuro le risposte sono oggi l'impegno, non rompermi le scatole, facciamoci uno spritz, prima risposta. La seconda risposta è siamo a Gotham City, speriamo che non arrivi un'atomica di, di Vladimiro. E quindi ci salverà Batman, e infatti Elon Musk va sullo, su Marte e Bezos va sullo spazio perché siamo nel tempo dei supereroi. Oppure l'alternativa, la terza via famosa, è l'infinito nel dettaglio: riuscire a vedere, cambiare lo sguardo in questo tipo di situazione. Esempio: noi abbiamo, siamo andati avanti con questo tipo di idea di cambiamento. Siamo degli omori davanti a un ruscelletto, facciamo un passo e tutto davanti a noi non c'è problema. Questo è l'uomo moderno. La realtà è che noi siamo così, siamo piccoli o marini davanti a un grande fiume di cui non conosciamo neanche i confini, in cui ci sono apparentemente solo pescicani e coccodrilli ma dentro ci sono anche preziose iniziative e non riusciamo a vedere perché abbiamo in testa questo schema che noi da sempre riusciamo a fare queste robe qua, palafitte, barche a vela, ponti tibetani. Zattere, tutte queste cose sono valutate zero, perché abbiamo sempre in testa l'idea che attraversiamo con un passo. Allora, valorizzare questo significa dire, come dice Michel de un teologo più amato dal Papa per l'epoca moderna, che la gente comune non è idiota e da sempre costruisce con un'intelligenza collettiva. Tante risposte, il bar nel vicolo con un ottimo vino, ottima, ottima musica e ottimo caffè, appieno di gente così, anche se il grande avenue definito dall'urbanista è vuoto, perché le città sono costruite dalle persone che ci camminano dentro. Così come gli sms sono stati inventati dai ragazzini a metà degli anni '90, modificando il sistema di comunicazione, non perché qualcuno l'ha deciso, ma perché un sistema di pensiero collettivo lo ha fatto, WhatsApp è la stessa cosa. Allora se pensiamo che nella vita là sotto ci siano delle, delle risorse, abbiamo un'idea di cambiamento che non è un grattacielo che piazziamo sulla realtà, supposta non esserci presente, ma siamo, piazziamo delle cariche di attenzione, di fiducia, di cura all'interno di un guazzabuglio che vediamo come groviglio insondabile solo perché non abbiamo le categorie cognitive per vederlo. su questo... La lezione di Rovelli sui quanti è molto interessante, dentro a, questo, dentro a questa penna ci sono dei quanti che saltano in questo momento. È controintuitivo, ma è la realtà, perché lo vai a misurare, ci sono, e dunque allora, perché non pensare che, e nel mio 80% della mia esperienza c'è, ma succede che le cariche di attenzione che noi mettiamo dentro a questi nostri punti di cura di una comunità. Possono diventare percolando degli elementi di intreccio molto forte, perché a un certo punto in una comunità questi aspetti di cura si intrecciano e si collegano. Allora è importante pensare che abbiamo bisogno di una, di una massa critica di pratiche utili, collegate tra loro, riflettute, affollate, rivolte al 100% dei cittadini. Perché, se no, noi facciamo incontri solo tra gli impegnati. Se ci incontriamo solo tra i blu, e a volte i blu si occupano anche degli arancioni, i poveri l'80% degli altri in cui c'è quel 30% di nuove difficoltà dove sono nelle nostre iniziative? Magari abbiamo i teatri pieni, ma il tema è che li abbiamo pieni di blu, di gente che non c'è bisogno di sensibilizzarli ulteriormente. Quindi agganciare le persone di questo tipo attraverso questo tipo di pivot insoliti attraverso un doppio fondo di iniziativa. Questo non è una roba da welfare, non è l'impegno sociale, bravo Gino ti occupi di sociale, questo è la base, del, il DNA della democrazia, il resto è sovrastruttura se non abbiamo questa parte di fondo. Vengo allora e chiudo sulla proposta che vorrei fare. I cattolici democratici sanno che la democrazia non regge senza un'ispirazione religiosa. Cito Sartori, politologo liberale. Non credente, solo un Dio personale per il quale ognuno di noi come singolo importante può fondare indelebilmente la dignità di ogni singola persona, persona, singola persona e dunque della sua libertà. Sartori, non Maritain. Ora la sfida è in natura sempre più spirituale perché la, la finanza è immateriale, la tecnologia è immateriale, quindi il videogame si sta spostando su quel livello. Allora, in ogni caso, un elemento di senso che va oltre il dato sensibile è la condizione imprescindibile per una cultura della democrazia. Altrimenti siamo neuroni da stimolare, sarebbe interessante che No, noi dobbiamo costruire elementi faccia a faccia ma sarebbe importante fare un investimento industriale anche su una, su una circuitazione di neuroni positivi, possibile che l'intelligenza artificiale, sto parlando con alcuni che stanno a Seattle per fare questa operazione, il mondo democratico, non il Partito Il mondo democratico sembra impotente rispetto al fatto che il pensiero autoritario sta scaraventando addosso un, una perturbazione neuronale che ci rende in plumi, paralizzati, terrorizzati e non ci sono iniziative positive. Se tu metti in giro in modo virale notizie positive, i neuroni delle persone funzionano anche un po' meglio. Scusate se faccio un po' comportamentista. È chiaro che mi serve il faccia a faccia come elemento chiave per costruire fiducia, ma anche quest'altra. Quindi, 14 democratici siamo diventati meno decisivi nel piano di sopra, nel piano di sopra probabilmente, ma siamo molto esperti del piano di sotto e soprattutto, vorrei dire, del transito dal piano di sotto al piano di sopra. Questo è il nostro punto chiave, il nostro vantaggio competitivo. Allora, eh, giochiamoci la sta competenza. Il, è il, il PD è l'ultimo partito esistente. Grande rispetto per il PD. Grande rispetto per chi ha gestito, qui c'è Enrico, nessuna croce addosso ai gestori recenti, eh, però non convoca, non discute, Pol formazione politica. Quasi scomparsa, sembra abbia rinunciato alla funzione di integrazione, formazione e tutela dei legami sociali e anche le proposte. Ho sentito in questi anni il bar in sezione o il tweet più figo, oppure norme e soldi. Giusto, norme e soldi, ma bisogna anche costruire questo faccia a faccia con le persone. E allora il tema è pensare, e chiudo davvero Pierluigi: a una proposta per cui, benissimo, tutte le battaglie interne per la linea politica, eccetera, eccetera, nessuna tentazione di cose bianche, per carità ma consapevoli che la lunghezza per arrivare a fare queste cose e la lunghezza del percorso è notevole e qualcuno deve cominciare qualcuno deve cominciare a farlo subito per garantire non le condizioni del cattolicesimo democratico ma le condizioni della democrazia per la continuità della vita democratica quindi la nave deve andare in acque eh, non inquinate ma qualcuno deve salvare anche il pianto, se no per nave non ci vai e quindi questa cosa si può tutelare solo oltre i confini del partito, con una forte connessione col partito, come fa Papa Francesco con la Chiesa. Bisogna che qualcuno cominci a fare queste cose. Eh, io vedo 10.000 persone all'anno nei miei progetti locali, quindi questa cosa la faccio, ma sono un poveretto, insomma da solo cosa volete che possa fare. Serve una cassa di espansione, un airbag, un sistema di ponti nuovo, che è quello che qui si propone, una chiamata raccolta di tutti gli uomini di buona volontà tutte le persone, devo dire, di buona volontà, forse qua l'ho anche scritto, tessere comunità, tessere vuol dire anche delle altre cose in una situazione congressuale, ma qui c'è un problema di tessitura, una chiamata raccolta di tutte le persone di buona volontà. Abbiamo 5.000 comuni, siamo presenti con fondazioni cooperative, impresensibili, sindacati, associazioni di categoria, camere di commercio, centri di servizio volontariato, BCC, c'è una miriade di soggetti locali che ha bisogno di essere incontrate e composte insieme, ma è complicatissimo comporle intorno a progetti di natura nazionale, è più semplice individuare delle iniziative locali. Le politiche con un margine di intervento discrezionale ormai sono sol, soltanto di natura Locale, distretti, città, quello nazionale ha enormi vincoli di in natura internazionale, quello globale non è attingibile dai partiti politici, ma tante iniziative locali collegate tra loro e riflettute insieme possono cominciare a diventare politiche nazionali, regionali, eccetera. Quindi unire i puntini e provare a investirci in modo industriale. Un'organizzazione dovrebbe essere un gruppo di influenza, non di influencer, che fa analisi, proposte, nessun think tank, ma cose che fanno interventi su problemi. E deve avere un'organizzazione il più snella possibile, dove hai un'associazione, una fondazione, magari la fondazione che ha convocato questo incontro, un brand, un blog, dei gruppi locali connessi. Cioè l'idea di casaleggio non era male all'origine. Il problema è che lui ha fatto i meetup solo come specchietti per la lodo e li ha chiusi. Questo è il tema. Il, il vertice deve essere il locale, le iniziative locali connesse tra loro. In questo senso i Catodem si possono, e chiudo veramente in 30 secondi, Candidare a fare queste cose non contro qualcuno, non escludendo nessuno. Oggi, il mondo cattolico rappresenta i cioè suoi centri d'ascolto, le associazioni di volontariato, la cooperazione sociale. Nel nostro paese, il più ampio tessuto di esperienze, di generosità, di costruzione di legami, di allestimento di risposte, non lo dico facendo un appello alla nostra tradizione, lo dico come analisi sociologica. Allora è del tutto evidente che senza il drenaggio culturale del cattolicesimo democratico queste stesse esperienze possono essere attratte da sirene di ben altro segno, come ben sappiamo. Allora la domanda è quanto è interessato il PD a riconoscere l'essenzialità di questa nostra presenza perché la domanda di senso può essere meglio intercettata da chi di senso se ne intende, da chi è esperti del piano di sotto e soprattutto del transito col piano di sopra. Quindi la gente Andiamo tra la gente ma con delle ipotesi. Queste sono modesti tentativi di individuarli. Estote parati per riprendere ancora Don Milani, perché le forme della politica che viviamo sono estremamente liquide. E non serve maledire le tenebre, ma bisogna accendere una luce, dice un vecchio detto talmudico, perché la candela servitora che accende il lampadario Nucca nella festa delle luci, è una candela che sta spostata rispetto alle altre che stanno in fila. E proprio perché è spostata riesce a accendere tutte le altre. Mi pare che abbiamo capito che cosa ci ha detto Gino, in che direzione dobbiamo cambiarci e cambiare, e anche che funzione può avere il cattolicesimo democratico in un processo. Di, di, di ridefinizione anche del ruolo del partito. Eh. Una volta venivamo, ci, 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 ci attribuiamo l'appellativo di esperti in umanità, eh. ricordate anche lì un papa importante, esperti in umanità. Siamo esperti nel piano di sotto, ecco, dove la gente vive perché in un qualche modo possiamo mettere in connessione eh, quello che c'è nel piano di sotto e altre realtà, altri filoni, altre tradizioni non hanno questa opportunità. L'opportunità che abbiamo noi di mettere in connessione il piano di sotto e di organizzare il collegamento col piano di sopra. Eh, eh, Spero che il dibattito approfondisca questa che non è una provocazione, è un'indicazione di lavoro, voglio che la consideriamo, che la consideriate, è un'indicazione di lavoro. Eh, poi se al Partito Democratico interessa, bene per lui e anche per noi. Se non interessa se ne prende atto, eh? ma insomma, bisogna che individuiamo alcuni, alcune piste da percorrere. Eh? e uscire un po' dalle secche di un dibattito che a me sembra troppo paludato e troppo uguale a quello che si faceva una volta, un secolo fa. Luca Castelli è il nostro costituzionalista che cerca di dare forma un po' anche a queste idee, anche se i due non si sono connessi prima e quindi tu sei libero di dire quello che hai pensato per conto tuo. Grazie, eh, si sente sì, buongiorno a tutti, grazie molte all'onorevole Castagnetti e all'Associazione Popolari per questo invito, è un grande onore per me essere qui con voi in questa sede così evocativa per riflettere su questo tema appunto il partito diverso che rinvia al più ampio dibattito sul ruolo, sulle funzioni dei partiti politici oggi all'epoca dei social... Sì, assente, per organizzare i nostri lavori, eh, voi sapete che è previsto anche un break... Eh, però dopo Luca Castelli interviene il segretario e poi noi continuiamo ancora, dipende dall'ora, insomma no? a un certo momento ci interrompiamo per, per ristorarci leggermente. Scusa ci se ci ho interrotto, ma bene. E no, appunto, dicevo, eh, il ruolo dei partiti oggi all'epoca dei social, all'epoca della disintermediazione di questa società così complicata che ci ha descritto molto bene il professor Mazzoli, in cui antipolitica e spinte populiste sono i segni evidenti di un malessere che può. Sfociare, anche come abbiamo visto con l'assalto a Capitol Hill con il piano d'attacco al Parlamento tedesco in un arretramento nella tenuta delle istituzioni democratiche. Dunque è un tema cruciale per il futuro stesso della nostra democrazia. Qui c'è una bella immagine di Patriocchetta che definisce i partiti come le arterie no? che portano il sangue e l'ossigeno al cuore della democrazia e senza i quali appunto la democrazia è a rischio di infarto. Ed è un tema su cui proprio la tradizione eh, culturale, del cattolicesimo democratico e popolare ha lasciato un'impronta indelebile, penso a Mortati che eh, considera i pilastri i partiti i pilastri della Costituzione materiale e che in Assemblea Costituente presenta quell'emendamento per eh, esplicitare che eh, la, il metodo democratico si riferisce anche alla loro vita eh, interna, penso naturalmente ad Elia, alla sua fondamentale voce eh, sulle forme di governo che ha curato per l'enciclopedia del diritto che ci fa capire come i partiti partiti sono elementi costitutivi della forma di governo e non delle semplici strutture che ne condizionano. Dall'esterno il funzionamento. Io proverò a sviluppare tre punti principali. Anzitutto il ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, lo scostamento dal modello costituzionale che a un certo punto si produce e la crisi di legittimazione che questo scostamento determina. Secondo punto, come il Partito Democratico ha cercato di rispondere a questa crisi, con quali opzioni sul piano statutario e quindi quale forma partito si può complessivamente ricavare dallo Statuto. E, e poi anche per provare a dare un contributo al dibattito di questi giorni, quali di queste scelte statutarie si possono ritenere ancora valide, quali invece mancano o non hanno funzionato, quali prospettive si possono eventualmente aprire. Per ognuno di questi profili mi pare che proprio questo paradigma della diversità che eh, ci viene proposto nel titolo di questa sessione sia una chiave di lettura particolarmente utile alla comprensione, come cercherò di far emergere. Allora il punto di partenza naturalmente è l'articolo 49 della Costituzione che considera i partiti lo strumento con cui i cittadini si possono associare per concorrere con metodo democratico alla politica nazionale. Alla luce di questo modello costituzionale dunque sono i cittadini associati in partiti i veri protagonisti mentre i partiti rilevano solo come strumenti della partecipazione dei cittadini. E da ciò deriva anche la necessità ovviamente che i partiti siano democratici al loro interno per eh, tutelare meglio i diritti dei cittadini che tramite loro partecipano. Come noto però queste due nitide indicazioni del testo costituzionale sono state completamente disattese. Sul metodo democratico in assemblea costituente a un certo punto prevale il timore di Togliatti che il PC dopo essere stato estromesso dal governo possa essere anche messo fuori legge e quello che doveva essere il concorso dei cittadini attraverso i partiti diventa il concorso dei partiti che a un certo punto prendono il sopravvento e diventano i veri centri decisionali in ogni ambito della vita pubblica. Eh, di qui la celebre definizione di Elia del partito di occupazione, ma di qui anche la veemente polemica antipartitocratica di Maranini, prima ancora vorrei dire di Sturzo, no? che considerava la partitocrazia eh, una delle tre male bestie. E peraltro mi piace so ricordare proprio in questa sede come uno degli ultimi atti istituzionali di Luigi Sturzo è stata proprio la presentazione in Senato eh, 16 settembre 1919. 158 di un disegno di legge sulla disciplina dei partiti. Ecco dunque che emerge il primo elemento di diversità, un partito diverso dal modello costituzionale che non è democratico al suo interno, che smarrisce progressivamente la funzione di rappresentare e mediare tra pluralismo sociale e autorità dello Stato. In questa distanza dalla Costituzione ci sono ovviamente i prodromi di quel processo involutivo che culminerà con Tangentopoli e con la fine della Repubblica dei partiti. Parallelamente anche la fisionomia dei partiti muta radicalmente, si passa dal partito burocratico di massa che è quello su cui è modellato l'articolo 49, al partito professionale elettorale che ci viene descritto da Pane Bianco, fino al partito personale di Calise, quello che ha tutto eh, strutturato al servizio del leader e in cui la fase dell'elaborazione programmatica passa completamente in secondo piano e con questo anche i luoghi della decisione e dove si elabora diciamo, il pensiero, come diceva eh, Pierluigi. Allora, qui entra eh, il secondo elemento di diversità. Il PD nasce nel 2007 per cercare di invertire quello che appare un trend ormai inesorabile di declino dei partiti politici. In che modo? Ecco, costruendo, come ci ricordava Scoppola, eh, un partito nuovo cioè appunto diverso da tutti gli altri, non un semplice eh, nuovo partito. Se noi riprendiamo la relazione di Vassallo del 2006, questa diversità ruota intorno a tre caposaldi eh, fondamentali, la partecipazione popolare, quindi l'idea del partito aperto, la capacità di governo e quindi l'idea di un partito a vocazione maggioritaria che è al servizio della democrazia governante, il pluralismo eh, culturale e valoriale. Al primo obiettivo corrisponde la doppia dimensione associativa, Iscritti elettori, le primarie aperte per la scelta del sindacato, il referendum interno su qualunque tema di politica e di organizzazione. Al secondo obiettivo corrisponde l'unificazione, il leadership di partito, il leadership di governo, anche se poi questo automatismo viene meno nel 2019. <coughs> Ma anche la contendibilità della leadership e il rinnovo periodico degli organi. Sul terzo obiettivo, il pluralismo, e sulle sue implicazioni organizzative, beh, qui l'alternativa era tra eh, diciamo, eh, la federazione e la eh, fusione, mi pare che ci si sia incamminati eh, più verso questa seconda prospettiva, anche se però bisogna ricordare che il Partito Popolare non si è mai sciolto tecnicamente, ma ha sospeso la sua attività e quindi potrebbe sempre decidere di eh, riavviarla. Eh, nel complesso il modello che emerge è quello di un partito che cerca di tornare allo spirito dell'articolo 49, sia con modalità più flessibili di membership per rigenerare i processi di partecipazione, sia dandosi delle regole che garantiscono la democrazia interna. Ovviamente molte di queste innovazioni risentono del contesto storico-politico in cui nasce il PD, eh, eh, un contesto caratterizzato da un assetto, diciamo, bipolare. Del sistema dei partiti che sembrava addirittura evolvere verso il bipartitismo, ora siamo in una fase completamente diversa: i poli sono addirittura quattro. Ma non per questo credo dovremmo rinunciare a eh, appunto quelli che sono i tre fondamentali eh, capisaldi del PD che ne rappresentano System eh, il partito di iscritti ed elettori e quindi le primarie che sono eh, essenziali anche nella prospettiva del pluralismo perché consente consentono anche di scardinare no? certe posizioni dominanti che si possono venire a consolidare dentro il partito lo aprono all'esterno portano il paese dentro il partito e quindi consentono di costruire una eh, identità eh, più forte perché si radica diciamo, nel paese prima ancora che nel partito secondo tratto essenziale l'adesione al modello della democrazia governante, terzo il partito plurale che realizza l'unità di tutti i riformisti e qui vengo alle note dolenti di oggi, diciamo, perché è proprio questo il pilastro che viene messo in discussione con eh, diciamo, le modifiche al manifesto. Allora, eh, fatemi subito dire che eh, questo aggettivo costituente che viene eh, utilizzato per descrivere la fase attuale a me pare eh, equivoco eh, perché lascia intendere che il manifesto si possa cambiare da capo a piedi eh, così come un'assemblea costituente può modificare tutta la Costituzione e mi sembra anche improprio perché un potere costituito, cioè la direzione e l'assemblea attuali, non si possono eh, attribuire un potere costituente ma eh, semmai un potere di revisione costituzionale. Prova ne sia che le precedenti modifiche statutarie del 2019 sono state realizzate attraverso una commissione per la riforma dello statuto e del partito, non un comitato costituente. E anche perché se questo comitato deve operare, cito, a partire dalle positive intuizioni presenti nel manifesto dei valori adottato all'atto della fondazione del PD, questo mi pare che significhi due cose. Eh, la prima, che il mandato del Comitato è, eh, non è un mandato pieno, ma è limitato, eh, e dunque per antonomasia non può essere definito costituente. Che il vero potere costituente è solo quello che si è eh, manifestato all'atto della fondazione del, del partito, e quindi solo una nuova assemblea costituente che sia stata diciamo, eletta con questo mandato specifico può riscrivere l'intero manifesto o modificarne i principi eh, supremi. Eh, poi eh, segnalo eh, una cosa su questa norma transitoria che disciplina appunto eh, il percorso congressuale perché eh, si dicono tre cose, eh, mh, la prima che sarà sempre possibile aderire al processo costituente entro il 26 febbraio, eh, che la proposta di manifesto recepirà le indicazioni provenienti dai partecipanti al processo costituente, che, che il manifesto però deve essere approvato in ogni caso entro il 22 gennaio. Allora eh, mi domando, ma se io aderisco al processo costituente tra il 22 gennaio e il 26 febbraio, come faccio a dare una indicazione che poi possa essere recepita ai fini del manifesto se questo il 22 gennaio è già stato approvato? No, semplicemente io qua vedo una incongruenza che penso possa essere superata, diciamo, convenendo che questo è un processo di revisione che si apre diciamo, con l'assemblea attuale e poi prosegue con la nuova assemblea. Allora, come provare a declinare eh, unità e pluralismo dentro un partito diverso? Ecco, qui torna ancora una volta il paradigma della diversità che però a questo punto eh, può assumere due significati. Eh, possiamo parlare di un PD diverso dall'attuale, ma possiamo parlare anche di un partito diverso dal PD e dallo Stato, mi pare che eh, anche sul piano tecnico entrambe queste prospettive siano aperte. Prima prospettiva, un PD diverso dall'attuale. Io credo che si dovrebbe anzitutto dare maggiore visibilità alle diverse componenti politiche costitutive del partito, no? le famigerate correnti, prima lo dicevi Pierluigi, eh, rispetto alle quali noi non dovremmo affatto avere una posizione dogmatica e preconcetta, cioè la presenza di gruppi eh, accomunati da matrici culturali e valoriali legati anche a precedenti appartenenze politiche, non solo è inevitabile, è finita nella vita di ogni partito, purché ovviamente questi gruppi siano espressione di un eh, come dire, patrimonio sottostante di valori e di principi e non delle mere eh, filiere di potere. Ecco, se voi prendete lo Statuto dei democratici di sinistra, prima ho visto l'onorevole Fassino, che è quello che avvia la gestione pluralista del partito no, dopo la fase del, del centralismo democratico, beh, lì noterete che l'autonomia programmatica e organizzativa dei gruppi interni è espressamente riconosciuta. A partire dal primo articolo. Vi leggo solo l'incipit. Costituiti sul convergere di differenti tendenze culturali e politiche che si rifanno ai valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica Italiana, al pensiero socialista, puntini puntini, al pensiero laico repubblicano al pensiero cristiano sociale, al pensiero ecologista. Cioè, vedete, le diverse tendenze culturali costitutive del partito vengono chiamate per nome e vengono espressamente elencate. E io penso anche che poi dovrebbero uh, queste diverse aree trovare una... Eh, rappresentanza anche all'interno di uno degli organi eh, dirigenti, su, un po' sul modello del Senato americano, no? che, eh, in cui eh, ogni Stato, al di là della eh, popolazione e della grandezza, esprime due rappresentanti. Perché non immaginare, ad esempio, che Assemblea e Segretario possano essere espressione del popolo delle primarie e eh, la direzione possa invece esprimere questa rappresentanza, chiamiamola organica, eh, delle matrici politico e culturali eh, e dei vari mondi che a vario titolo gravidano intorno al PD. Da questo punto di vista il PD oltre ad essere un partito federale dovrebbe essere un partito federatore, cioè appunto eh, in grado di dare piena e paritaria rappresentanza a tutto questo vasto arcipelago di mondi, di associazioni, di forze vive della società che eh, si riconoscono nei suoi valori. Ecco, mi pare poi che l'esempio eh, americano possa essere, eh, possa essere diciamo, eh, utile almeno sotto altri due punti di vista. Se prendiamo lo Statuto dei Democratici Americani scopriamo che al suo interno c'è anche il party credo cioè il loro manifesto dei valori, che peraltro è un testo molto più eh, snello. Eh, ecco, il manifesto del PD invece non è incorporato nello Statuto, è solo richiamato dallo Statuto. E forse sarebbe utile inserirlo dentro lo Statuto, magari sotto un titolo Principi fondamentali, anche per dargli più forza dal punto di vista giuridico. No? Perché sennò rischia di fare la fine del preambolo che non è il preambolo di Donald Catten del, del congresso del 1980, ma è il preambolo in cui Calamandrei in assemblea costituente voleva relegare le norme programmatiche della Costituzione perché le riteneva prive di valore giuridico. L'altra cosa che si può importare dal Partito Democratico Americano è come modo di declinare il pluralismo a questa idea del partito Tenda, no? in cui eh, appunto convivono strutturalmente posizioni radicalmente diverse da Bernie Sanders a Joe Manchin, che addirittura è considerato una quinta colonna repubblicana dentro eh, i democratici, dalla Clinton all'Ocasio Cortez. Eh, un brevissimo cenno ai luoghi della decisione. Eh, mi chiedo se non possa essere utile per il PD, io non sono molto al di dentro, ovviamente, delle dinamiche della vita del PD, però se non possa essere utile dotarsi di un eh, vero e proprio ufficio studi. Eh, so che c'è la, la fondazione, no? che però eh, mi pare sia più una scuola di formazione, ma io. Ho in mente proprio il modello degli uffici studi di, di Camera e Senato, cioè una struttura che dovrebbe essere composta da eh, ricercatori full time stipendiati dal partito e, e che dovrebbe essere la sede fondamentale in cui si fanno appunto le scelte, e si generano le nuove eh, idee su tutti i temi, perché altrimenti il dibattito culturale viene completamente pretermesso e viene fatto in outsourcing sui giornali. Eh, due ultime considerazioni. La prima è che un partito che si chiama democratico non può non mettere al centro della propria iniziativa politica, a maggior ragione alla luce di quello che stiamo vedendo nel Parlamento europeo, il Parlamento di David Sassoli appunto, l'approvazione di una legge sui partiti di una legge sulle lobby e di una legge anche vorrei dire sul finanziamento pubblico ai partiti, perché se i partiti ottengono il riconoscimento pubblico, a questo punto il tema del finanziamento deve essere rimesso all'ordine del giorno, perché è su queste tre questioni cruciali nel rapporto tra potere e denaro che la politica si gioca il recupero della sua funzione alta e nobile. E poi c'è il tema del partito federale che a me sta molto al cuore perché io sono uno studioso delle autonomie e quindi... Eh, lo statuto del PD è quello che, almeno sul piano testuale, dà da questo punto di vista le garanzie maggiori. Però, qual è qui il punto? Che questa rilevanza che viene attribuita al territorio nell'assetto del partito rischia di avere un rilievo meramente formale se poi non è accompagnata da una genuina cultura dell'autonomia, e lo dico in una sede non casuale, che possa anche far prevalere le istanze della rappresentanza territoriale su quelle della rappresentanza politica. Eh, I 60 componenti della direzione che sono indicati dai livelli eh, regionali non formano lì dentro un fronte comune regionale che si contrappone al fronte statale, ma eh, sostanzialmente... Eh, come dire, eh, mh, eh, gli specifici interessi di cui sono portatori vengono completamente assorbiti dentro eh, le dinamiche politiche prevalenti eh, a livello centrale, insomma, prevale sempre questa logica del partito in franchising no? che annulla le specificità dei territori. E qui sta una delle ragioni di fondo che ha. Eh, segnato l'evoluzione eh, in negativo di tutto il primo regionalismo italiano ma anche a partire dal 2001 il sostanziale fallimento per abbandono della riforma del titolo V. Eh, ecco, noi non dobbiamo avere paura dell'autonomia. Eh, neppure dell'autonomia differenziata. Eh, L'autonomia è uno strumento di differenziazione e la differenziazione è il fine dell'autonomia. Sono due facce della stessa medaglia. Ambrosini, che è il padre dello Stato regionale, porta in Assemblea Costituente una proposta che prevedeva che... Una regione che per le sue peculiari condizioni potesse anche chiedere al Parlamento un proprio tipo di autonomia diversa da tutte le altre. Allora ditemi voi che cos'è questa se non una forma di regionalismo ante litteram. Allora l'autonomia è un tema nostro, vorrei dire consustanziale della cultura costituzionale dei cattolici democratici e noi non ce lo dobbiamo far scippare né lo dobbiamo appaltare ad altri. Naturalmente, un'autonomia che va realizzata Entro i vincoli di sistema eh, ci mancherebbe altro e quindi intanto possiamo avviare il regionalismo differenziato in quanto prima si sia data con più d'attuazione, al titolo quinto, ai LeP all'autonomia eh, finanziaria. Chiudo, ehm, chiudo riprendendo il titolo della, eh, del nostro incontro. I cattolici democratici sono ancora utili all'Italia? Beh, se noi guardiamo le ragioni che hanno portato alla nascita del... Un partito democratico, alla sua strutturazione, l'eredità del cattolicesimo democratico e popolare è presente più che mai e ne ha forgiato eh, i tratti salienti. Nell'unione personale tra eh, segretario del partito e presidente del Consiglio io ritrovo Lelia che eh, sosteneva questa posizione dentro la democrazia cristiana. Eh, nel eh, Nell'idea del partito aperto ritroviamo ancora Leopoldo Elia che eh, ci diceva di passare dal partito di occupazione al partito di eh, partecipazione. Nel modello della democrazia governante che passa attraverso un chiaro mandato derivante dal voto popolare c'è il cittadino come arbitro di Ruffilli, ma fatemelo dire in questa sede, c'è anche eh, il cuore della riflessione di Giorgio Armillei, un caro amico, un ternano come me, eh, un intellettuale poliedrico che eh, appunto su questi temi ci ha lasciato dei contributi essenziali. E poi, nella stessa idea del PD come eh, eh, sintesi e, eh, come dire, di e unità di tutti i riformisti, si può scorgere per certi versi Lazzati e la sua unità eh, dei distinti. E però, ecco, questo è il punto. Per costruire una eh, identità condivisa a partire da questa eredità così feconda, serve, come ci ha insegnato Bachelet, la fatica e la pazienza. Di confrontarsi con l'altrui punto di vista affinché la cultura cattolico-democratica e popolare abbia all'interno di questa forma partito eh, pieno riconoscimento e piena eh, agibilità politica. Se non c'è questo presupposto, eh, non c'è soluzione tecnica eh, che tenga ovviamente nessuna innovazione statutaria. È in grado di per sé di funzionare, e allora si creano anche le condizioni della defezione. Che nella classificazione. Di Hirschman è una delle tre conseguenze accanto alla lealtà e alla protesta che si possono verificare quando dentro un partito manchi un reale spazio partecipativo oppure quando il partito cambi il proprio codice genetico e quindi anche quell'altra prospettiva, eh, quella del partito diverso dal PD entra nel novero della possibilità. Eh, ma a questo punto il compito del costituzionalista è davvero eh, esaurito e la parola passa doverosamente alla politica. Grazie. Grazie Luca. Ho l'impressione che oggi pomeriggio discuteremo in particolare di questa relazione, eh, da quel che capisco. Allora adesso eh, i lavori proseguono in questo modo. Eh, diamo la parola a Enrico e poi dopo facciamo un'interruzione di mezz'ora, ci sarà qualche paninozzo eh. di <ride> fuori sotto la loggia e, e poi riprendiamo con altre due relazioni che io considero fondamentali per dare un contributo al dibattito che è aperto oggi, quelle eh, più di carattere filosofico insomma ma di pensiero originale e, e caratterizzante appunto questa tradizione che si riunisce questa mattina allora accomodatevi eh, ripeto che c'è giù anche la, il collegamento video con l'altra sala per quelli che sono in piedi purtroppo anche la sala là del consiglio è piena vedo gente in piedi vabbè Grazie Enrico allora. Allora intanto grazie dell'occasione che trovo particolarmente interessante per la profondità delle cose che abbiamo sentito e soprattutto per il momento in cui questa capita. Io comincio con, una, con la citazione delle, delle parole, delle frasi che da qualche mese a questa parte mi girano di più nella testa, che sono uh, le famose quattro frasi principali della uh, seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, ehm, e cioè il tempo di sciogliere le vele, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa ho conservato la fede, in cui per me ovviamente l'obiettivo principale è il quarto punto e eh, l'obiettivo di vivere questa stagione complicata, molto difficile, molto gravosa, con il senso profondo di un tempo anche difficile, molto complicato, eh, che ovviamente ha vissuto il risultato elettorale, il dopo risultato elettorale con questo momento di grande incertezza, anche di grande dibattito, di grande difficoltà a capire il futuro e anche a ragionare sul presente. Dentro cambiamenti epocali che stiamo vivendo e abbiamo ascoltato molte cose, credo molto interessanti le cose che abbiamo ascoltato, sono anch'io molto grato a chi le ha presentate nelle due eh, sessioni di, di relazioni. Eh, ma credo veramente che questo senso di cambio e di cambiamento che stiamo vivendo lo stiamo vivendo attorno a noi, e mai come quest'anno 2022 è stato l'anno di, di questo cambiamento. Ne parlavo poco fa proprio con Sandra, la, la moglie di David, a questa cerimonia che abbiamo fatto, per il bellissimo tra l'altro, bellissimo francobollo che. Uh, le Poste Italiane hanno deciso di dedicare eh, a David c'è la sua foto con il sorriso veramente bellissima e metteremo nella sede del PD anche questa la foto grande con il uh, francobollo che è stato deciso. E dicevo a Sandra questo 22 che David non ha vissuto qui su terra è un 22 in cui ci manca tantissimo il suo pensiero, il suo modo di guardare le cose ma ne sono successe veramente di tutti i colori e eh, credo che questo 22 abbia cambiato molto anche il bisogno di una bussola con punti cardinali oggettivamente aggiornati. Perché, quando entra dentro la vita delle persone, dentro la politica, per esempio, la dimensione che noi non abbiamo mai vissuto eh, durante tutta l'intera nostra vita politica politica, almeno quella che mi riguarda me, almeno, cioè la dimensione della guerra, come l'abbiamo vissuta in questo anno a partire dal 24 febbraio, con la necessità di porsi questioni, porsi problemi, dover fare delle scelte, dover discutere, capire, cercare di capire, una fatica che obbliga a un cambio molto pesante anche rispetto a, alle cose da dire, alle cose da fare, il modo col quale riflettere e ragionare. E la stessa cosa se penso appunto all'anno che abbiamo dietro le spalle, insomma, eh, tante altre vicende che hanno a che vedere con il cambio del modo di fare politica. È stato citato prima molto bene sia da Occhetta che da eh, Mazzoli la, la questione dell'impatto della tecnologia nella vita. E l'impatto della tecnologia, che non è semplicemente una moltiplicazione di possibilità di comunicazione, è un altro modo col quale interagiamo tra di noi, è un altro modo col quale produciamo messaggi in modo totalmente diverso e, soprattutto, recepiamo messaggi in modo totalmente diverso. Ed è il modo col quale, per l'appunto, la politica e la capacità della politica di esprimere cose interessanti ci sfida a noi che siamo abituati a produrre ragionamenti politici in un tempo nel quale la voglia, l'orecchio delle persone è disponibile a recepire immagini ed emozioni più che ragionamenti politici. E in questo tempo, in questa fatica, in questa fatica noi la sentiamo tutti, Fatemela dire, fatemi dire che io l'ho sentita più di tutti gli altri da diciamo, front runner di una campagna elettorale in cui mi sono reso conto di tutta la mia fatica proprio personale proprio per le categorie mentali con le quali sono cresciuto e che ho portato avanti sempre di fronte a una dinamica oggi di dibattito politico che gioca tutto su emozioni, immagini, emozioni, immagini, emozioni, immagini. Um, non voglio fare un ragionamento politico complessivo perché non mi compete, nel senso che io interpreto questo mio ruolo in questa fase come segretario che sta accompagnando il Partito Democratico a un cambio di gruppi dirigenti e a un cambio di stagione. Quindi voglio semplicemente aggiungere alcune parole ma niente di più perché non mi sento nemmeno legittimato a farlo. Ma lo faccio proprio dal punto di vista di quello che sto facendo in questo periodo proprio perché per me è stata ancora più difficile la fase eh, dal 25 settembre a oggi, piuttosto che la fase precedente. La fase precedente è stata difficilissima. Dopo il 25 settembre è stata ancora più difficile, ma l'ho voluta interpretare perché non sono voluto scappare. Appunto. Nel senso che eh, la politica oggi è una politica nella quale la tentazione di preservare eh, diciamo, la propria eh, immagine evitandosi le cose più complicate, avrebbe probabilmente eh, suggerito al sottoscritto di eh, chiudere immediatamente. Ma per come e in modo complesso e organizzato e fatto il nostro partito e il suo stesso statuto, del quale si parla normalmente senza averlo letto, e lo statuto eh, che mi sono trovato a gestire, che non ho eh, cambiato io ma da segretario mi trovo a gestirlo, è statuto complicato complicato anche per fare i congressi ordinari. Quindi la necessità di accompagnare questa nostra comunità a un cambio di gruppo dirigente che avvenga bene, in ordine, in modo ordinato, in modo, nel modo migliore possibile e che abbia oltretutto la possibilità di far sì che questo percorso sia un percorso eh, non di riduzione ma di aggregazione. E quindi la necessità di far sì che ciò che di positivo c'è stato durante la campagna elettorale, la costruzione di una lista più larga rispetto al PD, vedo Bruno eh, qui alla mia destra e faccio riferimento naturalmente a lui e alla sua esperienza, ma alle altre esperienze che hanno dato vita alla nostra lista, e la possibilità di far sì che quindi il passaggio di testimone che io faccio e farò con l'elezione di un nuovo segretario o di una nuova segretaria, avvenga attraverso anche un percorso di allargamento che io ritengo utile e giusto. Ed è da qui, soprattutto da qui, che la parola costituente prende, viene utilizzata, viene utilizzata con la logica appunto dell'allargamento. Una logica di allargamento che è finalizzata a far sì che partecipino il maggior numero di, possibile di persone a questo percorso e che questa partecipazione la più larga possibile discuta di che cosa? È del fatto che nel nostro, nella nostra comunità da tanto tempo una discussione, una conversazione, un dibattito tra di noi su alcune cose importanti che sono cambiate in questi anni e che ci obbligano a far sì che la costruzione del prossimo gruppo dirigente tenga conto anche dei cambiamenti che sono avvenuti, questo secondo me è un punto fondamentale ed essenziale. In questo senso il dibattito che è in corso in questi giorni, in questo senso lo stesso incontro di oggi, io lo considero eh, fondamentale dentro questo dibattito. Così come le altre cose che stanno avvenendo, le altre discussioni che stanno avvenendo eh, in periferia, a livello nazionale, a livello centrale e che sono fondamentali per fare che cosa? Eh, per far sì che la discussione che stiamo facendo non sia semplicemente eh, un passaggio di testimone tra una persona e un'altra, ma ci sia dentro anche una riflessione profonda su alcune, su molte delle cose che sono cambiate in questo. Periodo. E io ritengo che questa discussione sia bene affrontarla con la franchezza e la chiarezza con la quale anche si è fatto qui le cose che ha detto Pierluigi e le cose che abbiamo ascoltato prima, sapendo che le settimane che abbiamo davanti sono settimane che serviranno a fare questo, a far sì che questa discussione avvenga e che non sono settimane che serviranno a creare condizioni perché qualcuno si senta escluso. Questo è diciamo, il senso più profondo del mandato che io mi sento di dover eh, applicare in questo periodo, ma è esattamente l'opposto che si consideri questo tempo anche come un tempo in cui si aprono le porte, si aprono le porte a persone, a idee, che si riesca a far sì che questo nostro lavoro collettivo, collettivo riesca a dare al nuovo gruppo dirigente qualcosa in più di quello che è possibile eh, fare. Sapendo, ripeto. Che non è soltanto la preservazione del passato che noi possiamo mettere al centro della nostra analisi, per un motivo molto semplice. Eh, ho, ho citato il tema della eh, politica internazionale e anche della questione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo periodo. Credo che dobbiamo citare la questione istituzionale, politico-istituzionale. Noi non abbiamo mai vissuto e non vivremo mai un attacco alla Costituzione così presidenzialista attacco presidenzialista come quello che vivremo nel tempo che abbiamo davanti. Io credo che sia fondamentale da parte nostra fare una riflessione su cosa vuol dire per noi, per esempio, mettere a punto una nostra idea su questo tema che, attenzione, non era chiarita dentro... Eh, i fondamentali della nascita del nostro partito perché su questo la riflessione istituzionale non aveva un punto di caduta eh, finito aveva un ragionamento che era molto molto meno definito ecco perché per esempio quando io dico nei 15 anni che abbiamo dietro le spalle eh, sono cambiate tante cose e queste cose necessitano da parte nostra un sovrappiù di riflessione ho citato questa della questione istituzionale presidenziale, a mio avviso è una di quelle questioni che sicuramente sono importanti e che hanno necessità da parte nostra di fare questo passo avanti. Così come tante altre questioni fondanti oggettivamente, adesso eh, Padre Occhetta prima ha citato varie volte la questione fondamentale della sfida che ci è venuta dal Magistero del Papa della questione diciamo, dell'ecologia integrale, chiamiamola così. Ma eh, guardate che quella questione non c'era nel patto fondativo eh, con la quale è nato il Partito Democratico, o meglio, non c'era proprio nel dibattito pubblico quella questione. E quindi quando dico che noi abbiamo bisogno anche su questo tema di fare sì che la nostra discussione sia una discussione che mette al centro i punti cardinali di un eh, dibattito che oggi è per noi fondamentale. Lo dico anche sulla base dell'esperienza fatta in campagna elettorale, l'abbiamo fatta tutti insieme. Noi abbiamo tentato di fare della questione della priorità ambientale, della sostenibilità, un punto forte della campagna elettorale. Non siamo riusciti minimamente a imporla nel dibattito pubblico del Paese. C'è stata in Italia chiaramente in questo dibattito di questa campagna elettorale una eh, domanda che ha vinto. Ha vinto la domanda dateci, dammi la risposta sulla fine del mese, non darmi la risposta sulla fine del mondo, perché conta di più la fine del mese rispetto alla fine del mondo. E quando non riusciamo a tenere insieme questa doppia... Prospettiva, la fine del mese e la fine del mondo che o si tengono insieme oppure vince sempre la fine del mese e non siamo in grado di dare la risposta rispetto alla sfida che padre Occhetto eh, citava prima. Ritengo anche questo, per esempio, un tema fondante e fondamentale del dibattito che dobbiamo mettere al centro della discussione congressuale. Quello che invito a fare tutti è di usare quei pochi strumenti che siamo in grado nella situazione di difficoltà che stiamo vivendo oggi di mettere dentro questo dibattito. Ne cito uno, sarà arrivato eh, e arriverà nei prossimi giorni a chi è iscritto, chi si iscriverà eh, questa bussola, cioè questo punto di discussione sia individuale che collettivo che si è costruito con la capacità e possibilità di far sì che questo elemento di discussione serva per il dibattito locale e serva anche per la partecipazione del singolo, in modo tale che ognuno possa incidere dentro questa discussione e possa essere in grado di condizionare anche, sì, il dibattito congressuale in una modalità che io ritengo importante su un'altra questione, per esempio, che aleggiava nelle cose che diceva Gino prima e che è la seguente. La democrazia rappresentativa è non affaticata, molto di più che affaticata. Io credo che una, alla nostra cultura politica la prima cosa che viene fuori come il grande senso del dramma profondo di un paese è il crollo della partecipazione democratica, che avviene da noi e avviene accanto a noi. Gli altri grandi paesi europei stanno vivendo situazioni simili, un crollo di partecipazione alla vita democratica che è un elemento fondamentale del dramma che stiamo eh, vivendo. È in corso un tentativo di sostituire la democrazia rappresentativa con altre forme di democrazia, questo è chiarissimo, nel mondo occidentale questa cosa sta succedendo. Accanto a questo noi dobbiamo mettere in campo una riflessione su come rinnovare e ammodernare le forme di democrazia rappresentativa. Io penso fortissimamente al fatto che dobbiamo interiorizzare, per esempio, che cosa vuol dire mettere la democrazia partecipativa accanto e far sì che questi strumenti di democrazia partecipativa ai quali non siamo abituati non siano da vedere come l'alternativa alla democrazia rappresentativa, ma siano il rafforzamento della democrazia rappresentativa. Strumento secondo me essenziale e fondamentale. In questo senso l'idea della bussola è un piccolo contributo dentro questo dibattito congressuale per arrivare lì. Quello che sta avvenendo dentro la discussione, sui territori, eh, dentro eh, i sottocomitati che abbiamo messo a lavorare e che arriverà poi al dibattito congressuale vero e proprio, è secondo me molto meglio della rappresentazione esterna che ne viene data. Io ho vissuto vari tempi di sconfitta politica e di opposizione, di inizio di opposizione. Non, non ne ricordo uno nella quale non ci fosse la bora che soffiava, cito Trieste di, di Gianni, che soffiava contro eh, il 2001, il 2008, quel 2001 e quel 2008 ci sono voluti non mesi, anni per ritirare la testa su rispetto a un vento che tirava esclusivamente contro. Questa volta, oltre ad avere il vento contro della sconfitta elettorale, della luna di miele di chi ha vinto, c'è una seconda considerazione che rende ancora più complicato quello che stiamo vivendo oggi e che è data dal fatto che non siamo soli, come eravamo nel 2001 e nel 2008. Nel 2001 e nel 2008 eravamo noi l'opposizione. Quindi potevamo prenderci tutto il tempo che volevamo per fare il nostro dibattito interno. Potevamo prenderci mesi, anche anni, perché eravamo solo noi, il dibattito era dentro di noi. Oggi c'è un tema che conosciamo tutti benissimo, cioè c'è una concorrenza e un attacco, un tentativo di sostituirci di due altre opposizioni che dopo aver fatto di tutto perché perdessimo le elezioni adesso fanno di tutto per sostituirci come l'opposizione. Il che vuol dire che la difficoltà del percorso che stiamo facendo necessita, ed è questo il senso anche della complessità di quello che si è messo insieme, un qualcosa che tenga insieme sia questa necessità di allargamento, di fare bene il congresso, di farlo bene approfondendo la discussione, sia però di farlo rapidamente, di non avere un anno di tempo davanti, perché un anno di tempo davanti non siamo in grado eh, di reggerlo dentro la situazione. Da qui questo tentativo di tenere insieme le due cose e di arrivare quindi a un congresso che abbia un nuovo gruppo dirigente. Legittimato e deve essere un nuovo gruppo dirigente, ci deve essere un rinnovamento molto forte. Legittimato, legittimato da un dibattito e da una discussione vera, approfondita. Ci sarà la piena libertà, totalità, total, eh, la piena libertà e titolarità dell'Assemblea, che si riunirà il 20 e il 22 di gennaio, di decidere cosa fare del materiale che sarà uscito. Io vi dico che quel materiale, che la discussione che è in corso è una discussione di ottimo livello dentro. È stato raccontato all'esterno un racconto che è assolutamente eh, un racconto distruttivo, come tutto quello che sta avvenendo in questo periodo. Ma la discussione che sta avvenendo tocca profonde corde che hanno a che vedere con i tempi nuovi che sono cambiati e che stanno cambiando e che necessitano da parte nostra di un'applicazione di valori che sono sempre gli stessi e che certo non cambiamo. Io ringrazio molto eh, Padre Francesco per la, il completamento del tri, della triade, che è effettivamente uno dei punti sui quali esiste una specificità di ruolo per il nostro mondo, perché la questione della fraternità secondo me oggi è la vera questione politica che noi dobbiamo mettere al centro della nostra riflessione. E che non a caso David, per esempio, metteva sempre nel libro che uscirà e che presenteremo il 9 gennaio, ci sono tutta una serie di riferimenti di questo tipo. Perché oggi è tutto esclusivamente fermo a una discussione che è giusto che ci sia sulla libertà e sull'uguaglianza, discussione fondamentale per arrivare a ha degli obiettivi essenziali ma all'uguaglianza non ci si arriva senza la fraternità, questo è il punto fondamentale. Cioè la fraternità è l'elemento chiave con il quale si riescono ad applicare la libertà e l'uguaglianza e la necessità da parte di tutti noi di viverla questa cosa compiutamente e completamente è il senso di questa forma di partecipazione. Di questo dibattito io invito tutti, Pierluigi, a non aver paura, a starci dentro di questo dibattito, ognuno portando avanti le sue idee, sapendo che il Partito Democratico è e sarà lo spazio politico delle nostre idee, perché il Partito Democratico è oggi, dentro il dibattito politico che si svolge nel nostro Paese, l'unico soggetto che può mettere in campo l'applicazione di quelle idee legate profondamente alla nostra Costituzione, legate anche a quegli articoli della nostra Costituzione che non citiamo mai. Mi ha fatto molto piacere sentire citato l'articolo 4. Fatemi citare qui, è stato parte del dibattito che stiamo facendo in questi giorni e che si sta facendo anche in periferia, l'articolo 9 cambiato, che è fortissimo, perché nell'articolo 9 cambiato c'è dentro il tema dei diritti delle nuove generazioni. E il tema dei diritti delle nuove generazioni, in un tempo nel quale i giovani vivono e le nuove generazioni vivono la situazione che stiamo vivendo, soprattutto sulla questione, ovviamente lì è citato sulla questione ambientale, rappresentano un punto, un punto fondante del nostro stare. È stato citato l'articolo 49. Sono tante le questioni sulle quali questa nostra riflessione, secondo me, è fondamentale che ci sia e che soprattutto si faccia sentire. Quindi io ritengo. Non soltanto che questo spazio ci sia, che questo spazio abbia bisogno di essere riempito, abbia bisogno di essere riempito di idee e di applicazioni nuove, di valori e di idee antiche. Quelle idee e quelle applicazioni nuove di valori che sono antichi, che sono esattamente quello di cui c'è bisogno oggi. Sapendo una cosa, che oggi il clima nel quale, politico nel quale noi... Eh, Lavoriamo è il clima cupo del tempo post-elettorale ed è così. Il 2001 è stato così, il 2008 è stato così, ma sia nel 2001, sia nel 2008, sia poi anche nel 2018, l'evoluzione politica delle cose ha fatto sì che quando ci siamo fatti trovare pronti con... Idee rinnovate, gruppi dirigenti rinnovati, con il lavoro dei territori, è stata citata prima da Castelli la questione delle autonomie, il tema dei territori, cioè il tema della battaglia sui territori. Noi oggi governiamo la gran parte dei comuni d'Italia ed è da lì che dobbiamo ripartire con l'idea di che cosa vuol dire la politica del piano di sotto di cui parlava Gino prima, perché quella è lì. Il piano di sotto sta nel tema delle amministrazioni e del lavoro collettivo e toglierci dall'idea che tutto sia Roma e tutto sia legato al dibattito politico eh, di Roma, del Nazareno e di tutto il resto. Sapendo che questo, se dovessi dire, e termino, qual è il suggerimento, perché di più non voglio, eh, dire, non voglio dare per la diciamo, eh, situazione di segretario uscente che sto vivendo. Il tema di fondo che il Partito Democratico, dal punto di vista della sua vita, della sua organizzazione, del suo modo di essere, deve cambiare profondamente è proprio nel tema del rapporto tra il dentro e il fuori di cui si è parlato qui oggi. Perché non è possibile che il segretario del Partito Democratico o la segretaria del Partito Democratico, cito questo tema perché questo è un altro dei cambiamenti anche rispetto ai tempi che abbiamo vissuto. L'Assemblea, la, eh, il, il Comitato dei 45. Sono andato a rivedermi le cose. Il Comitato dei 45 era fatto per esempio da 32 eh, uomini e 13 donne. Cito questa cosa perché era 15 anni fa. Eppure questo è un tema profondo nella discussione di oggi e nel cambiamento che dobbiamo mettere in campo eh, sulle cose di oggi. Ma citavo prima la questione, il segretario o la segretaria del Partito Democratico. Passa oggi, rispetto ai suoi competitor, eh, la maggior parte del suo tempo a comporre questioni interne. I competitor del segretario del Partito Democratico passano tutto il tempo che hanno a disposizione a occuparsi di che cosa dire all'esterno, perché non hanno problemi di composizioni interne. Io questa cosa la consegnerò a chi mi succederà e la consegnerò al dibattito congressuale, perché questa dal punto di vista strutturale è la questione fondamentale. E questo viene da un vizio di origine, perché i partiti politici che hanno generato i gruppi dirigenti, dai quali è nato poi alla fine il Partito Democratico, avevano una profonda idea del fatto che il dibattito interno e la composizione tra posizioni, idee, dovesse prendere la gran parte del tempo che avevi a disposizione. Ma questo oggi è che una volta che avevi composto il quadro interno il resto veniva automaticamente. Ecco, la mia esperienza oggi mi dice che questo non è più così e che la capacità invece di parola esterna del gruppo dirigente che noi costruiremo, sia a livello nazionale che ai livelli territoriali, Deve essere costruita in modo tale che ci sia questa possibilità di parlare all'esterno che sia forte, fondamentale e che ovviamente sia figlia di una composizione interna, di un consenso interno in cui ognuno si, sia, si senta protagonista e possa fare bene il suo lavoro. Ma guardate, questa è l'esperienza che mi sono fatto in questi mesi, in questi 20 mesi di servizio, che per senso del dovere. Eh, porto avanti fino al 19 febbraio, lo dico perché ho sentito dal da professor Castelli delle date 26 febbraio che non esistono e che non mi tornavano nel ragionamento che ci ha raccontato prima, eh, quindi è tutto molto più semplice eh, la, la, la tempistica che abbiamo davanti. Eh, però ecco, in questo periodo e col senso del dovere col quale porto avanti questo percorso dando a tutti cittadinanza e dando a tutti lo spazio per essere protagonisti dentro questa riflessione su un partito che però per essere vincente di nuovo, deve essere diverso da come l'ho vissuto io. Per come l'ho vissuto io, questo tema che vi dicevo dell'interno-esterno, tutto o in gran parte giocato su un impegno interno eh, eccessivamente eh, preponderante, è diventato oggi un limite e questo limite noi dobbiamo eh, affrontarlo e dobbiamo profondamente cambiarlo, così come la necessità di porsi fondamentalmente il tema di che cosa vorrà dire essere pronti nel momento nel quale sono convinto questa maggioranza con le sue difficoltà politiche eh, verrà meno, entrerà in difficoltà e noi dovremmo essere in grado di mettere in campo un cambiamento. Dovremmo esserci noi con la nostra affidabilità, con la nostra capacità di esserci e soprattutto con la capacità di essere noi i maggiori e i più bravi esponenti e portatori dei principi costituzionali. Grazie. Grazie, Grazie Enrico. Eh, le tue parole eh, sono parole che noi apprezziamo e fuori discussione. In politica tu mi insegni che contano più i fatti delle parole e quindi vedremo cosa succederà. Eh, sta, di fatto che, sta di fatto che quello che è uscito da, dal dibattito interno ehm, all'Assemblea, al Comitato o Costituente, come si chiama, quello che è uscito è, è veramente molto inquietante, non ti sfugge. È inquietante per chi si è trovato qui stamattina. Un, un, un attimo per favore. È molto inquietante, bisogna, bisogna troncarlo subito pubblicamente, perché il dibattito che si sviluppa pubblicamente crea opinione, crea immagine e crea oggettivo condizionamento anche per la prosecuzione dei vostri lavori. Allora, ehm, o oh sì, 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 si dice no, non è così, perché l'unico tentativo di correzione che io ho visto è stato quello che l'Urbinati ha fatto della sua della sua uh, uscita, insomma, no? quando uh, la carta dei valori borsa, eccetera, eh, è arrivato un articolo in cui ha ribadito e ha esplicitato benissimo che cosa voleva dire, che era esattamente riassunto benissimo da quell'immagine. Ecco, allora, altri tentativi di spiegare, di dire, guardate che stiamo discutendo d'altro, che quella roba lì va come eh, una posizione personale, io non, non li ho visti. Adesso si sta creando un'opinione attorno a questo percorso che è condizionato da queste informazioni e da queste presenze sulle, sulla stampa che non fanno altro che ribadire una certa intenzione, guardate, di, di regresso perché se torniamo a vent'anni fa, ma guardate, ma è meglio chiudere bottega, anche tu insomma, no? vieni via prima. Perché, se è così, non è, che, non è che, 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 che se ne esce. Stamattina, io ho detto, abbiamo fatto cambiare il nome al gruppo parlamentare europeo che si chiama Socialisti e Democratici. Pare di capire dal dibattito esterno che. È la seconda eh, definizione che fa problema e che quindi andrà risolta. Se è così è meglio essere chiari perché non io, perché io non ho eh, nessuna intenzione personalmente, neanche condizioni, insomma, ecco, ma sarà difficile evitare una qualche forma di reazione che danneggia eh, ulteriormente eh, il percorso del Partito Democratico. Bisogna interrompere tempestivamente e raccontare all'esterno. Non voglio dire fare la cronaca, dire che non è vero che c'è un disegno sistematico per tornare indietro, per fare dei passi indietro. Ecco. Scusami sì. la, la Lo so, brutalità, ma, come, ma è come, come io riprendo la parola che tu hai detto, contano i fatti e non i gossip giornalistici. C'è cioè chi vuole raccontare delle cose. C'è chi vuole raccontare delle cose e contano i fatti. I fatti sono quelli che usciranno e sono quelli che andranno nella direzione di un dibattito che è quello secondo me giusto e positivo che sta avvenendo. Sono convinto che a questo dibattito bisogna che partecipi le idee che qui avete portato e che sono idee secondo me assolutamente attrattive e mainstream rispetto a quello che stiamo facendo. Bene, grazie, grazie al segretario. Allora, adesso facciamo un'interruzione di mezz'ora. E poi c'è l'ultima parte di, di relazioni. Eh, eh? Va bene, a dopo allora. Mangiate poco perché dopo non ce n'è per tutti. Eh? Mazzoli e Benigno, quando, quando c'è l'interruzione si riprende, è sempre un problema. Vi accomodate? L'ultimo appello e eh, dopo, poi cacciamo via quelli che non si sono seduti. Allora, come previsto dal programma, eh, oggi pomeriggio coordina i nostri lavori eh, Giampaolo D'Andrea. E quindi, adesso prende in mano lui la baracca. Grazie. Allora. Riprendiamo quindi i nostri lavori. Abbiamo in realtà due, due interventi da programma che non avevamo potuto eh, ascoltare nella mattinata e che apriranno questo pomeriggio. Si tratta eh, di una sessione del convegno eh, concepita. Come momento di riflessione sul tema persona, società e democrazia nel tempo presente. E abbiamo invitato a, a, a porre diciamo, sul tavolo della nostra riflessione questi temi, così come questa mattina è stato fatto per i temi relativi al contesto istituzionale, all'organizzazione del partito, al rapporto con la società. Michele Nicoletti e Fabrizia Abate eh, credo che possiamo dare la parola al professor Michele Nicoletti eh, per oh, oh, come era l'ordine? così l'ho trovato nel programma eh? così? Sì, 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 sì. al professor Michele Nicoletti intanto per il suo intervento e poi eh, a Fabrizia Abate che si soffermerà un po' più sui temi del rapporto con eh, i temi etici Diciamo la bioetica, poi alla fine le grandi questioni che sono sullo sfondo. Prego, professor Nicoletti. Grazie, eh, grazie molto di questo invito a Pierluigi Castagnetti e, eh, per questa giornata di riflessione. Mi fa molto piacere essere qui in un momento così complicato, ma è uno spazio di pensiero e non ho potuto sottrarmi, dato che è uno dei problemi maggiori di cui soffre la politica italiana, e non solo, eh, è proprio come abbiamo sentito anche questa mattina, questa difficoltà di eh, dare spazio al, al pensiero. Vorrei fare una prima velocissima premessa su questo tema della giornata, i cattolici democratici. Io sono in grande sintonia. Con quello che ho sentito questa mattina, devo dire che personalmente nella mia esperienza, abbiamo ricordato stamattina Davide Sassoli, è capitato che lui fosse al Parlamento europeo e io fossi all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dove sono stato presidente del gruppo socialista e ho proposto di modificare il nome socialisti democratici, così come era stato già fatto dal dal gruppo parlamentare e, e devo confessare che la mia esperienza, questo lo voglio dire molto chiaramente, è, è come quella di David, è stata un'esperienza per me straordinariamente arricchente all'interno di questa contaminazione di famiglie diverse in cui non, non ho mai personalmente vissuto con disagio una mia posizione personale, anche valoriale, rispetto le posizioni del gruppo anche perché a livello europeo diversamente da quello che è accaduto in Italia c'è un grandissimo rispetto sulle questioni eticamente sensibili nei confronti delle posizioni almeno diciamo noi a Strasburgo vedo che <ride> c'è qualche dubbio ma avevamo questo eh, atteggiamento di, di, eh, e questo penso che sia almeno nella mia esperienza stato un elemento fondamentale eh, vorrei dire che il Cattolicesimo democratico eh, non è, almeno per quanto mi riguarda, una famiglia politica da collocare da qualche parte, è una ispirazione. E questo è l'elemento che mi sembra che padre Occhetta ha sottolineato in modo molto forte. C'è una dimensione teologica o spirituale che fa parte di questa elaborazione che è un'elaborazione ideale ma anche politica e che si può riprodurre solo nella misura in cui questa ispirazione è presente e, e senza questa ispirazione senza queste radici nella trascendenza non si potrebbe dare quella dinamica che caratterizza il cattolicesimo democratico che è una dinamica incarnatoria come Tanti, piace citare Aldo Moro qui negli scritti durante la seconda guerra mondiale, ci hanno insegnato, ma al tempo stesso di radicale riconoscimento dei limiti della politica. E quindi c'è una teologia della storia che forse andrebbe recuperata, che stava alla base di queste grandi riflessioni e che possono esprimere questa funzione anti-idolatrica nei confronti della politica. Io quando ogni tanto sento qualcuno che parla di primato della politica non è esattamente diciamo, un tema che stia dentro questa storia. Sono una cultura politica, non una cultura o un'azione solo sociale, questo l'ha detto molto bene Pierluigi Castagnetti stamattina. Casomai uno dei limiti del Partito Democratico o della contaminazione è stata quella di considerare, come è stato detto stamattina, i cattolici come un, un movimento di tipo sociale, un movimento che si occupa, che fa delle buone cose, ma non il portato di pensiero. Questo è l'elemento fondamentale che invece andrebbe... Eh, Sottolineato in modo molto forte. Una cultura politica è una cultura politica di parte. L'espressione cattolici democratici, padre Occhetta parlava di riformismo, ma nasce nella Rivoluzione francese quando, diversamente diciamo dai cattolici reazionari o della Restaurazione esprimono una valutazione positiva sui grandi principi dell'89, così come sulla rivoluzione americana. E questo è un elemento, un grande spartiacque nella storia dell'Ottocento e nella storia del Novecento. Quindi, questo elemento è un elemento importante. Infine, sono un patrimonio costituzionale. Io ho fatto il mio ultimo esame a Bologna con Roberto Ruffilli, quindi sono legato al suo magistero. Lui è autore di un'opera importante sulle culture politiche nella Costituente, e dentro questa c'è un capitolo dedicato come di nuovo è stato ricordato, i cattolici democratici. Noi eleggiamo in Parlamento i giudici della Corte Costituzionale proprio per esprimere che la giurisprudenza costituzionale deve attingere alle famiglie di pensiero che hanno dato vita alla Costituzione, nonché alle nuove famiglie di pensiero che dovessero manifestarsi nel Paese. E questa è una responsabilità fondamentale: di tenere vita in vita questo patrimonio costituzionale per una continua reinterpretazione della nostra Costituzione. Detto questo, cerco di andare per punti. Il tema della persona è stato già molto evocato stamattina. Io. Con grande orgoglio noi dobbiamo rivendicare che se nelle carte costituzionali italiane e internazionali questa espressione di persone, quindi non semplicemente uomo, cittadino o individuo, sta dentro questi documenti, è il frutto non solo ma anche di queste tradizioni. Dico non solo perché non si può dimenticare la grande tradizione, per esempio per quanto riguarda la Germania del cristianesimo protestante, della tradizione kantiana che è attorno al concetto di persona è presente e che ha operato questa grandissima rivoluzione che si compie nel 1947-48 nelle nostre carte costituzionali, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che capovolge l'impianto della politica totalitaria che prevedeva appunto l'asservimento dell'uomo allo Stato. Questa bellissima espressione che si trova nell'abbozzo della Costituzione tedesca, dello Hiram Kiensee del 1948, non l'uomo per lo Stato, ma lo Stato per l'uomo, che sembra derivare dalla riflessione mariteniana, è il capovolgimento che è stato operato e che anche in sede di Carta delle Nazioni Unite ha permesso di scrivere che ogni singolo essere umano ha diritto non solo a uno stato che rispetti i suoi diritti, ma anche a un ordine internazionale. Quindi noi oggi dovremmo dire che appunto c'è un ordine internazionale che è al servizio delle singole persone. Ora questo elemento è l'elemento che ci fa rabbrividire quando noi leggiamo sui giornali che per le operazioni belliche in Ucraina si possono mettere in conto 100.000, 200.000, 300.000 morti da parte di Putin. Questo, diciamo, è l'elemento in qualche modo che ci fa distinguere tra una politica che è pensata come al servizio della singola esistenza umana ed invece una politica che continua a concepire la società umana come una specie di termitaio in cui per il bene del termitaio si possono sacrificare 1, 2, 10 milioni di persone. Questo elemento è importante perché oggi noi siamo di fronte purtroppo a una messa in discussione non solo degli equilibri geopolitici ma anche di quella concezione universalistica dei diritti e della democrazia che in qualche modo formalmente era condivisa da tutti i paesi. Invece è emerso con chiarezza in alcune pagine di questa tragica aggressione russa, in alcune dichiarazioni sia di parte russa che di parte cinese, che si avanza una diversa idea dei diritti umani, una diversa idea della democrazia, quindi una diversa idea del rapporto tra persone. E politica. Questo mi pare uno tema fondamentale. Persona nella tradizione personalistica vuol dire mistero. Ci sono delle bellissime pagine di Gabriel Marcel, di Emmanuel Mounier non le voglio ripetere, ma questo tema è il tema della irriducibilità della persona alla sua oggettività. Che cosa vuol dire oggi? Se parlate con i giuristi che si occupano di dati Vuol dire che la persona non è riducibile ai suoi dati. E questo è un tema rilevantissimo dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico. C'è questa dimensione, appunto, della inoggettivabilità, della inafferrabilità, della eccedenza, della trascendenza della persona rispetto a una sua oggettivazione, che è esattamente quello che ci fa parlare della sua. Dignità, della sua inviolabilità e quindi della sua libertà. Se c'è una parola di cui noi non possiamo avere paura, è la parola libertà della persona. Perché il Cattolicesimo Democratico, a mio modo di vedere, anche se con qualche diciamo esitazione. È erede della grande tradizione del cattolicesimo liberale ottocentesco, Rosmini in prima fila, Tocqueville in prima fila, là dove c'è una comprensione perfino teologica del rispetto della libertà dell'altro, perché nessuno può essere salvato contro la sua volontà. E questo rispetto che il Dio ha esercitato nei confronti dei singoli individui al punto di sacrificare il suo figlio è esattamente il fondamento della lenta conquista dal punto di vista teologico della libertà religiosa. Per cui la libertà religiosa come libertà giuridica vuol dire che tu puoi pensare una cosa che è sbagliata. Puoi pensare una cosa che secondo me ti porterà alla dannazione, ma io non userò mai e poi mai lo strumento della coercizione per forzare la tua coscienza su questo piano. E le donne iraniane ce lo stanno ricordando in un modo straordinario. E se le religioni non fanno i conti con questa libertà, Purtroppo non è sufficiente dire che noi abbiamo bisogno di un'ispirazione religiosa nelle nostre società, noi abbiamo bisogno di un'ispirazione religiosa che si inchini come ha fatto la tradizione cristiana nei confronti di questa libertà. Per questo io considero la timidezza di una certa parte del nostro mondo nei confronti dei diritti civili completamente sbagliata, perché invece c'è qui solo da <coughs> afferrare il senso del rispetto nei confronti del mistero della persona che coinvolge, come bene ci insegna la nostra Costituzione, anche le formazioni sociali dove si svolge la sua personalità non la personalità di tutti, ma la sua personalità. E L'elemento e e, e, e precedente è i diritti del singolo. Quindi c'è questa attenzione così forte nei confronti della singolarità dell'individuo, della sua irripetibilità, della sua appunto necessità di esprimersi all'interno di. Relazioni sociali. Questo è un elemento importante anche nella mia esperienza personale. Voglio dire, questo non sottovalutiamo le storie personali che ci sono alle spalle della richiesta di diritti civili. Sono storie di fragilità, sono storie di paura. Non si capisce come chi proviene da questa attenzione al mistero della persona possa non avere tutte eh, le attenzioni e le sensibilità, non solo per rispettarli ma per costruire società accoglienti. Anche Davide, nel suo discorso di insediamento al <coughs> Parlamento europeo, è preciso su questo punto. È un'idiozia contrapporre i diritti civili ai diritti sociali. Le Nazioni Unite sono chiare nel 1948 come nel 1993 e è solo una falsa retorica, nonché cattive politiche che hanno prodotto questo. Ma per chi pensa all'integralità della persona non è assolutamente pensabile concepire questa divisione. E vengo a un punto ulteriore, cioè il tema della socialità, perché mi sembra un punto importante anche per non solo la nostra tradizione, ma anche per il Partito Democratico, se posso un po' collegarmi anche alla discussione di questa mattina. È chiara la dimensione relazionalità, relazionale della persona, Gino Mazzoli ce l'ha spiegato benissimo questa mattina. De Gasperi aveva un'immagine fulminante, diceva che le persone non sono come le noci in un sacco che sono tenuti assieme da un sacco, poi se rompi il sacco se ne vanno ognuno per conto loro e stanno gli uni nei confronti degli altri in rapporto solo con il guscio. Guardate che questa è l'idea obsiana, le persone come pietre che devono essere eh, adattate alla costruzione dell'edificio sociale. Noi stiamo da un'altra parte, stiamo in un'antropologia non asociale, ma un'antropologia Sociale. Noi pensiamo che gli uomini vengano al mondo non come le tartarughe, ma all'interno di una relazione in un grembo materno, dentro una relazione parentale. Quindi la storia dell'individualismo è un'invenzione, ma non è qualcosa che ha un radicamento nella biologia. E però noi abbiamo detto, e la Costituzione lo dice bene, che sono i diritti del singolo. E delle persone né ove si, nelle formazioni sociali dove si svolge eccetera. Quindi c'è questa attenzione alla socialità personale, non alla socialità in sé, che può essere anche la socialità del termitaio. Nel Partito Democratico, mi dispiace dirlo, non c'è questa cosa perché lo Statuto del Partito Democratico conosce gli iscritti e gli elettori. Ora dal punto di vista giuridico il partito è, mi correggeranno i giuristi che ci sono, un'associazione e quindi le persone che ne fanno parte sono dei soci. La parola soci non è mai presente dentro lo Statuto che non a caso, si costruisce attraverso l'iscrizione a un elemento, diciamo, un'entità superiore e la costruzione di leadership. Io ti seguo. Questo è Hobbes, cioè la società che si costruisce attraverso la soggezione a un potere comune che ti può dare protezione e che ti, verso cui tu devi dare obbedienza. Quello che diceva Pierluigi nella sua... Eh, intervista, virtù non fedeltà, ma purtroppo la struttura si fonda su questo rapporto di affiliazione personale, affiliazione personale, non associazione, per cui tu togli il vertice e c'è una socialità che rimane. Ora questo elemento ha degli effetti sulla democrazia, il Partito Democratico non ha un'elezione democratica dei suoi dirigenti, sono liste bloccate. Ma come noi possiamo stupirci che ci sia una frattura tra la democrazia rappresentativa e la partecipazione di cui parlava Gino Mazzoli stamattina, quando i rappresentanti non sono liberamente votati dai soci? È qualche cosa che dal più piccolo... Dal più piccolo circolo, più piccolo circolo al, ai comitati provinciali e regionali al congresso nazionale è basata su un sistema di cooptazione. I miei colleghi tedeschi della SPD erano eletti dai loro iscritti al partito, land per land, distretto elettorale per distretto elettorale. Non è detto che fosse meglio o peggio poi la qualità della Cassa di Gente, non lo so però diciamo, la legittimazione democratica era evidente, evidente, ma così è stato nella storia dei partiti tendenzialmente, almeno di alcuni partiti, forse di altri, il meccanismo della cooptazione era diverso e c'era un odio nei confronti delle preferenze. Ora qui noi abbiamo, secondo me, un mito della direzione politica senza la socialità politica. Come se il partito non stesse dentro il diritto di associazione dei cittadini, ma fosse un semiorgano dello Stato che si alimenta da solo. Ora, basta leggere l'articolo 49, lo ricordava stamattina Castelli, chiedo scusa, benissimo, stiamo parlando di diritti dei cittadini da esercitare attraverso i partiti, con questa espressione fortissima per determinare la politica nazionale. Sapete dove si parla di determinare nella Costituzione? Quando si dice che la legge determina, i tedeschi dicono bestimmen, per dire che quella roba lì vuol dire che tu la devi determinare. È su questa cosa che Ruffilli e Scoppola hanno parlato di repubblica dei cittadini e di cittadino come arbitro. Ora c'è qualcuno anche dalle nostre parti che vorrebbe tornare alla ma non è conforme al disegno costituzionale, l'articolo 49 non è solo la democrazia interna, è il potere dei cittadini di determinare la politica nazionale e questa fu l'idea di Ruffilli contro l'idea del presidenzialismo. O presidenzialismo o determinazione della coalizione, della maggioranza parlamentare del governo da parte dei cittadini, terzi un non datur. Altrimenti tu hai il Parlamento che è rappresentazione delle corporazioni e il governo sta altrove. Se voi riuscite a sfidare il presidenzialismo che viene avanti rinunciando a questo fatto che è il potere dei cittadini di determinare la maggioranza parlamentare, la cosa su cui negli anni Ottanta eravamo universalmente d'accordo e dopo sembra andata chissà dove, sarà una bella cosa. Generalmente, nel mondo funzionano questi due modelli, non funzionano altri modelli. Se no, ha, se no, si ha la regressione al potere sociale. Questo sì, diciamocelo tra di noi: parte della sinistra nel nostro paese e parte del nostro mondo gli è andata dietro. Fa questa interpretazione: tutto quello che potevamo avere di buono lo abbiamo avuto negli anni 70, dopodiché c'è stata la globalizzazione, eccetera. La politica deve contare meno possibile. Tutto quello che noi possiamo fare è mettere i pali tra le ruote, evitare che si cambi qualche cosa e rafforzare i poteri di interdizione, eventualmente dei sindacati e della parte sociale. Questa per me è la dissoluzione della politica. Io, come dire. All'inizio della legislatura Graziano del Rio presentava un bellissimo libro di Dossetti che si intitolava Non abbiate paura dello Stato, giusto? Cioè rivendicavamo l'idea non solo di una rappresentanza sociale, ma di una direzione politica, che oggi è ancora più forte nel momento in cui il luogo della politica si è spostato in Europa. E quindi paradossalmente è ancora più importante di ieri. E quindi eh, due accenni e poi chiudo. La socialità nel lavoro. Uno dei grandi apporti della tradizione personalista, soprattutto dovuto ai giusti naturalisti tedeschi di inizio Novecento, kantiani e protestanti, è stato quello di sottrarre il rapporto del lavoro a un rapporto mercificato. Quando tu assumi una persona non affitti un garage, ma entri in una relazione. Il fatto della relazione rileva giuridicamente, politicamente e socialmente. Questo è lo straordinario apporto del personalismo sul diritto del lavoro. La relazione non è solo appunto lo scambio di una merce. Noi che cosa ne abbiamo fatto di questa cosa qui? Quello che dice Gino è sacrosanto, però la mia domanda a lui è cosa abbiamo fatto per creare questo 30% di nuovi poveri? Cioè c'è stato un colossale spostamento nelle dinamiche economiche di capitale finanziario, eccetera, eccetera, di impoverimento del lavoro e dove è stata la politica, anche la nostra politica in questi anni? E così potrei continuare sulla questione delle nuove generazioni. Noi difendiamo un'idea di famiglia che è la difesa del patrimonio familiare basato sulla rendita, ma non l'idea di famiglia che si possano fare le nuove generazioni. Eh, noi abbiamo fatto sulle nuove generazioni, non mi stancherò mai di dirlo, una devastazione. Poi adesso ci lamentiamo perché abbiamo la fuga dei laureati all'estero, cosa dovrebbero fare? Andate a vedere i contratti che fanno i giovani medici, i contratti che fanno i giovani dottorati, i contratti che fanno i giovani, perché uno dovrebbe stare qui in un paese in cui prevale ancora, diciamo, il nonnismo, prevale ancora? No, che si vive, si vive peggio all'estero, si mangia peggio e il sole non c'è, però... Non abbiamo delle condizioni per tantissimi giovani competitive. Io non lo vedo questo tra le priorità assolute. Qualcuno ha detto che bisogna dare 10.000 euro a ogni giovane, ma il problema è diamogli un contratto di lavoro. Io ho in università, adesso il governo sta tornando indietro sulla misura di luglio scorso per reintrodurre gli assegni di ricerca che sono borse senza contributi previdenziali volete tenere i giovani fino a 40 anni senza la possibilità di farsi ecco. finisco, finisco. Eh, la socialità è anche socialità istituzionale uno dei punti fondamentali è stato detto benissimo stamattina sulla questione delle autonomie locali è il pluralismo degli ordinamenti giuridici e degli ordinamenti sociali sussidiarietà e Federalismo. Quando uno vede le carte europee dice per Bacco anche qui abbiamo vinto il principio di sussidiarietà eretto a sistema della nostra grande casa comune. Eh, ebbene, noi forse abbiamo mancato, come diciamo la costruzione europea, è ancora molto debole su questo, ma è mancante anche la costruzione nazionale. Quello che noi abbiamo fatto, lo ricordava stamattina, la riduzione sui. Eh, consigli comunali, provinciali, regionali, eccetera, è stata una misura di, 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 presa dal governo Monti e poi continuata in parte da noi, un'operazione finanziaria che noi abbiamo continuato a fare sul, sulla Camera dei Deputati e sul Senato. Sta dentro quella, perché quando un domani gli storici delle istituzioni diranno che cosa è successo in Italia, diranno che il governo Monti per ragioni di finanza si è... In, ha eh, cominciato a intervenire sul comune, la provincia, le regioni e poi sul Parlamento, perché anche il Parlamento è diventato un'assemblea lo locale che, che nel quadro diciamo, dell'europeizzazione. Ora, questo è un elemento eh, fondamentale, c'erano ovviamente dei privilegi che erano totalmente ingiustificati, in Trentino c'erano dei comuni... 100 persone che ovviamente non potevano avere il segretario comunale a tutti i costi, però attenzione, dobbiamo distinguere quella che è la democrazia locale da quello che è poi l'apparato. Allora, questa democrazia locale è quella in cui nasceva quest'idea di democrazia che noi vogliamo coltivare, che è il discutere assieme nella magnifica comunità di Fiemme che ogni tanto De Gasperi evocava. c'è una bellissima cosa che vi invito ad andare a vedere che sono dei sedili in pietra del 1200-1300, del 1300, in cui i capi famiglia si sedevano per decidere delle cose comuni. Questa era, diciamo, la radice della democrazia. Se leggete le idee ricostruttive di De Gasperi, trovate a leggiare nei nostri comuni quest'idea, quest'idea della discussione fin dal basso. Ma se la FUCI ha potuto costruire una certa classe dirigente nel secondo dopoguerra è stato perché anche sotto il fascismo eleggevano i loro presidenti. C'era una pratica della democrazia. Se tu la democrazia non la pratichi, e credo di aver detto che c'è qualche problemino, è difficile poi esercitarla all'esterno. Ecco, questo tema della discussione e della deliberazione è un nesso che non può venire reciso. Io mi fermo qui perché vedo che ho abusato della vostra pazienza. Ringraziamo il professor Nicoletti per questa vasta dissertazione che ha messo in evidenza tante insufficienze, di, lo dobbiamo riconoscere di analisi. Che sicuramente hanno provocato scelte affrettate e superficiali in molti momenti della nostra politica di questi anni che, e che fanno il paio su questo gruppo di temi di, di questa sera, eh, su, sul nucleo di temi istituzionali che sono stati posti questa mattina. Io credo che il male sia. Comune, il risultato è identico, ma il male è comune: cioè il non aver più eh, immaginato di portare avanti una riflessione sull'assetto istituzionale, sulle regole della democrazia e sulle espressioni di libertà con la stessa filosofia che c'era dietro all'Assemblea Costituente. Penso al tema dei partiti. All'Assemblea Costituente si era immaginato, e noi non l'abbiamo mai realizzato l'adempimento, di regolamentare i partiti, ma perché nella Costituzione venivano indicati come soggetto fondamentale della vita democratica. Pierluigi ha ricordato prima che siamo andati più avanti. Abbiamo, devo dire, qualunquisticamente abolito il finanziamento pubblico dei partiti togliendo l'unica garanzia contro l'illecito finanziamento privato. Basta pochissimo a capire qual è il cortocircuito che si è determinato e che si determinerà. Anzi, avremmo dovuto estendere, per essere molto chiari per il dibattito di questi giorni, l'abolizione del finanziamento privato, o meglio, la tutela di garanzie che il finanziamento pubblico introduceva perché i partiti avessero una vita eh, propria dal punto di vista dei bilanci anche alle associazioni. Avremmo evitato esattamente quello che è accaduto in questi giorni e, e ci siamo riferiti al dibattito europeo. Quindi siamo andati contro una logica di interpretazione. Così diventa veramente difficile eh, seguire lo spirito di Mortati. Ho visto che l'avete citato, o di Ruffilli ed Elia, perché poi era un filo conduttore quello di quella riflessione. Siamo arrivati alla fine con un assurdo, ce lo dobbiamo riconoscere, perché se non lo diciamo eh, neghiamo a noi stessi una verità che non era possibile dal punto di vista della razionalità adottare contemporaneamente un sistema elettorale maggioritario rigido del tipo di quello che è stato adottato e la riduzione del numero dei parlamentari con la proiezione sulla rappresentanza dei singoli territori. Abbiamo eh, imbracato e soffocato espressione di democrazia e mandata avanti l'idea qualunquistica che tanto i parlamentari sono inutili e quindi bisogna andare verso un'altra strada, quella di una ulteriore verticalizzazione, che è il sotterraneo del presidenzialismo. Scusate se faccio questa glossa, ma mi pare che a questo punto della riflessione noi dobbiamo arrivare ai punti essenziali. Ringraziamo il professor Nicoletti che da ultimo, voglio dire, dopo le relazioni di questa mattina, quindi eh, vale anche per gli altri, questa riflessione ci ha riproposto in maniera, starei per dire, impietosa questa nostra, non voglio dire, disattenzione, ma sicuramente incoerenza. E l'incoerenza si può recuperare, la disattenzione no, ma l'incoerenza si può recuperare perché serve a non replicare la disattenzione. Ora do la parola alla, dottoressa, alla professoressa Abata. Grazie. regoliamo il microfono. Si sente spero di sì. Buon pomeriggio a tutti. Quando Pierluigi Castagnetti mi ha invitato ad intervenire in questa giornata, la prima cosa che ho pensato è stata: io non faccio politica e non ho impegni di partito. Ma poi ho capito quale fosse lo spirito eh, di questo incontro e allora mi sono detta, sì, per molti aspetti io faccio politica, con la mia materia, nelle aule universitarie, insieme agli studenti, nella ricerca di cui mi occupo, tanto che vi confido, a volte mi, mi autodefinisco, più per darmi coraggio, credetemi filosofa in trincea, visto che mi occupo di etica in territori di confine, che rappresentano spesso le condizioni limite della morale, medicina, scienze infermieristiche, bioingegneria medica, economia. Sto seguendo già da tempo il dibattito che si è animato attorno alla ricostruzione di un tessuto politico, di una credibilità delle istituzioni come Abbiamo ascoltato fin qui oggi e soprattutto attorno alla ridefinizione dell'apporto del cattolicesimo democratico, del popolarismo al trinomio democrazia-popolo-bene comune. Voglio ricordare una, una figura, quella di Aiace. Ricordate l'Iliade? C'erano Achille ed Ettore e c'erano Agamennone, Menelao e c'era lui, Aiace Telamonio. Il coraggioso, l'indispensabile, l'affidabile. Era il guerriero delle file mediane degli Achei. Teneva botta nella battaglia contro Troia, stando sempre lì, al centro del campo, fedele al suo esercito, al suo compito, al suo valore. Non era un semidio come Achille e non era l'erede di Troia come Ettore. Eppure, senza la sua mediazione, la guerra dei dieci anni sarebbe stata perduta. Quando penso al ruolo che i cattolici democratici e i popolari hanno svolto nella politica italiana, penso ad Aiace nell'Iliade. Però non vorrei, non vorremmo, che facessero la fine di Aiace nell'omonima tragedia di Sofocle. E ve la ricordo. Aiace era convinto di dover ricevere lui le armi di Achille, morto in battaglia, gliele aveva promesse, gli spettavano per il suo sacrificio, per la sua serietà e coerenza. Invece se le vide sfilare da Ulisse, più scaltro, e finì con l'impazzire quando, accecato da Atena, dea nemica, credendo di infierire sui suoi compagni, Invece massacrò buoi e montoni, una scena pietosa. Tornato in sé, fu pieno di vergogna, decise allora di riscattare il suo onore con il suicidio, che gli avrebbe dato gloria perenne. Ecco, io direi che il suicidio di Aiace si può evitare. Piuttosto è bene recuperare l'acume di Ulisse, che è sempre appartenuto alla democrazia cristiana. Perdonatemi, ma eh, questi riferimenti classici vogliono essere anche il mio ricordo e il mio saluto qui a Gerardo Bianco. Con il quale avevamo il gusto spesso di ragionare sul presente utilizzando proprio gli esempi della letteratura greca e latina, e di Aiace però purtroppo non abbiamo fatto in tempo a parlare. Torniamo a noi, l'etica, l'etica e politica, da sempre. In questi giorni si è tornati a parlare di questione morale e di regole, per le varie faccende di cronaca nazionale ed europea che conosciamo. Ma prima ancora che essere definizione di buone e cattive pratiche, l'etica ci aiuta a capire la condizione umana e il senso delle azioni. Le azioni sono politiche. È per questo che ho risposto di sì a Pierluigi, perché penso che su un piano di concretezza etica la cultura popolare cattolico-democratica abbia molto da dire. E non voglio aggiungere quell'avverbio ancora, che si usa spesso, abbiamo ancora molto da dire, perché darebbe la sensazione di una minestra riscaldata, di vestito tenuto in naftalina e tirato fuori da un vecchio armadio per l'occasione buona, di retorica della sopravvivenza. E eh no, eh, non è così. Ha molto da dire perché deve esistere un'etica di mediazione, di centrocampo, di misura e di equilibrio. Tutti, e qui nel nostro Paese, in Italia e lì in Europa, la Casa Comune, tutti obiettivi, la mediazione, la misura, l'equilibrio, che hanno da sempre fatto parte della cultura politica del popolarismo e che ora, davanti alle incertezze e alle scommesse, di questo presente difficile potrebbero essere più che mai utili a costruire un terzo discorso: terzo tra un'etica delle pratiche e un'etica dei principi, ma anche terzo soprattutto tra un'etica orizzontale, totalmente laica, e un'etica verticale, iscritta nell'appartenenza delle fedi religiose. E tutto questo però non in astratto come divertisman intellettuale e accademico. Non ce lo possiamo più permettere. E non perché si debba restare intrappolati a dirimere questioni etiche gravi, ma soprattutto pasticciate, tanto per fare un esempio, la vicenda su Maoro, moglie, relativi commenti di giornaliste e giornalisti noti, pasticciate perché talvolta si dimentica che la prima lezione dell'etica, ce l'ha lasciata Cartesio, è la distinzione. Saper distinguere i piani, saper distinguere i valori e i relativi diritti e doveri da applicare a quei piani. Non ci possiamo permettere le teorizzazioni etiche nel palazzo, delle quali il paese reale non ha alcuna consapevolezza. Per un semplice motivo, le trasformazioni del mondo non sono da venire, ci stiamo già dentro. Questo è sorprendente, ma è pericoloso, perché niente è più rischioso di un cambiamento veloce subito inconsapevolmente. E l'etica è innanzitutto consapevolezza condivisa. Pensiamo alla rivoluzione tecnologica, l'abbiamo evocata prima, l'ha richiamata più volte anche il segretario del Partito Democratico parlando prima. Pensiamo a tutti gli esperimenti di separazione, integrazione tra il biologico e l'artificiale a cui l'ingegneria biomedica e la robotica ci stanno abituando. È l'etica che si fa carico della questione dell'identità. Si interroga sul soggetto umano davanti a queste trasformazioni e potenziamenti con protesi, sostituzioni di organi ed arti. E mi vengono in mente. I robot geminoidi del professor Hiroshi Ishiguro, a capo del dipartimento di macchine adattive dell'Università di Osaka. Geminoidi proprio perché gemelli dei loro costruttori, robot che sono copie identiche, inorganiche, di volti e corpi organici. Ebbene, Ishiguro ci dice, e lo cito, che alcune domande sugli esseri umani possono trovare risposta solo nell'impiego sperimentale degli androidi. Questo solo nella frase ci fa sobbalzare, ma facciamo attenzione, perché dobbiamo davvero renderci conto che stiamo entrando in una fase nuova, anche straordinaria ed eccitante, in cui sarà proprio la relazione con un androide a farci scoprire cosa ci rende umani. Questa sfida della robotica può rivelarsi avvincente sia sul profilo dell'identità da riformulare che su quello della differenza umana da ripensare. Ancora, pensiamo alle ricerche sul potenziamento cognitivo o sull'ipotesi di un Internet dei pensieri, Internet of Thoughts, che sarebbe un'estensione di un Internet delle cose al cervello. Arriveremo ad un pensiero ibrido, biologico e non biologico? Un tempo avremmo parlato di fantascienza, ma ora conosciamo la velocità sorprendente delle sperimentazioni. L'impiego dei nanorobot, di cui la nanorobotica neurale è un sottoinsieme, sta già dimostrando un grandissimo potenziale nella diagnosi e nella cura delle patologie. E questo cervello potenziato, manipolato, Sarà ancora umano? Come cambierà la percezione della nostra autonomia e delle nostre capacità nella relazione costante con questa efficienza robotica? Sul fronte dell'invecchiamento della popolazione, se davvero la medicina di prossimità di cui tanto si parla sarà resa possibile nel nostro Paese, non sta a medirlo, pur auspicandolo. Ma di sicuro possiamo cominciare a confrontarci con qualcosa di più grande, che potrebbe rivelarsi più utile e allocabile di altre risorse, la robotica per le cure a domicilio, l'intelligenza artificiale che incontra l'healthcare. Pensiamo già ai primi esperimenti di androidi badanti per gli anziani con l'Alzheimer, oppure iCab, l'androide costruito proprio dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova o le varie versioni di care o bot, assistenti robotici mobili. Cosa fanno? Sollevano i pazienti negli spostamenti, dal letto alla carrozzina, distribuiscono cibo, acqua, sorvegliano l'anziano o l'ammalato, lo assistono con stimolazioni cognitive, ma non sono ancora pronti a capire quando è il momento giusto di eseguire un intervento con quale emozione accompagnarlo o di scegliere le priorità di assistenza. L'alternativa radicale tra integrazione e sostituzione è ancora da venire, ma ci sono molti casi in cui la collaborazione robotica è già preziosa. Pensiamo ai robot interattivi per i bambini con lo spettro dell'autismo. E questo non comporta l'esclusione del lavoro umano. Di qui passa la differenza tra occupazione e preoccupazione. L'occupazione è la dimensione che possiamo condividere con la robotica, perché riguarda il portare a termine un'azione per dovere, ma senza coinvolgimento emotivo, senza dedizione. La preoccupazione, intesa come sollecitudine, è invece il versante umano del lavoro, della qualità della vita. E la politica. La politica ha il compito di accompagnare questi processi, di impedire che si venga tutti soverchiati dalla tecnologia. Ma come? Quale impianto etico si sta scegliendo? Ecco che si apre uno spazio di azione, per i cattolici sì, ma democratici. Quale idea dell'identità umana possiamo contribuire a mantenere? o potenziare. Non possiamo farci prestare tu il linguaggio dell'umanesimo cattolico senza contribuire a vivificarlo e al contrario non possiamo aderire totalmente ad un progressismo incondizionato di cui non sappiamo gestire i limiti. Ma possiamo, dobbiamo costruire un terzo discorso democratico che parli all'Italia, all'Europa e alle grandi potenze che sull'intelligenza artificiale e la robotica stanno disegnando il potere del secolo, potere militare, sociale, scientifico, sanitario. Gli imperi del futuro sono gli imperi della mente, scrisse Winston Churchill nel manifesto di Harvard del 1943 aveva già capito. Io ripenso con preoccupazione alle dispute annose in sede europea tra bioeticisti italiani e scienziati mondiali sul termine persona da non adottare per gli individui robotici di grande importanza. Ma intanto la tecnologia ci ha battuto sul tempo, è divenuta pervasiva, ci ritroviamo a giocare tutti con Alexa e lasciamo che sia solo il senso comune a guidarci nell'utilizzo degli strumenti digitali. Quindi qualcosa non funziona in questo schema e occorre che si faccia, ci si faccia carico di un cambiamento di rotta. Questo impetuoso oceano di algoritmi, big data, in cui ciascuno di noi è precompreso con un principio di massimizzazione delle informaz informazioni, ha un vulnus, l'irregolarità umana, il difetto, lo scarto, l'anello che non tiene, direbbe Eugenio Montale, sta alla politica farsene carico, mantenere vivo il confine tra la democrazia reale, i bisogni umani e gli imperi virtuali. Gli scenari del nostro abitare. Le architetture della città si modificano sotto le spinte delle innovazioni tecnologiche, ma la commistione di tradizione e progresso è ancora acerba. Da una parte, digital twin urbano, smart cities non sono più solo parole, ma sempre di più realtà immersive e occasioni di enormi business. Dall'altra parte noi cittadini abbiamo assistito impotenti alla desertificazione urbana dei centri storici delle città, abbandonati dai residenti sotto i colpi di uno spropositato proliferare di BNB, strutture recettive, esercizi di ristoro improvvisati quel food and beverage che spesso è copertura di affari malavitosi e che ha sfigurato l'immagine di strade, piazze e borghi antichi, ormai privi di servizi, chiusura di ospedali, di scuole, di centri di aggregazione, colmi di rifiuti, di bruttezze, di disagi e solitudine, ben oltre i fenomeni di gentrificazione. C'è un'etica dell'abitare che la politica ha disatteso, non ha saputo mantenere e non vuole restaurare. Ma non usiamo la scusa della globalizzazione, se tutto il resto dell'Europa, chi più, chi meno, ha provato a mantenere un equilibrio con la tradizione e l'Italia no. I nostri strumenti di informazione sono diventati a poco a poco i nostri ambienti di informazione. Il Facebook Wall è il soggiorno in cui ci sediamo comodi a guardare il mondo degli altri. Le storie di Instagram sono il corridoio in cui esibiamo i momenti e i volti della nostra quotidianità. Twitter è la finestra da cui parliamo ad alta voce. E tutti gli schermi da cui entriamo e usciamo ogni giorno sono diventati un'estensione del nostro paesaggio domestico, eppure non sono la nostra casa. E a ricordarcelo bastano i banner pubblicitari e i cookies a cui dare il nostro consenso di senso. Prodotti e servizi digitali che competono senza tregua per catturare e sfruttare la nostra attenzione. Perché la politica ha rinunciato ad esercitare un ruolo di direzione, di guida nei confronti di questa vera e propria economia dell'attenzione. Anche nel mondo agricolo si diffonde l'utilizzo del machine learning e della robotica che spingono in avanti le ricerche nelle bioscienze, nella meccanica agraria. Però poi resta la macchia nera nel business dei prodotti chimici illegali, degli agrofarmaci ammalano. Il mondo dell'economia e del lavoro studia come tenersi al passo di questa rivoluzione e allora cyber security e sostenibilità sono alcune delle indicazioni per il presente, ma forse si abusa nell'uso delle parole quando si vuole coprire il vuoto dei fatti? La difesa dei diritti del lavoro contempla già le ipotesi di supporto, sostituzione dei robot nei lavori manuali. Così come la lotta alla precarietà mutevole, allo sfruttamento della manodopera straniera e al caporalato che negli ultimi tempi è diventato anche digitale. Le ricadute sociali di queste trasformazioni impegnano un'etica che abbia a cuore la giustizia e i legami sociali, la rete delle solidarietà e dei doveri, ma impegnano soprattutto una politica della mediazione. A cui spettano le decisioni opportune e forse diverse da quelle prese finora. Vi chiedo: per un'Italia così affezionata alle sue resistenze feudali, la flessibilità del mercato del lavoro avrebbe davvero potuto funzionare? Quest'eticità concreta si realizza nelle istituzioni che non sono qualcosa di superiore rispetto alla vita delle persone, ma insieme alla politica costituiscono il terreno di mediazione dei conflitti. Vivere bene con gli altri e per gli altri all'interno di istituzioni giuste era ed è il perimetro dell'etica secondo Porricher a proposito di personalismo. Ma come possiamo pensare che il popolo si riconosca nelle istituzioni se si è fatto di tutto per distruggere un sentimento di appartenenza nazionale. Per anni anche il popolarismo si è fatto affascinare da una lettura liberal del cosmopolitismo come nemico delle patrie, che pure non era nel suo DNA. Una lettura peraltro forzata perché quando Martha Nussbaum parla di capability approach e di cosmopolitismo ci racconta un'altra storia, ossia che la democrazia ha bisogno di emozioni politiche, di attaccamento sentimentale da parte dei cittadini e questo deve essere alimentato innanzitutto entro i confini nazionali per poi allargarsi oltre ai confini del mondo intero. E cosa è avvenuto di conseguenza? Che il 25 settembre questa idea forte di patria, declinata più o meno bene, uscita dalla finestra, è rientrata dalla porta. Vorrei concludere con una frase pronunciata dal filosofo francese Eric Saden a proposito di quella che lui definisce la svolta ingiuntiva della tecnologia, e lo cito. Contro l'assalto antiumanista bisogna imporre un'equazione semplice ma intangibile. Più si tenta di privarci del nostro potere di agire, più è necessario agire. Ecco, io credo che l'etica sia proprio ciò che tuteli questo nostro potere d'azione. Se la politica non salva l'etica, non salva neppure se stessa. Vi ringrazio. Molto bello questo invito ragionato ad una immersione nel futuro. Ci sono stati posti problemi di cui non siamo del tutto consapevoli, ma che da qui a qualche tempo, breve perché sono più veloci di quello che noi immaginiamo, accresceranno le nostre inquietudini. Senza che noi avremmo sviluppato una difesa in direzione della utilizzazione delle nuove opportunità. È come se fosse arrivata l'automobile al posto della diligenza senza aver previsto che cosa comportava. Se voi andate a leggere le descrizioni inglesi dell'arrivo della sostituzione delle linee ferrate alle diligenze o quelle successive dell'automobile alle diligenze, c'è tutto un racconto nelle letterature di viaggio che ti fanno capire la difficoltà di percepire l'effetto del mutamento, non di trovarne una ragione che già sarebbe troppo, ma di percepire l'effetto del mutamento. Noi abbiamo la sensazione che di fronte a questa velocissima evoluzione della accoppiata tecnologia digitalizzazione perché dobbiamo dire così se facciamo riferimento agli strumenti tradizionali noi avremo dei risultati che nel tempo costituiranno altrettante sfide per noi o saremo capaci di raccoglierli come una sfida in positivo oppure ne saremo totalmente travolti e devo dire che aumentano al tempo stesso le nostre inquietudini, ma proprio perché aumentano le nostre inquietudini dovrebbe aumentare la nostra avvertenza all'essere preparati, dice il vecchio motto dei cattolici estote parati e eh, estote parati significa questo state pronti, state svegli rispetto a quello che succede. Mica aspettate che il mondo vi porti in processione, perché quando vi porterà in processione vuol dire che la vita terrena sarà finita, vi rimane la presa spirituale, ma la vita terrena sarà finita e che questo deve valere per ognuno di noi, non accontentiamoci della gloria del futuro, dovremo riuscire ad avere la consapevolezza del presente fino alla fine. E con questo invito io apro il dibattito, apro, in, eh, avvio il dibattito del pomeriggio, eh, ho già degli iscritti a parlare, per ora ci staremmo con i tempi fino alle 18.30, no, 18. eh, 18, 18. se se ne aggiungessero degli altri lo devono fare subito perché dobbiamo proporzionalmente poi ridurre il tempo di quelli a cui diamo la parola. Ecco perché se no non ce la facciamo. Allora io darei la parola per primo, che trovo qui, non so se casualmente o era veramente il primo, a Giorgio Pagliari perché ci faccia il suo intervento. Eh? Buonasera, buonasera a tutti. Vabbè, il tempo è 5 minuti, quello già era detto. Eh, estremizzando il ragionamento perché il tempo è questo io credo che eh, la crisi eh, il, il risultato elettorale sia profondamente legato al, alle difficoltà alla crisi del partito democratico perché il il risultato elettorale è frutto dell'assenza del Partito Democratico nel dibattito elettorale. Eh, io vorrei che qualcuno mi dicesse quali messaggi durante la campagna elettorale e prima sono stati dati dal partito, eh, dal partito eh, democratico che giustificassero il voto al partito democratico. Ma questa afonia del partito democratico nasce, credo, a mio modo di vedere, dal problema di fondo mai risolto. Perché il partito democratico, come è già stato accennato, non è mai uscito dalla, dalla contrapposizione tra le... Eh, le Visioni di fondo di partenza non è mai uscito da questo, da questo problema e, dalla, dal congresso del 2009 in avanti, questo, questo problema si è eh, eh, assolutamente aggravato. Cioè, dentro al Partito Democratico. Non c'era la capacità di mettere realmente a confronto le diverse eh, culture e cercare la sintesi che doveva essere la funzione del Partito Democratico, ma restava la contrapposizione e restava anche eh, la incapacità di applicare il principio della tolleranza, rimaneva la discriminazione nei confronti di chi non, lo pensava, non pensava con quelli che erano la maggioranza del momento. E questo rimane il tema eh, della, della prospettiva di questo congresso, e credo che questo sia il tema su cui si gioca la grande responsabilità che oggi è stata risottolineata del cattolicesimo democratico. Il cattolicesimo democratico è qualcosa che deve essere trasmesso alle prossime generazioni, è un tipo di presenza che deve essere garantita al futuro, e la responsabilità che oggi è qui e la responsabilità di tutti quelli che sono cattolici democratici, è quello di realizzare questa condizione, anche con percorsi difficili, certamente non cercando delle scorciatoie, non accontentandosi delle rassicurazioni come quelle che alla fine della mattinata in modo abbastanza impacciato sono state date. No, non è più il tempo di questa cosa, è il tempo di una radicalità di eh, atteggiamento in funzione di avere una chiarezza di fondo perché o si recupera la piena agibilità di un partito realmente democratico o è meglio pensare a prospettive che garantiscano la presenza del eh, cattolicesimo democratico. Grazie. Grazie. La parola ora a Moggia Emanuele, Emanuele Moggia. Si prepari Enrico Farinone. Sì, io mi riaggancio a questo che è stato detto. Io sono sindaco alle Cinque Terre e un po' un'esperienza, anche non avrei mai pensato di fare il sindaco in vita mia, però quando anni fa alcuni amici mi hanno avvicinato dicendomi l'anno prossimo ci saranno le elezioni, io avevo molte resistenze, io opponevo veramente forti resistenze, ero un professionista affermato, dicevo chi me lo fa fare di cambiare la mia vita. Però c'era un passaggio della scrittura che mi interrogava. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E io penso che sia questa anche la nostra anima e la nostra forza. Quello di dare un impegno al bene comune in modo gratuito. E quando si fa in questo modo, quando si fa con questa anima, con questo cuore, le persone non rimangono indifferenti, perché percepiscono che a differenza forse di tante altre impostazioni, lo si fa per un bene più grande. Mi piaceva molto quello che è stato detto prima sulle nuove generazioni. C'è un bellissimo passaggio della letteratura mondiale nel Faust di Goethe che dice all'inizio, nell'atto nel, nell primo scena prima, quello che hai ereditato dai tuoi padri, riconquistalo ogni giorno se vuoi possederlo davvero. Ecco, in questo momento storico io sono convinto che al di fuori di quella porta ci sia una società disillusa e delusa che è solo in attesa di una proposta nuova, o meglio di riscoprire quelli che sono i fondamentali di una proposta che veramente possa riscaldare i cuori. Ecco, forse non è un caso che nei momenti più delicati, più difficili, anche della nostra storia democratica, repubblicana, ma anche nazionale, sono stati i cattolici democratici che nei momenti più difficili della storia hanno preso per mano la nazione e le hanno fatte attraversare il guado. Ecco, forse questa storia in questo momento si può ripetere. Tutto sta a noi essere pronti a poter dare una risposta e a poter interpretare con senso di responsabilità a fronte di una personale assunzione di responsabilità. in questo momento abbiamo il dovere... Di, di caricarci questa responsabilità per poter veramente dare una risposta al paese. Vi lascio con una immagine che amo molto, ma che credo che potrebbe essere simbolica, potrebbe anche spronare la nostra azione. Noi gli elementi li abbiamo. Quando io penso a questa società, a questa nazione disillusa, delusa, a me viene in mente una bellissima tela bianca. Quando penso alle nostre capacità, le possibilità che abbiamo di intervenire, alle nostre azioni concrete, alla nostra capacità di azione, a me viene in mente un set infinito di pennelli di uniforme dimensione. Quando penso ai talenti che noi abbiamo, all'anima che noi possiamo trasfondere in questa società per colorarla questa società, a me viene in mente una bellissima set di colori di ogni sfumatura. Ecco, Nikos Kazantzakis, quel poeta greco, l'autore di Zorba al Greco, diceva proprio avete la tela, avete i pennelli, avete i colori, dipingete voi stessi il paradiso ed entrateci. Ecco in questo momento forse al di fuori di quella porta c'è una nazione che aspetta che qualcuno abbia questo desiderio, questa voglia di lanciare questo pennello sulla tela per iniziare a ridipingerlo, ecco. Crediamoci, perché noi abbiamo tutte le carte per poter dare una restituzione a questa società in questo momento sofferente, forse non aspetta altro davvero di poter essere rinfrancata e ricommita dal fatto che ricominciare insieme si può. Grazie. Bene. Grazie Farinone. Sì, eh. Ci sono ovviamente tante cose da dire, bisogna andare solo per flash perché il tempo è quello che è. A me sembra che stamattina abbiamo dalle relazioni ascoltato diversi spunti di grande interesse che ci possono dare la voglia e la speranza di poter contribuire al futuro dibattito non solo politico in questo nostro paese come cattolici democratici l'ecologia umana integrale sul tema ambientale, non solo il tema della fraternità, io ci aggiungerei una forte attenzione a tutto quello che è il tema sociosanitario, pensando all'invecchiamento della popolazione, a quello che comporterà i temi, la mancanza dei medici e quant'altro. Aggiungerei, è stato aggiunto questo, nel recente intervento del professor Nicoletti, eh, il problema dei giovani senza lavoro o dei giovani che sono costretti a emigrare. Fuori dall'Italia, pur possedendo magari titoli di studio importanti. Quindi, diciamo, c'è del materiale, c'è dell'altro per riprendere, a elaborare, a discutere, a dibattere e a proporre. Ora, siccome poi il fulcro del nostro incontro di oggi, poi sta anche, diciamo, come per Luigi ha posto nel suo intervento nel Partito Democratico, però bisogna, secondo me, fare alcune, precis alcune precisazioni. La prima. E che sicuramente noi non vogliamo rappresentare semplicemente il passato, siamo eredi di una tradizione politica importante, ma vogliamo lavorare nel presente per costruire il futuro. Ora, questo è chiaro che comporta la necessità che quelli delle generazioni più avanti possano aiutare questo percorso, ma poi c'è la necessità che ci siano generazioni più fresche, più giovani, pronte a proseguirlo. E le parole di, di, di padre Occhetta stamattina. Hanno, ci hanno detto di una realtà ecclesiale ancora vivace, presente, diffusa sul territorio. Per la verità, io francamente non la vedo così, così vivace, soprattutto sul tema della politica, perché molto spesso diventa difficile parlare di politica in quegli ambienti. Però non c'è dubbio che forse questo nostro stimolo può, potrà aiutare nella ricerca anche di nuove energie su questo fronte, da da impegnare nella politica, che si impegni nella politica un po' come accadeva, come accadeva nel passato. Io spero che ci siano questi giovani, bisogna fare in modo che possano venire fuori, proporsi e proporre anche al di là del semplice presenza territoriale nei consigli comunali, che è cosa che a volte c'è, anche proprio nel dibattito su questi temi e su come tradurli in politica. Rapidamente due punti sul PD e chiudo. E si è avvertito dalle parole di Castagnetti, ma si è avvertito ancora di più dalle non risposte diretta. Non c'è dubbio, a meno questa è la mia opinione, che se questa assemblea costituente, o come si chiama, degli 87, dovesse produrre un documento che è sostanzialmente una cosa diversa dalla Carta dei Valori, che contribuimmo a scrivere 15 anni fa e si, allora, si tratterebbe sostanzialmente di un altro partito e quindi la partecipazione, l'adesione a quest'altro partito sarebbe ovviamente una valutazione che ciascuno di noi liberamente, autonomamente farebbe. E a me sembra che sia stato molto sottovalutato questo tema, io personalmente non sono assolutamente intenzionato a stare dentro un partito dove la Carta dei Valori la scrive la professoressa Rubinati, questa è una battuta, ma sostanzialmente credo che questo tema sia molto importante. Per cui Giorgio l'ha posto, a me sembra francamente che le risposte di Enrico siano state assolutamente evasive su, sul tema. Seconda questione: abbiamo, fatto, abbiamo visto in tutti questi anni. E questo interroga molto noi stessi: che sostanzialmente nel dibattito pubblico, giornalistico, intellettuale e quant'altro, ormai del PD si parla come del partito della sinistra italiana in crisi, erede dei partiti della sinistra, sostanzialmente. Allora non è problema nominalistico o politologico e basta. però noi abbiamo costruito il PD per fare il famoso partito di centro-sinistra senza il trattino. Ora, se ho tutto il dibattito si riduce a questo e magari esplicitamente alcuni eh, compagni di partito ci dicono che ormai si tratta di fare un nuovo partito della sinistra, e qui dobbiamo capirci, e qui dobbiamo capirci. Perché altrimenti vuol dire che il lavoro che è derivato da Lugibo e che portò 15 anni fa al PD è un lavoro che è sostanzialmente superato per alcuni. E qui dobbiamo capirci, perché è evidente che non tanto magari noi che siamo dentro attivi più o meno, ma il cittadino elettore no, potrebbe anche decidere che non è più quello il partito che gli interessa. In effetti molti hanno già preso questa decisione, l'abbiamo visto il 25 settembre. Questo è un punto fondamentale, è un punto fondamentale sul quale secondo me noi dovremmo portare un contributo molto forte e anche molto deciso, quello che forse negli anni passati... Non abbiamo, non abbiamo posto. Forse anche perché, e vado a chiudere, perché per troppi che fanno politica a tempo pieno tutti i giorni da troppi anni la politica è diventata un mestiere, mentre invece la politica deve essere anche, anche una professione, ma deve essere soprattutto l'estrinsecazione di valori, di idee, di prospettive ideali che uno ha dentro e che vuole poi portare come servizio nella comunità, per un certo periodo della sua vita, magari a tempo pieno, ma sostanzialmente per tutta la sua vita. Per molti la politica è diventata un mestiere e quando diventa un mestiere tu non vuoi perdere quel posto di lavoro lì e quindi sei disposto a qualsiasi compromesso, a qualsiasi sottovalutazione ed è un russo che noi non ci possiamo permettere. Chiudo: ci viene detto, con una qualche ragione, che il tempo della globalizzazione è concluso, io non credo che sia così ma sicuramente stiamo entrando in una fase nuova è sicuramente una fase nella quale il liberismo economico sfrenato cui abbiamo assistito negli ultimi anni, anche, oserei dire negli ultimi decadi pretende un, qualche correzione di rotta, benissimo però per costruire questa correzione di rotta io credo che il centro-sinistra senza trattino, il partito democratico debba costruirla insieme collaborando, cooperando, ragionando insieme e non a prioriisticamente decidendo che il futuro per queste posizioni politiche è già un nuovo partito laburista, perché non è quello che noi abbiamo voluto costruire. C'è stato ricordato da Castagnetti che il, partito socialista, eh, pardon, che il Partito Democratico in Europa ha consentito la nascita del gruppo dei socialisti e dei democratici, ma guardate che nel dibattito complessivo io credo anche in Europa, c'è cioè qui Patrizia Toglia da qualche parte, dovrebbe confermarcelo, è sul Partito Socialista Europeo, non sui Socialisti Democratici. Di nuovo, noi dobbiamo mettere i puntini sulle i su questo punto, perché se non lo mettiamo, e non c'è dubbio che molti di noi moriranno, lasceranno questo partito. Molti dei nostri amici lo hanno già fatto e altri lo faranno ancora, ma soprattutto molti elettori, ex elettori del PD lo hanno già fatto. Allora il mio è un appello forte per una ripresa del nostro lavoro a tutti i livelli con le nostre capacità per quelle che si hanno, poco o tante che siano, i temi ce li abbiamo, le possibilità ci sono, dobbiamo investire moltissimo sulle giovani generazioni sperando che queste ci siano, ma soprattutto dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri compagni del PD, se il PD vuole essere il partito del centro-sinistra senza trattino, bene, ci siamo. Se deve diventare un'altra cosa, e ci sono alcuni candidati, che rischiano di farlo diventare completamente un'altra cosa, al di là dell'Assemblea Costituente degli 87, allora si riapre tutto, si riapre tutto. Perché io personalmente non sono disponibile a essere trainato su posizioni che non sono le mie, che non rappresentano la mia storia, la mia cultura politica, che credo invece abbia la nostra cultura politica tutta la dignità per avere uno spazio ancora nel futuro della politica italiana. Grazie. Stefano Collina e si prepari Matteo Marcaccio. Grazie, grazie Pierluigi per l'invito per quest'occasione che a me ricorda il motivo per il quale mi ha fatto lasciare l'esperienza associativa del prepolitico della Sede Cattolica a provare la strada. Dell'impegno dell politico e eh, riguarda il tempo della caduta della democrazia cristiana, che rappresentò in quel momento un passaggio forte. Non a caso gli intellettuali cattolici si ritrovarono per riscrivere il codice di Camaldoli, nacque Carta 93, con Maria Letta Martini, con Leopoldo Elia. E, e lì si cercò anche lì di ricostruire, di reinterpretare questa fase storica perché si riconobbe un cambiamento epocale in, in qualche modo. E lì ho, ho capito una cosa che, che è il filo conduttore di tutto il mio impegno politico. La politica rinasce dalla città. E se oggi, dopo 30 anni, a Faenza, in comune, ci sono tre assessori dell'azione cattolica e degli scout, è perché abbiamo... Tenuto fede a quell'impegno nel Partito Democratico, eh, non da un'altra parte, sono lì. La politica rinasce dalla città. E allora se oggi eh, Gino Mazzoli faceva l'esempio e parlava di come nelle comunità bisogna ricostruire i legami, eh, questo qui è un tema che è possibile ancora oggi farlo. La questione è come si passa e come si collega tutto questo lavoro dandogli una dimensione politica nel senso di cui stiamo parlando oggi. Perché questo è il passaggio. E io le chiamo, la chiamo costruzione di alleanze nella società. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo. Secondo me il Partito Democratico è nato per questo, per costruire delle alleanze nella società e dare a loro una rappresentanza. Eh, perché vedete, non tutti gli italiani hanno votato centrodestra, nessun, non tutti hanno votato la destra, ma come riusciamo a organizzare una proposta politica alternativa che riporti... Al governo il centrosinistra, se non costruendo delle alleanze nella società. L'altro giorno hanno fatto lo sciopero la CGL ed erano soccocciati che su questa legge di bilancio avevano le stesse idee di Confindustria. Porca miseria. La allora, pensiamo uguale. Eh quando invece abbiamo scritto nella costituzione l'articolo 46 totalmente inattuato che forse ci dovrebbe far venire in mente che c'è un motivo se non abbiamo la stessa produttività della Germania e cioè non c'è la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende e questa è la politica che se porta avanti questo crea alleanze nella società ed è sfidante anche nei confronti dei soggetti intermedi che comunque hanno un ruolo all'interno della società. Questo è solo un esempio, perché dobbiamo affrontare il tema del lavoro. Adesso si dice Partito Democratico e del lavoro, no? anche questa... ma allora riusciamo a dare un'interpretazione ai problemi del lavoro dal punto di vista del riformismo? Perché se non c'è neanche questa capacità di arrivare a dare queste interpretazioni, allora possiamo ritirarci in buon ordine da un'altra parte. Qui noi dobbiamo affrontare i temi della nostra città, perché quando si parla di giovani dobbiamo chiederci come noi li andiamo a intercettare e che cosa gli offriamo. L'altro giorno sono stato in un'azienda della digitalizzazione e mi hanno detto che i migliori dieci ingegneri sono andati a lavorare in America. No, sono qui. Non hanno bisogno di andare in America. Prendono 150.000 dollari, si svegliano, stanno svegli la notte e, e non hanno i lumen sul luogo di lavoro, sul tavolo come le nostre norme sul, sull'igiene del lavoro eh, richiedono. Prima di andare a letto, portano i bambini a scuola e non hanno le. Tue, e, è tutto regolare, eh, non, non c'è mica niente da dire: è tutto trasparente. Ecco, regolare mi sembra una parola. ma Trasparente, cioè, è, è così c'è quelli poi se non li chiamano in Indonesia a lavorare, no? gli indonesiani sono sempre qua a lavorare. Ecco, allora, questi, queste frontiere, quindi ci ha raccontato la, 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 la professoressa alcune sfide, ma abbiamo anche delle sfide più concrete da affrontare. Allora io credo, ecco, a, a, a questi giovani noi dobbiamo essere capaci di offrire un messaggio ed essere capaci, come dico, già c'è la possibilità di innestare localmente, perché nella città si riesce a fare, c'è la rete sociale, c'è la rete associativa, c'è anche la rete politica, ma non riusciamo a fare questo salto. Io credo che il percorso che abbiamo fatto col Partito Democratico non sia da buttare via, è un percorso importante, è un percorso significativo che ci ha messo anche di fronte a delle situazioni alle quali noi, come dire, con difficoltà, sapevamo dare delle risposte, ma siamo stati costretti ad affrontare i temi, che difficilmente, secondo me, avremmo affrontato se non avessimo avuto l'occasione del Partito Democratico che ce li ha messi davanti nel, in un confronto che non era, ho finito, eh, tipicamente... Da posizioni contrapposte, insomma, io sono un partito, te sei un altro partito, io ho la mia posizione, te la tua posizione. No, siamo nello stesso partito e qui dobbiamo costruire la sintesi. Noi dobbiamo avere in mente la sintesi, perché se non facciamo sintesi, non saremo capaci di fare alleanze nella società e non saremo capaci di essere, come dire, in grado di svolgere il nostro ruolo all'interno della società italiana. Grazie. Matteo Marcaccio, io devo raccomandare di non sforare i cinque minuti perché già così siamo proprio sul filo perché noi poi abbiamo un pezzo della conclusione affidato a tre, a tre relatori che deve arrivare alla fine. Quindi noi prima delle cinque e mezza dobbiamo finire il dibattito se gli vogliamo lasciare almeno dieci minuti ciascuno a quelli che devono concludere. Allora prego, si prepari i tabacci poi. Sì, grazie. Innanzitutto permettetemi di ringraziare Pierluigi Castagnetti, il relatore di oggi, per averci regalato una bellissima giornata di politica, finalmente. Io vado subito al centro, al punto. Il tema, la domanda che ci è stata posta se ci è se c'è ancora posto per la, i cattolici democratici nella politica italiana. Io penso di sì. Anzi, ne sono convinto e lo dico con quella consapevolezza di chi fa da giovanissimo l'amministratore locale e presiede il, in, il, il Partito Democratico della provincia di Latina, che è una realtà molto complicata. Lo dico con quella consapevolezza di amministratore locale, di chi entra in contatto quotidianamente con i problemi reali delle persone, avendo come stella polare gli insegnamenti il, il, il popolarismo sturziano e con, la, e con la consapevolezza di chi fa parte del nostro partito e ne fa parte con orgoglio, ma purtroppo capisce che la percezione dei cittadini è una percezione stanca, vecchia. E con i quali noi riusciamo ad entrare, non più riusciamo ad entrare in sintonia. Quella manca una vera e propria connessione sentimentale. E tutto questo, guardate, proprio è proprio l'assenza che c'è nel nostro partito di politica, ma è anche delle radici che non si rivendicano con orgoglio. Io già sono stati bravissimi. I relatori, ma se io penso a dei flash che riguardano il nostro tempo al quale noi dovremmo dare delle risposte, purtroppo non sempre ci riusciamo. Ad esempio, penso subito alla guerra eh, che c'è in Ucraina, e quindi la questione della pace, della povertà, oppure alla questione dei rider, la, la questione del lavoro, la questione della didattica a distanza, dove, alla, la didattica a distanza dove aumenta la difficoltà di accesso al. Sapere, e quindi alle disuguaglianze vecchie che se, ne che se ne aggiungono di nuove e soprattutto la questione cruciale della digitale che, natura, che dominerà il mondo, che è stato già trattato prima. E poi la questione dell'astensionismo: dell questa fragilità della democrazia rappresentativa sempre più debole, dove perde il, il contatto tra l'eletto e l'elettore. Lo diceva benissimo anche ieri. Castagnetti nella sua intervista. Il tema è recuperare la virtù e non invece, purtroppo come spesso accade, mettere al centro la fedeltà. Alla capo, cosa che accade nel nostro partito. Ed ecco perché, se uno pensa a questi flash della, della nostra realtà dell'oggi, capiamo come veramente il cattolicesimo democratico è un antidoto efficacissimo a questi problemi. Ed ecco perché noi dobbiamo continuare a tenerlo, a tenerlo vivo. Perché guardate, o lo facciamo in questo momento cruciale della storia, oppure rischiamo che diventerà troppo tardi. Io concludo con guardate, ho portato un libro del 1947: Premesse della politica di Giorgio Labira. Quando uno poi dice chi è profeta. Giorgio Lapira nel 1947 scrive: la conclusione è questa: le radici ultime di questa crisi sono radici di pensiero. La crisi, prima di essere crisi politica ed economica, è crisi di idee. E questo, guardate, quale idea più forte è quella del Cattolicesimo democratico con tutte le sue declinazioni e le risposte a questi, a questi problemi. E quindi, io proprio per questo dico che dobbiamo continuare ad impegnarci perché ne ha bisogno l'Italia, ne ha bisogno l'Europa. E chiudo con le parole di Fabrizio Abate. Noi. Ci siamo noi giovani perché non vogliamo sopravvivere, ma vogliamo vivere. E per vivere appieno la nostra cittadinanza abbiamo bisogno di politica, abbiamo bisogno di far rivivere questa cultura politica. Grazie. Allora, prego Bruno, Bruno Tabacci. Si prepari di Giovan Paolo. Sono molto grato a Pierluigi per questa occasione. In fondo si tratta di, di un bagno importante, un'occasione di riflessione di grande significato, perché il dibattito di questi tempi non, non è che ci dà molte motivazioni, giusto il richiamo al cattolicesimo democratico una ispirazione, un'esperienza, una cultura politica non riconducibile al solo cattolicesimo sociale, il personalismo con i diritti e i doveri, la economia sociale di mercato, la Costituzione repubblicana, il parlamentarismo, l'autonomia nella unità e nella solidarietà, il proporzionalismo. E il ruolo del cittadino arbitro, come è stato ricordato prima dal professor Nicoletti a proposito di Ruffilli, nella scelta della rappresentanza, cose che sono andate disperdendosi, con degli effetti devastanti per la coesione sociale, economica e politica del Paese. Il presente, perché non è solo un convegno così, che vuole fare uno studio sul cattolicesimo democratico. Le domande pertinenti di Castagnetti sul percorso congressuale del PD, che ieri ha sintetizzato anche in una bella intervista sulla stampa. Ora io mi chiedo, se lui ha avanzato queste domande rifacendosi all'esperienza di un fondatore, immaginatevi se molti di noi, che non sono neppure iscritti, ma che sono attratti da un campo progressista, non si debbono porre le stesse domande. Le risposte venute in queste settimane dopo il 25 settembre sono parse incerte e contraddittorie. E mi spiace dirlo, ne abbiamo avuto conferma anche oggi. Ho trovato molto puntuale per questa ragione questa iniziativa e mi sono ritagliato il tempo per essere presente. Non sono sorpreso del livello e della qualità della partecipazione e degli interventi. D'altro canto in giro c'è una certa domanda nel nostro Paese che richiama questa attenzione e questa competenza nel prospettare le cose. Io vorrei personalmente partecipare al rilancio del Partito Democratico dopo l'esperienza compiuta in questi dieci anni di centro democratico. Ma mi chiedo, l'assemblea di oggi avrà una continuità oppure è stato... È stata una brillante iniziativa di Pierluigi. Mi hanno detto di partecipare al comitato costituente. L'avvio del dibattito precongressuale sui giornali me lo ha sconsigliato. Il che non significa che io che non stia guardando con attenzione, sono qui. Sto guardando con grandissima attenzione. Siamo in grado noi di correggere l'andamento di questo dibattito precongressuale, che è parso per alcuni aspetti anche nella corsa alle candidature, sganciato da una realtà? Aggiungo poi che io, sentendomi più a sinistra di molti di loro, questa retorica del Partito del Lavoro mi dà un qualche fastidio, non perché non creda a queste cose. La mia scuola diretta è quella di Albertino Marcore, quindi non è che ho bisogno di spiegare da dove vengo, chi sono e dove intendo andare. Però non desidero neanche che mi si facciano troppe lezioni, perché diversamente ho un tentativo di reazione. Allora, ed ho concluso, l'assemblea di oggi è in grado di introdurre un meccanismo di correzione oppure no? Se la risposta di Enrico è quella che ma vedremo poi andiamo, facciamo. Allora vuol dire che non abbiamo capito che la contemporanea polemica che avviene da una parte da 5 Stelle e dall'altra dall'azione di Calenda rischia di diventare distruttiva. Ma il problema dei contenuti è un problema che rimbalza su di noi. Diversamente che senso ha il richiamo al cattolicesimo democratico se non siamo in grado di implementarlo all'interno dell'attuale situazione? Ovviamente questo richiederebbe di parlare di economia, di... Problemi reali, concreti, della guerra, di tutto quello che c'è in giro. Eh, ma qui si vede se questa tradizione è in grado di reinverarsi e di produrre qualche cosa di efficace. Per quel che mi riguarda, io non chiedo nulla ovviamente, già a sentire, poi ho fatto anche troppo a sentire qualche intervento di prima, eh, ed è giusto che lasciamo il campo. Per la verità, io non ho mai voluto invadere il campo, eh, sono, eh, sono stati gli elettori che, in una condizione molto diciamo poco equilibrata perché io sono legato al, al cittadino arbitro quello di Ruffilli perché venivo eletto così nella storia della democrazia cristiana non è che c'era qualcuno che mi spingeva o mi cooptava non mi sono mai sentito cooptato mi sono sentito eletto farsi eleggere nella seconda repubblica è una cosa un po' più complicata perché con questi partiti che erano finti sostanzialmente inventati era molto più complicato e anche molto meno dire, in grado di, di, mo, di motivarti, insomma. Però, siccome la passione, ed Emita l'ha detto lasciandoci pochi, pochi mesi fa, non ci si dimette dalla politica. Io non mi sono dimesso, sono rimasto qui. E sono rimasto legato al filone nel quale avevo costruito, la mia appartenenza, la mia esperienza e anche la mia prospettiva. Però non possiamo lasciarla morire, al di là del fatto che qualcuno di noi ci sia o non ci sia, che è del tutto irrilevante, ma questo è un compito che ad un'assemblea di questo tipo spetta fino in fondo. Quindi se la volete portare avanti, qualcuno ancora c'è. Grazie a Bruno, Roberto di Giovan Paolo, si prepari Strizzolo. Chiaramente noi abbassiamo il livello rispetto alle relazioni che ci sono state, però eh, mi permetto per questo, siccome sono da, da quelli fortunati che in questi anni hanno continuato a scrivere, a fare articoli, anche a provocare un po' in vista di questi incontri, nelle chat, con amici, eccetera, di poter essere molto breve su discorsi generali. Perché da dove veniamo, ha detto prima Bruno, no? ognuno di noi può citare... Diciamo, le, le storie, i rapporti, le relazioni umane. Ecco, io prendo spunto non da questa questione di ora, su cui rispondo eh, poi dopo, perché poi bisogna uscire da questo incontro e sapere se ci siamo fatti una celebrazione oppure no. Io, l'altro anno, ho partecipato alla presentazione di un libro qui dentro che era sulla storia di un h <coughs> libro di Giorgio Merlo e ho sentito molti interventi. Molti erano bellissimi, nostalgici, celebravano, quello di Pierluigi ha posto una questione, Pierluigi lo sa perché gli scrissi durante il periodo natalizio, ha posto alcune questioni, cioè alcuni argomenti erano profondamente odierni, contemporanei, che è la cifra dei cattolici democratici, perché i cattolici sono tanti e molti cattolici stanno anche portando delle cose molto positive, io... Sono molto felice che il nostro delegato giovanile del Movimento Giovani di CIA, Bruno altri, eh, fa il ministro della Difesa e riesce a cambiare diciamo, le concezioni antidemocratiche di quella parte. È un bene per il Paese, però non è la mia prospettiva, perché i cattolici democratici sono quelli che Vittorio Emanuele Giuntella, in un libro della Studium anni fa, spiegò fossero i cattolici e la fede nella libertà, cioè quelli che avevano scelto... Il fatto di confrontarsi con la rivoluzione francese all'epoca e quindi con la contemporaneità adesso, con i problemi di oggi, con gli algoritmi, non semplicemente declinando quanto siamo stati e lo siamo stati nel passato. Perché il problema degli algoritmi che decidono le nostre vite, cito solo una cosa, no? semplicemente su questo. L'altro anno parlavi delle solitudini, Fabrizia, egregiamente. L'altro anno sono state. Vi do solo tre dati no? per dirci. L'altro anno sono stato prodotto, anno 2021, l'83% di mail di tutto il mondo che sono finite in spam, a proposito delle solitudini, eh? pure nelle nostre spam ovviamente. E il 90% delle foto che sono in tutti quanti gli smartphone è stato calcolato, sono all'incirca, tra una cosa e l'altra, circa 9 miliardi, di cui un miliardo e due prodotto l'altro anno che non saranno viste, a differenza dei nostri che predecessori, genitori, nonni che almeno ritornavano lì ci scrivevano dietro diciamo, rispetto a questo. L'87% dei post su Facebook hanno zero visualizzazioni a proposito di solitudini e algoritmi. Allora ti chiedi se quello è un social o seppure è un luogo dove, dove, dove c'è la necessità di vendere qualcosa. E allora il problema che c'è per stare ai fatti oggi è se io devo dividermi, io che ho fatto questo percorso nel Partito Democratico, arrivando insieme a Pierluigi e tanti altri nella Margherita, poi nel Partito Democratico, cioè, se devo dividermi tra un socialismo dei soli diritti senza doveri e un socialismo dei consumatori e delle imprese. Francamente, da operai di tutto il mondo unitevi al socialismo dei consumatori di tutto il mondo unitevi francamente vorrei chiedere agli amici nati socialisti so che alcuni si interrogano che cos'è il socialismo dei socialisti e democratici perché capisco che a Matteo non si è interessato no? noi sappiamo che lui è più tattico che strategico no? anche un po più personalista nel senso personale non del personalismo, ma se ci porti all'interno del Partito Socialisti e Democratici e manco facciamo la domanda a chi già c'è che cos'è il socialismo oggi, questo è un tema, ma il problema di questo partito, e sono contento che non a caso è rimasto Gianni ad ascoltarlo, a differenza anche di altri che passano come in altri convegni, il tema di oggi è se le culture politiche di qualunque tipo, compresa quella che viene dal PC, hanno posto nel Partito Democratico. Perché se hanno posto, e io sono in minoranza, posso combattere, ma non, se non c'è più nessuna cultura politica all'interno di un partito, quel partito è solo presenteismo e gossip. Ed è questo il problema che noi abbiamo di fronte. Allora, rispetto a questo sarò molto pratico perché l'ho scritto che cosa penso, che dobbiamo o possiamo fare. Il primo, rilanciare quello che noi siamo dando risposte concrete. Sì, certo che piangiamo Gerardo, piangiamo Ciriaco, ma piangiamo soprattutto il loro ragionamento sul fatto che anche il popolo, oltre alle elite, possa decidere nella politica. E quello che è stato detto da loro in questi anni è stato detto non solamente dai popolari del Partito Popolare Italiano ma dalla democrazia cristiana su questo, con gli errori, le macchie, gli sbagli che, che sono stati ricordati. E questo faceva parte anche della cultura di governo del PC, pure quando non era al governo, che viene cancellata anche da coloro che vengono da quelle storie, perché quando Goffredo Bettini mi racconta che il campo largo è quello di Ingrao, beh no, io ricordo di aver letto che Ingrao diceva di non parlare col segretario dell'azione cattolica per parlare con i cattolici e di non parlare con i rappresentanti dei partiti per parlare con i simpatizzanti di un partito. Ingrao era altro e se tu lo cancelli cancelli anche la tua cultura politica e quindi io non sto nel partito democratico per difendere la cultura dei cattolici democratici, sto per difendere la cultura politica all'interno di un partito. E se non c'è posto per noi, non c'è posto per nessuna cultura democratica. Non abbiamo il timore di esserci fuori da questo. E allora la risposta che io do è questa. L'ho fatto anche in un articolo. Io credo che nel prossimo anno c'è, non credo, è sicuro, il centenario del partito del, del popolo. Credo che il popolo debba tornare. Ad esserci considerando che ci sono giornali che vendono 2.000 copie, anzi qualcuno non vende nessuna copia e va solo nella rassegna stampa della sera dei, dei telegiornali. Allora francamente il popolo che ci ha avuto come primo direttore quello che per primo ha denunciato l'assassinio di Matteotti, cioè Do Giuseppe Donati che è morto in povertà a Parigi chiedendo se gli mandavano la biancheria intima, perché nemmeno più quella c'aveva. Noi dovremmo avere l'orgoglio sì in questo caso di rilanciare questo discorso ma di dire che lo facciamo perché vogliamo dire la nostra oggi nel 2023, non di quanto eravamo bravi prima. E la seconda cosa, permettetemi la provocazione su questo, lo sa tanto Pierluigi. Io farò la battaglia nel Partito Democratico, ripeto, cercando una soluzione a quella che sia il socialismo solo dei diritti e il socialismo dei consumatori e delle imprese. e se non mi sarà possibile essere maggioranza, sarò in minoranza. Molti di voi sanno, lo sono stato anche in condizioni, non è una cosa nuova per alcuni di noi. Però io voglio la doppia destra. Pierluigi, io rivoglio il Partito Popolare perché so che è possibile, come facevano i radicali, non essere alle elezioni, ma fare campagna in Italia per quello che nemmeno la sinistra ha avuto il coraggio di cancellare, per esempio la Bossi Fini. Voglio un referendum su quello, ce l'aveva il coraggio il Partito Democratico o i 5 Stelle di venire a firmare un referendum su questo? Io voglio raccogliere le firme, lo voglio fare come popolare, io voglio porre il problema dei giovani che in questo Paese grazie a due anni di pandemia, la prima volta di una guerra reale nel giardino di casa in Europa eccetera sono generazioni allo sbando e di questo non si parla si parla del merito solo per metterlo sopra come etichetta del ministero se noi poniamo questi argomenti se noi poniamo alcuni di questi argomenti che sono molto più progressisti e forieri di diritti e di doveri in questo paese se noi poniamo questi argomenti posso avere la doppia destra di Popolare e del Partito Democratico per esempio? secondo me sì L'ho fatto, me l'hanno fatto fare, me l'hanno chiesto, l'ho fatto volentieri col Partito Radicale Transnazionale posso farlo per casa mia? Io penso di sì. Allora non so se questo sarà possibile e mi rimetto assolutamente a quello che Pierluigi ha ricordato prima e a quello che decideremo assieme, però quello che è sicuro è che vista la situazione che c'è oggi non possiamo far finta di niente e rivederci per una prossima celebrazione da un anno. Grazie di Giovan Paolo. Ivano Strizzolo, poi si prepari Silvia Costa. Rapidamente, grazie Pierluigi. Questo è meglio di un congresso perché le relazioni di stamattina e quelle di questo pomeriggio sono state di grandissima levatura intellettuale, culturale e politica. E di fronte a una situazione complicata. Non solo per noi, ma per l'intero Paese in questo momento, certamente un ritorno alla politica con la P maiuscola è importantissimo. Possiamo dire tante cose, forse dico una cosa che non è condivisa. Abbiamo sbagliato... Intanto una brutta campagna elettorale, ma subito dopo il voto ad autofustigare, un disastro, abbiamo perso, ma come abbiamo perso? La maggioranza degli elettori italiani non ha votato il centrodestra, non ha votato la destra, se facciamo la somma dei voti. Quindi, perché questo autoflagellarsi? Naturalmente la stampa ci ha marciato sopra, televisioni, giornali, no? la sconfitta, il tracollo e non hanno detto niente della Lega che è passata dal 30% e passa all'8-9%. No, siamo passati e da lì è nato un processo allucinante. Allucinante per me serve, serviva, serve non una mutazione genetica del PD come pare stia avvenendo nonostante le smentite di stamattina di Enrico Letta serve un aggiornamento un aggiornamento dei documenti fondativi del PD perché certo la realtà di oggi non è quella di 15 anni fa ma qui mi pare che si sta andando avanti ad una mutazione del Partito Democratico rispetto alla quale se sarà così non solo io, ma tante altre persone non ci staranno più. Quindi il tema di oggi, eh, l'ha detto bene Bruno Tabacci, prima, cioè no, non possiamo concludere oggi perché dentro un congresso, un percorso già così complicato, faraginoso, la cosa migliore, la cosa migliore era preparare una candidatura cattolica democratica perché altrimenti ci limitiamo a fare dei bei ragionamenti, delle belle discussioni, dei bei approfondimenti, ma alla fine stringi stringi, tenendo conto che questo è il meccanismo, no? Perché tu devi presentare un candidato, ha fatto bene prima il professor Nicoletti a richiamare anche questi meccanismi. E l'altra cosa, cioè tutti oggi ci lamentiamo la diminuzione degli spazi di democrazia, ma anche noi siamo stati deboli in 25 anni, abbiamo assistito ad un bombardamento costante, 24 ore su 24 giornali, televisioni, certi mondi, a dare addosso alla politica e ai partiti. E oggi questi sono i risultati, perché la delegittimazione della politica, dei partiti e quindi delle istituzioni ha creato i mostri. In questo paese, ha creato la fibrillazione delle istituzioni. Si parla adesso del presidenzialismo e altre cose. La Costituzione va, è, è un qualcosa di molto delicato. Prima di mettere mano alla carta fondamentale, bisogna pensare ad un disegno complessivo, pesi e contrapesi, e non lanciare. Perché adesso chiaramente, avendo sfiducia nei partiti nella, nella politica venga l'uomo forte, elezione diretta del Presidente della Repubblica con poteri, eccetera. Quindi tutte queste cose importanti che sono state dette anche nei, nei vari interventi, ma alla fine una iniziativa concreta, non per rivendicare niente, perché abbiamo la convinzione che nel PD o c'è la presenza, l'apporto, senza avere... Nessuna pretesa esaustiva ovviamente, perché il PD, è stato detto, è nato dall'incontro di storie, di culture e politiche diverse, ma che avevano trovato una radice comune nei famosi documenti fondativi, sono stati ricordati Scopola e Reikling. Quindi si, tra si tratta non di stravolgere quei documenti, ma di aggiornarli. Se così non è, dobbiamo avere il coraggio e la responsabilità. Di assumere decisioni che rimarchino il fatto che se il PD modifica la sua impostazione originaria, non è più il PD, non è più il mio partito. Io ormai ho un'età che non ho un futuro politico, però ho il dovere, lo diceva anche Padre Occhetta, tutti noi abbiamo il dovere, di, concludo Pierluisi, di contribuire perché in qualche maniera. La politica in Italia eh, i problemi devono essere affrontati, quindi contribuiremo a far nascere qualche iniziativa, non lo so quale, certamente non assistendo a uno snaturamento del PD che porti poi il PD a fare la minoranza nei secoli dei secoli. S Silvia Costa eh, si prepari Luigi Zanda. Vuoi il microfono giù? Silvia, ti diamo il microfono giù. Stai seduta, stai seduta. Stai. Accompagnala però, che sennò qui cade. Silvia, Silvia. No, vuole parlare, forse da qua. Allora, no, sono a posto. Posto. Sì, no, grazie. Sostegno, no, 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 sostegno morale sì. Ma... No, no. Anzi, tanto seduta, sono seduta secondo me. sono molto felice di avere deciso oggi di uscire. <ride> È la prima volta che esco non per andare a fare la riabilitazione, ma passerà, speriamo. Comunque grazie veramente per lui. Ci volevi tu, vedi? Ci voleva questo richiamo forte dell'associazione popolari e soprattutto l'idea di stare in compagnia di persone con le quali si condividono. Tante cose, no? esperienze, storia, vita, politica, cultura e insomma passione, anche, anche confronti e dialettica, però insomma questo è, è ridarci un po' un'anima che ci siamo un po' persi per strada. Io vorrei dire che due sulle cose mi permetto, perché le relazioni che ho sentito sono state talmente interessanti e avremo bisogno di meditarle ancora. Ringrazio molto anche quest'ultimo eh, apporto che è stato dato prima. Però voglio dire solo eh, due. Piccole notazioni di premessa. Ci siamo chiesti e nasce da questo interrogativo molto giusto: se ancora ha ancora un senso la presenza dei cattolici in, in politica e quindi se c'è ancora una parola nuova che possono dire i cattolici democratici. Molte delle vostre relazioni lo hanno detto con molta chiarezza e molto bene. Voglio fare solo due piccolissimi richiami: uno è a un teologo importante come Romano Guardini. Che disse una cosa, una cosa che è centrale in questa, no? un po' le riunisce molte delle riflessioni che devo fare anche da Nicoletti e da altri. E cioè che lo sguardo, dice, lo specifico dello sguardo cristiano, è di avere saputo creare, tenere viva e dinamica, è stato detto, la tensione fra soggetto e oggetto, fra l'io nella realtà immanente e la trascendenza arrivando a dire appunto che senza questa dinamica, che è una dinamica che poi tu mi pare abbia detto incarnatoria, no? che, che, che sì. ma senza questa dinamica non c'è eh, dinamica né del pensiero né della eh, possibilità anche dell'agire politico, che quindi unisce la laicità, che abbiamo detto prima, dell'agire politico, con la, però anche la legittimità della religione nello spazio politico. E questo credo che sia la grande questione che oggi ci interroga. Noi oggi rischiamo di avere non una concezione così profonda della laicità e però anche una sorta di interdizione alla religione come legittimata entrare nello spazio politico. E Magatti, sociologo che io apprezzo molto e che ha fatto molte elaborazioni su questo punto. E dice in sostanza, partendo dal dato che, secondo lui, è anche un suo assunto, ma è anche una sua conclusione: senza che le radici cristiane sono le uniche che oggi possono parlare di speranza e di futuro, noi non siamo qui come nostalgici. Noi siamo sicuramente tutti noi, abbiamo le nostre nostalgie, ma siamo qui per dire che c'è qualcosa che possiamo dire di speranza e di futuro per, questo, per questa contemporaneità e che non ci fa paura di confrontarci con la modernità, come non l'ha fatta tanti protagonisti che avete citato e tanti che non abbiamo citato e Magatti dice appunto questo, che l'Occidente che nasce nell'umanesimo e anche nella ricerca scientifica e, nel, e ha però in qualche, modo, in qualche modo, pur con queste diciamo radici, faccio... Due, è una battuta, mi scuso, è molto, è molto più ampio il suo ragionamento, il modello scientifico-illuminista, il, il, il scientifico cioè tecnico-scientifico, in realtà questa tensione l'ha polarizzata in o no, soggetto o l'oggetto e di fatto ha in qualche modo sradicato. Le radici cristiane e che oggi dobbiamo capire che siamo di fronte. L'ho detto molto bene, io apprezzo molto quello di Fabrizia. Fabrizia dimostra che se c'è una nuova generazione di filosofi, di pensatori che fa riferimento a questa ispirazione di cui abbiamo enormemente bisogno e che da tanto tempo forse non ascoltavamo. Diciamocelo: uomini e donne eh, di questa generazione. Qui c'è un problema generazionale di cui farci carico. E, e, e che appunto il rischio del nichilismo eh, occidentale è quello che sta invadendo non soltanto l'Occidente, ma anche continenti come la Cina, come l'India, cioè questo ormai non pensare più che ci possa essere questa, questa sintesi. E l'altro giorno, e mi ricomplimento con Fioroni, se non lo vedo più, Lucio D'Ualdo, hanno fatto qui una riunione bellissima, io l'ho seguita a distanza, eh, sull'umanesimo eh, eh, dei luoghi, meraviglioso, con delle personalità straordinarie, fra cui Bonini, professor Bonini, rettore della LUMSA, che ha detto una cosa abbastanza drammatica. Ha detto: Abbiamo perso due generazioni nella trasmissione della nostra concezione dell'umanesimo. Non è esattamente forse proprio così, ma certamente lui, da, da giovane docente, che si confronta con la nuova generazione, capisce, e tu lo sai meglio di tutti, ecco che questa è una grande provocazione. Quindi noi abbiamo di fronte questa situazione. Quindi è una, è una, come dire, una condizione umana, eh, diciamo internazionale, non solo locale, non solo nazionale, e diciamo antropologica. No? che merita, che ha necessità di confrontarsi con questo pensiero, con questa proposta, che ci obbliga a studiare, ad approfondire, no, non bastano le ricette, ma anche ci dice non solo se c'è ancora bisogno o no, ma che c'è una responsabilità da esercitare. Noi non possiamo, eh, guardate, chi vi parla è nel Partito Democratico, ma sono un po' anarchiche, poi sono comunque una semplice iscritta, ci tengo a essere una semplice iscritta, ma certamente un disagio lo sentiamo, non penso che questa sia una sede propria del congresso, sia, ma è una sede esigente di cattolici democratici che si riconoscono meno nel Partito Democratico, ma che ricollegandosi con la tradizione, con la, col senso dell'associazione dei popolari, che era quella di essere in un campo che era di centro-sinistra, no? Ci fu una, una spaccatura ben, ben chiara allora, no? non è che siamo, non siamo neutrali rispetto agli schieramenti, forse rispetto ai partiti, ma siamo eh, aperti a questa dimensione. Io, come che è un dovere anche dell'associazione Popolare, apprezzato molto l'idea, il senso anche un po' tragico con cui Per eh, Luigi ha convocato questa riunione. Io me lo ricordo quando ha detto: c'è bisogno di questa responsabilità in questa fase storica di fronte a una destra. Che non pensavamo mai che potesse avere questo tipo di consenso e di fronte forse a una inadeguatezza del Partito Democratico che sentiamo avere una tendenzialmente, insomma, essere un po' asfittico. E non sono son stata rassicurata oggi nemmeno dalle parole di Enrico Letta, e mi dispiace molto perché veniamo allora. da una storia simile. E mi dispiace molto. Allora, io penso che noi abbiamo pretuto di a dire questo, che c'è una responsabilità che ci appartiene. Non possiamo abdicare a questa responsabilità nelle modalità, nei modi e nei luoghi che meglio riusciremo a esprimere. Siamo d'accordo su questo? Vogliamo che questa associazione, che questa assemblea diventi un luogo permanente, aperto, di confronto. Mi fa piacere vedere anche Cooper, l'ho visto prima, Insomma, sì, ecco, questo deve essere una COINE nella quale, però, partendo da una naturalmente da, da radici precise, da, da un'ispirazione che a nostro giudizio oggi è profetica, non è nostalgica ha da dire molte cose. Che noi vogliamo esercitare questa responsabilità. Può essere questo. Roberto ha parlato provocatoriamente di una, di una doppia tessera, perché, perché no? Ma insomma, ci deve essere alla fine qualcosa che ci dice che questo è un, una, un abbiamo ripreso la via. C'è stato troppo silenzio per tanti anni, lo diciamo questo. È mancata. E guardate la solitudine, e anche la solitudine di eletti, in cui c'è Patrizia Toia, lo sa molto bene, quando gruppo, nel gruppo che sì, si chiama SD, grazie anche a noi, mh? perché se no. Non sarebbe stato così. Mentre invece l'adesione al gruppo socialista che vuole Renzi è socialista, punto. Invece il gruppo si chiama Socialisti e Democratici. E io mi sarei fermata lì, ma questa è andata la storia in quel modo. Noi abbiamo avuto una solitudine, l'abbiamo vissuta perché c'è in Europa una marginalità dell'ispirazione cristiana, delle determinate che poniamo, il senso dell'etica è ormai un po' molto individualista e un po' radicale, ma noi dobbiamo starci su questa questione. E perché la solitudine? Perché c'è stato anche un vuoto alle spalle di elaborazione anche del nostro mondo, di, eh, di, di sostegno, di comprensione, di poterci confrontare. Guardate, questa è una malattia contemporanea di chi si mette in politica anche su questo fronte. Eh, Seconda velocemente considerazione, se questo è vero, noi questo non lo dobbiamo solo per senso di responsabilità verso i contemporanei e qui c'è una punta che non è nostalgia ma è memoria e serve la memoria, ma anche di restituzione a chi, non soltanto i grandi protagonisti, ma anche i medi eh, protagonisti e le donne. Poche siamo, poco riconosciute, poco, poco, eh, poco eh, richiamate nel loro pensiero. Io sono un po' colpita dal fatto che quando ci si, anche nell'ambito cattolico-democratico si fa riferimento a un pensiero, a chi ha innovato, a chi ha imparato nel loro tempo, non si ricordino delle battaglie straordinarie fatte da donne cattolico-democratiche. Penso alla battaglia della, Martini, della Marietta Martini sul diritto di famiglia che era assolutamente avanzato rispetto ai costumi, rispetto alla, alla, alla cultura contemporanea. Pensate soltanto al riconoscimento dei figli illegittimi nati fra matrimonio, pensate alla parità dei genitori. Penso alla Falcucci sulla scuola, ma vogliamo ricordarla, che è stata una campionessa a riaverci di, di Ministro dell'Istituto sul tema della partecipazione agli organi legali e la prima legge in Europa su, sull'inserimento dei disabili nelle scuole l'ha fatto la, la, la Franca Falcucci, ci ricordiamo? No, noi abbiamo un primato in Europa. Penso all'Anselmi eh, alla, alla, all sulla sul, dignità del lavoro, sulla parità, sulla salute come bene pubblico. Mi fermo qui, ma avremmo da ricordare anche le madri della Repubblica che spesso sono un po' mh, dimenticate anche in questo campo e anche in questo ambito. Ecco, solo per dire che abbiamo anche il dovere della restituzione. E allora io penso che se noi abbiamo questa convenzione e ci ritroviamo, bene, qui ci sono... Questa associazione potrebbe senza essere, essere egemonica, ma in qualche modo federare, se ti ho detto, e chiudo, tutte queste delle esperienze straordinarie dalle conness, dal, dal gruppo connessioni di, di Padre Ochetta. A, a pensatori, penso vedo lì eh, Ernesto Preziosi che tesse delle bellissime reti, eh, eccetera. Abbiamo associazioni che sono risvegliate. Io ho visto il giovane presidente dizione Cattolica con un sigillo bravissimo o delle ACLI, Insomma, perché non cercare di incrociare di nuovo? Era questa la nostra dimensione. No? Quella che si parlava del piano di sotto, che in realtà è ciò che è dall'infa al piano di sopra. Ovvero queste esperienze, che però non sono soltanto esperienze ecclesiali o esperienze culturali, ma sono esperienze. Che vogliono influenzare la l'agone e l'azione politica e possibilmente anche alimentare finalmente un po' di formazione che non si fanno ormai da almeno due generazioni di democratici o di partito democratico, perché questo è veramente grave. Perché? Perché il partito che riconosce il ruolo della formazione vuol dire che ha a cuore le persone libere, autonome, che pensano con la loro testa che crescono e che nella crescita dalle autonomie locali in su probabilmente esprimono anche qualche risposta importante per il Paese. Quando non si investe in formazione vuol dire che non vuoi persone libere e autonome, vuoi dei gregari, vuoi delle, dei fedeli e vuoi persone che non mettono in discussione un certo diciamo, organi, organigramma. Questo non è il periodo democratico per il quale io mi sono battuta, però io non credo che questa sia la sede nella quale noi dobbiamo è, essere una, delle, non siamo una, una nuova corrente del periodo democratico, siamo un'associazione politico-culturale che ha avuto un mandato no? che era quello di interpretare il popolarismo e che lo fa perché oggi c'è bisogno di questa cultura politica non nel Paese democratico ma anche in generale nel nostro Paese, perché c'è una risposta da dare anche a tanti giovani che hanno votato la destra in modo acritico, perché non conoscono nemmeno la storia. Credo che questo sia un dovere morale prima ancora che politico e quindi io ringrazio di questo che Luigi e spero che sia questa un po' la conclusione perlomeno di indirizzo che vorremmo dare tutti insieme. Eh, sì, sì, lo so, grazie. Posso? Grazie, c'è un cavaliere fantastico. Faccio ancora un momento giovanile. Allora, Luigi Zanda, per piacere, e si prepari Paolo Bufano. Io ringrazio molto Pierluigi Castagnetti per questa iniziativa e soprattutto per avermi invitato, mi dispiace, mi scuso, io questa mattina ho potuto ascoltare solo lui e Padre Occhetta ed è quindi a loro che un po' mi riferisco, che se poche cose che volevo dirvi. Io devo dirvi intanto in premessa che in me coesistono due anime. Un'anima cattolica che riguarda la mia però personale rapporto con la spiritualità e un'anima assolutamente laica dal punto di vista politico, laica che è sempre stata laica dai tempi in cui mi, delle, delle prime elezioni a cui ho partecipato all'Università all di Roma ed è per questa ragione che credo che l'interrogativo che pone questa, questo convegno sia in qualche modo anche un, abbia qualcosa di retorico perché penso che nessuno possa dubitare sulla necessità e sull'utilità eh, della presenza dei cattolici democratici nella politica italiana oggi. Guardate io ho conosciuto, ho lavorato, e ho avvicinato, ho parlato con tanti, eh, chiamiamoli, mostri sacri del cattolicesimo democratico. Eh, Bruno Tabacci ricordava Marcora, ma ne possiamo ricordare tanti altri. Eh, e devo dire, molto sinceramente, molto francamente, che penso che nel sistema politico italiano... Eh, quei cattolici democratici possono rappresentare il massimo della laicità politica del nostro sistema, il massimo della laicità politica. Cattolici sì, ma in politica laici in assoluto. E ci sono molte, molte fasi della storia d'Italia in cui questo è, è provato. Io voglio ricordare soltanto che si deve proprio ai cattolici democratici il continuo sforzo, la continua ricerca a eliminare nel nostro Paese la contrapposizione che non è soltanto politica ma anche culturale tra laici e cattolici. Ed è stata proprio la laicità politica di quei cattolici democratici a rendere in tante occasioni, in tanti momenti meno aspro lo scontro. Ed è anche per, io penso, la necessità politica che l'Italia aveva di eh, rendere meno acuto lo scontro tra laici e cattolici che io devo dirvi che non ho apprezzato quei vent'anni che, che hanno un po' colpito il cattolicesimo democratico italiano, che gli anni del, del cardinal Ruini, gli anni del ruinismo. Io non li ho apprezzati, penso che... Da quegli anni non sia venuto nessun aiuto alla crescita, alla maturità dell'impegno dei cattolici democratici nella, nella politica italiana. Oggi io penso che i cattolici democratici abbiano essenzialmente due doveri e li ricavo dalla relazione di Pierluigi Castagnetti e da quella di Padre Occhetta. Il dovere di, di non tacere. È il dovere di fare politica. Possono sembrare due doveri banali, ma sono due doveri essenziali, direi vitali. Per chi eh, fa politica nel Partito Democratico, ne ha parlato Perluigi stamattina, il dovere di non tacere consiste nel non assistere immobili al declino del partito. Io non ho condiviso l'idea di chiamare Costituente quella commissione di, di lavoro che è stata istituita. Sono stato inserito in quella commissione senza essere stato consultato. Ho partecipato alle prime riunioni e poi ho dovuto, eh, ho dovuto rassegnare le dimissioni perché non, devo dirvi, io non, non, non condividevo al di là dei contenuti, al di là delle anche del discussioni che nelle prime riunioni si sono accese, non condividevo eh, in modo radicale il metodo. Eh, penso che avesse ragione Emanuele Macaluso quando diceva che il Partito Democratico è nato in fretta, è nato in fretta senza, senza una riflessione accurata e vorrei dirvi anche senza un'analisi, un'analisi delle ragioni per le quali i due partiti fondatori erano entrati in crisi elettorale che si ripeteva ormai da alcune elezioni politiche e che forse è stata la spinta maggiore alla, a trovare l'unità e quella, quella mancata approfondimento del basico della natura del partito e forse sta alla base di una eh, crisi che abbiamo sempre rimandato nel tempo perché, perché l'andamento della politica ce la, faceva, ce la faceva rimandare io credo che sarebbe è stato molto meglio avviare una grande conferenza nazionale che avesse una lunga durata, anche di un anno, e che il partito fosse, potesse avere una, una fase, chiamiamola di interregno, di passaggio, una fase di passaggio nella quale si eh, analizzavano le ragioni della nostra, della nostra, eh, della nostra crisi. Ma non basta, parlare, non basta parlare, perché serve anche fare politica. E cosa significa fare politica oggi in Italia? Guardate, noi eh, negli ultimi 15-20 anni in Italia abbiamo un po' cessato di fare politica. Eh? Sono 15 anni che noi non facciamo politica. Noi siamo, in, siamo eh, incalzati quotidianamente dall'urgenza. Abbiamo le le radici della vittoria della destra vanno ricercate proprio in questa mancanza di politica da parte di tutti e devo dire anche da parte dei cattolici democratici. L'urgenza ci ha fatto, ci, ci, ci insiste sul piano istituzionale: noi abbiamo un paese che è governato da vent'anni soltanto con decreti legge, e l'urgenza ci. Ci sta addosso sul piano politico, noi il Conte 2 l'abbiamo fatto con l'urgenza e la preoccupazione che Salvini vincesse le elezioni. Il governo Draghi l'abbiamo fatto con l'urgenza della, della crisi economica e il richiamo del Presidente della Repubblica. Diciamo pure anche il segretario del Partito Democratico, noi l'abbiamo eletto nell'urgenza, nell'urgenza di, di, delle dimissioni improvvise di Zingaretti. Ed ecco la necessità di far politica. Far politica significa per noi, dovrebbe significare, non soltanto per i cattolici democratici, ma per chi è impegnato in politica nel nostro Paese, incominciare ad esprimere posizioni importanti sulle grandi questioni. Sulle grandi questioni. Guardate, il POS è importante, il POS è una cosa importante, ma il futuro dell'Italia non dipende dal POS. Forse bisognerebbe incominciare a mettere a fuoco in finale. Padrochetta ha fatto un accenno alla riforma presidenziale che Giorgia Meloni ha, ha, ha promesso. Beh, forse sarebbe il caso che incominciare a mettere a fuoco qualcosa sul futuro istituzionale del Paese, visto che tutti siamo convinti che qualcosa occorra fare, e dobbiamo quindi intanto decidere se vogliamo proseguire con una Repubblica parlamentare o passare a una Repubblica presidenziale, oppure, oppure come cambiare la Repubblica parlamentare, come migliorarla, come renderla più efficiente. E poi il, il tema, tema dell'Europa. Io penso che ci sia una necessità eh, di intervenire dal punto di vista della prevenzione, questa, questo, questa corruzione che emerge. Merita del, una risposta anche dal punto di vista, eh, diciamo così, giudiziario, eh, ma, eh, ma forse serve anche una risposta politica. Eh? E una risposta politica sull'Europa è quella di riprendere un cammino introdotto. L'Europa attuale non è l'Europa di Ventotene. Questa è un'Europa che si è fermata a metà, che ha fatto che è diciamo, andata molto avanti sull'unità politica, ma è rimasta molto indietro nell'unità, nell è andata avanti in unità economica e non è, andata, è rimasta indietro nell'unità in politica. E, ecco, io credo che, che eh, per i cattolici democratici, mi posso permettere un'indicazione, forse è, è giunto il momento, se vogliono far politica, e credo che lo vogliono, questa assemblea lo dimostra, se voglio rompere il silenzio, ecco, forse conviene incominciare a incamminarsi sulla messa a fuoco delle grandi questioni, che sono grandi questioni nazionali e grandi questioni europee, perché è lì che si potrà cercare di riprendere un po' la gloria di chi eh, 40 anni fa, 50 anni fa, proprio di quelle grandi questioni si è occupato. E grazie ancora Pierluigi. Grazie. Grazie a Luigi Zanda. Allora Paolo Bufano, avevamo detto, rinuncia Paolo Bufano, abbiamo Stefano Lepri e Del Rio poi. Anzitutto, anzitutto grazie a Pierluigi perché questa. Assemblea l'attendevamo da tempo, era molto 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 attesa e non ha deluso le aspettative, sono stato molto contento davvero del livello straordinario degli interventi e della guida così autorevole di Pierluigi. Eh, è stata anche l'occasione per fare un po' il punto sui 15 anni di presenza dei cattolici democratici nel PD. Naturalmente non si concluderà in questa sede questa valutazione, però è stato opportuno e bene che finalmente l'abbiamo cominciata questa valutazione e io non mi soffermo sui punti di forza che la nostra presenza ha assicurato al partito e all'Italia in questi 15 anni. E mi limito evidentemente, perché il tempo è pochissimo, a riflettere sui punti di debolezza, almeno alcuni, che mi sembrano... Emergere anche da questo dibattito. Mi pare che soprattutto si può riassumere così: la nostra presenza ha peccato di un combinato, di un intreccio di eccessi, di un eccesso di mescolamento, di un eccesso di pudore nel rivendicare la nostra cultura politica e nell'eccesso di leadership, anche dei nostri leader, che hanno, come ben sappiamo, Determinato filiere di potere e che hanno, lo dico in modo semplice, costretto molti alla biura e portato molti altri al renegamento. L'idea sottesa, vado sempre molto in sintesi perché non ho tempo di argomentare, alla fine era questa: bastano i contenuti. L'obiettivo sono i contenuti, non importa rivendicare la cultura politica, l'importante è arrivare al risultato. E però eh, questa eh, previsione si è rivelata credo fallace, o almeno in parte fallace, anche se alcuni risultati importanti li abbiamo ottenuti eh, indiscutibilmente anche in quest'ultima legislatura appena finita. L'obiezione e il limite a questa idea bastano i contenuti, non serve l'identità, si è scontrata da un lato con il vizio egemonico dei nostri compagni di viaggio, che riemerge prepotentemente e di continuo, basta leggere le ultime interviste di Orlando e di Bettini. L'idea che hanno in testa è non solo, ritorniamo al modello del Partito Socialista, ma noi serviamo, esattamente come diceva Pierluigi, perché rappresentiamo la Caritas, perché eh, l'esperienza del volontariato, delle reti sociali, aiuta il socialismo, ecco, in una logica eh, sussidiaria se non servile, eh, se non da ancelle quasi. E secondo questa idea per cui bastano i contenuti e non serve più di tanto l'identità, eh, si è scontrata con... L'evidente consapevolezza per cui, mancando l'identità, ci siamo frammentati, ci siamo divisi e non abbiamo combattuto come si può fare invece forti dell'unità. Ci siamo rivelati in molti casi deboli sulle battaglie di contenuto. Faccio degli esempi: non abbiamo combattuto, nonostante che la nostra cultura sia fortissima e chiarissima, l'esigenza di dare centralità al Parlamento alla partecipazione dei cittadini, non abbiamo contrastato abbastanza, anzi abbiamo assecondato questa deriva lideristica, lo strapotere degli esecutivi, abbiamo votato senza quasi colpo ferire la legge elettorale del 2017 che ha consegnato poi l'esito elettorale che sappiamo, cioè la scelta delle candidature in mano a chi vince un congresso di quattro anni fa. Non abbiamo fermato il discredito della politica. penso all'asservimento all per cui la scelta dell'abolizione dell del finanziamento pubblico dei partiti è passata quasi come un dovere eh, da sacrificare sull'altare del populismo. Non abbiamo fermato la torsione identitaria e radicale che in, soprattutto in quest'ultimo anno si è affermata. Non l'abbiamo fermata, nonostante qualche San Sebastiano i più si sono accucciati, adeguati al mainstreaming. Eh, magari appunto perché le elezioni si stavano avvicinando per ripartire quindi ehm, beh è evidente che io penso non da solo, mi pare che ci siamo largamente eh, convinti in tanti occorra costruire un'area culturale costruire un'area culturale presente in modo organizzato nel Partito Democratico anzitutto liberandoci dal pudore di dire chi siamo, anche se siamo minoranza. Secondo, dobbiamo pretendere una sintesi sulle tante questioni che affrontiamo nell'agenda parlamentare non solo, ad ogni livello di governo, che non è la fusione per cui arriva una cosa diversa rispetto a chi questa fusione fa. E non è neanche una fusione per incorporazione, usando un termine giuridico, ma è, vorrei dire così, un po' come il composto chimico. Il composto chimico non è altro che la somma di elementi che si uniscono e fanno un composto, appunto. Ma noi sappiamo che l'acqua è H2O. Ci sono due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Noi possiamo anche essere l'unico atomo in minoranza, però portiamo l'ossigeno e facciamo l'acqua. Terzo, dobbiamo dotarci di un erbo organizzativo. C'è un mondo che ci aspetta, ci hanno spiegato, ma se non c'è quella regia nazionale, questo mondo resta scollegato. Al massimo il collegamento può essere locale, ma quella ricchezza così straordinaria resta politicamente inespressa. Quarto, bisogna rielaborare la nostra cultura politica, rielaborarla di fronte alle grandi sfide e ai grandissimi cambiamenti che abbiamo sentito anche in queste ore così chiaramente illustrarci. Dobbiamo ripensare, esemplificando, non rimanendo diciamo, al, al livello della visione che è stata ancora oggi così lucidamente rappresentata, ma su battaglie, su concretezza, ridefinire e individuare l'agenda politica ispirata alla comunità e alla fraternità. Cinque, dobbiamo costruire una leadership diffusa, anche coraggiosa, capace appunto di fare comunità tra leader. E ci vuole anche generosità e ci vuole anche investitura del leadership, perché se non sono investite queste leadership non avranno mai la forza di rappresentarsi fino in fondo. E sesto, ultimo e concludo, ci vuole un grande slancio di amicizia e di incontro. Ecco, da questo ci riconosceranno, dall'amore. Però dovremmo anche, credo, dire contemporaneamente chi siamo e come viviamo. E dovremo rappresentarlo, senza esagerare, intendiamoci. Grazie. Grazie. Graziano Del Rio. Poi si prepari Monica Ippolito. Grazie, allora eh, grazie davvero Pierluigi, grazie Gian Paolo e tutti quelli che hanno organizzato questa giornata, credo che sia eh, stata un'occasione davvero molto bella fino, ad oggi, fino adesso di, di riflessione, cosa di cui eh, sentivamo tutti il bisogno e anche e soprattutto... Mi pare che tutti noi, io incluso, sollecitiamo il fatto che questo luogo, questa associazione continui a essere un momento appunto in cui elaboriamo, perché io non vorrei che cadessimo in una tentazione quella di pensare che l'eredità del passato ci ha già preparato al futuro. Il convegno di oggi e cioè le riflessioni di oggi ci dicono che ci conviene camminare sulle spalle dei giganti che avevamo, ma ci conviene anche stare sulle loro spalle per guardare avanti, non per guardare indietro, per guardare le sfide nuove. Per esempio io credo che il tema di come la cultura cattolico-democratica possa dare un contributo sulla questione fondamentale che riguarda la libertà, che riguarda l'uguaglianza, che riguarda anche la fraternità, tutte e tre. Eh, tutte e tre queste parole magiche della rivoluzione francese. Il tema è il tema del rapporto con la tecnologia, cioè, noi siamo in grado di garantire che i nostri figli crescono liberi, che potranno fare scelte libere. C'è un sociologo francese molto importante, Stigler, che racconta del fatto che la prima rivoluzione industriale ci ha tolto la capacità di saper fare con le nostre mani, no? I miei figli sono imbranatissimi, non sanno riparare la bicicletta. Noi eravamo, insomma, più o meno fino lì ci arrivavamo. Poi la rivoluzione dei consumi ci ha tolto la capacità di decidere, di decidere quello che, che mangiamo, di decidere quello che. E la terza rivoluzione tecnologica, però, è molto più pericolosa delle due precedenti. Perché la terza rivoluzione tecnologica ci toglierà la facoltà di saper pensare. E siccome è nel perché tu non avrai più nemmeno la fatica di dover decidere, la tecnologia ti toglierà questa, questa fatica. Entrerai in casa, adesso lo dico da medico, eh, ci sarà un sensore che ti dice quanti battiti hai, quanto stanco sei. Eh, e quindi ti dirà guarda adesso ti, ti preparo una minestrina calda a 38 gradi di verdura perché tu hai bisogno di quello perché la digerirai in 45 minuti eccetera eccetera capite siamo già lì siamo già oltre come diceva giustamente la professoressa e in tutto questo questo rapporto con la tecnologia entra in campo violentemente un patrimonio della nostra cultura che è il senso del limite che è il senso del limite Guardini diceva appunto, come è stato citato prima, io amo molto questo filosofo. Guardini diceva appunto che all'uomo viene data una potenza incommensurabile, ma è l'uomo in grado di gestire questa potenza senza, come dire, è in grado, ha la capacità di gestirla o a un certo punto si deve ritirare da questa potenzialità infinita? È un problema, eh? È un problema. Avremo la facoltà di modificare i nostri geni, ci dobbiamo ritirare o dobbiamo continuare? Allora capite che eh, il fatto di avere, sempre per citare Guardini, un punto di osservazione fuori da noi, perché dice appunto che i cristiani hanno la capacità di avere non solo di vivere la concretezza della vita ed essere immersi nella storia, ma però hanno un vantaggio che hanno un punto di osservazione alto che permette in un qualche modo di vederne la complessità della loro storia, eccetera, Questa, questo bisogno c'è nella società. Chiamiamolo bisogno di spiritualità, chiamiamolo bisogno di non ridurre la politica solo a un gioco economico. Ma com'è che tutte le volte che si fa un provvedimento, diciamo abbiamo messo 3 miliardi, 2 miliardi, 4 miliardi, ma non c'è solo il problema economico? E il Partito Democratico non può parlare solo di numeri, ma deve parlare di senso, di relazione, di eh, dare degli orizzonti. La politica ha un orizzonte di senso. Il grande storico tedesco Moss diceva appunto. Nel, in questo libro, della nazionalizzazione delle masse, diceva che il Hitler aveva ereditato del cristianesimo la capacità dei miti e della simbologia. E quindi la politica, le masse sono state trascinate dai miti e dalla simbologia, non dai risultati economici. E questo tema, questo tema diventa attualissimo nei momenti di crisi, perché noi stiamo osservando la crisi della democrazia parlamentare. E la crisi della democrazia parlamentare, che era una delle ossessioni di Moro della democrazia rappresentativa, la crisi della democrazia rappresentativa è molto più forte nei momenti in cui, come questi, se ci badate, l'attrazione verso le, i regimi autocratici è molto forte in questo momento. Allora noi, capite, se noi abbiamo un patrimonio invece di idee, di cultura che riflette modernamente su questa su questo settore è evidente che il nostro contributo può essere utile a patto, che, a patto che sia un contributo culturalmente fondato, storicamente approfondito, offerto con molta umiltà e non con arroganza, non con la, la pretesa di avere la verità, perché noi siamo alla ricerca della verità, non siamo depositari di una verità, figuriamoci non siamo depositari di una verità assoluta. Almeno io non mi sento depositare di una, come dire, di una verità assoluta, non me la sento io addosso, figuriamoci la possiamo avere nel, nel campo della storia e della politica. Ecco, questo per dare un, un primo contributo di contesto. Il secondo contributo è più pratico. Cosa c'entra questo col PD? Io credo che questo centri molto col PD. Perché il PD, il Partito Democratico, nasce esattamente sull'ambizione, come diceva giustamente Pierluigi all'inizio di questa giornata, con l'ambizione di voler rappresentare qualcosa di nuovo e di più, qualcosa di nuovo e di più rispetto alle storie che ne sono state originate, che però si basa sull'intuizione, un'intuizione fondamentale, che era ancora una volta un'intuizione morotea, cioè di mettere insieme le forze che avevano fatto la Costituzione. E che poi avevano fatto il centrosinistra perché cosa? Per fare in modo che il popolo diventasse protagonista della democrazia, che la democrazia diventasse compiuta. Ora, da un lato, la tecnologia rischia di farci sentire tutti, come dire, legati a un'unica religione, a un'unica tecnologia e all'unica religione del consumo e dell'individualismo. Dall'altro lato, però, noi dobbiamo ribadire che l'appartenenza alla comunità umana è il vero senso. La vera, eh, la vera sfida e che quindi questa appartenenza alla comunità umana ci dà un senso di responsabilità, perché tutti i cittadini abbiano uguali opportunità. Allora l'unione delle culture ha rappresentato questo, no? Cioè alla fine, riducendo al minimo il nostro modo di stare insieme a coloro che univano della tradizione socialista, ha rappresentato questo: quest'ansia, quest'anelito che avevamo perché tutto il popolo, perché i figli dei dei poveri diventassero laureati perché le donne potessero avere emancipazione, un grande percorso di emancipazione e di progresso. È chiaro che dobbiamo ridiscutere anche cos'è il progresso, perché come diceva Pasolini, se la disponibilità dei beni di consumo uccide tutto quello che c'è prima, uccide le tradizioni, i dialetti, il radicamento, il comune, quel progresso lì non è progresso, se uccide la capacità di riconoscere che nella relazione che noi viviamo, fin da quando appunto che per esempio non so perché, ma possiamo noi continuare a essere uno stimolo dentro la sinistra perché rifletta sul valore fondamentale in un momento di slegatura, di individualismo della famiglia, della famiglia come primo legame, come legame di gratuità, esempio di gratuità. Ma pensate che lo Stato faccia più, abbia fatto più per me di quanto abbia fatto mia madre e mio padre? Ma riflettete su questo, è, un re, è realismo questo non è ideologia familistica, ma noi sappiamo che se lo, la funzione dello Stato, la funzione, ma come potrebbe essere la funzione dello Stato? Certo io divento laureato con mio padre alla terza elementare perché c'è anche stato un sindaco che ha fatto le biblioteche in ogni quartiere, certo lì c'è l'idea anche no, che io potevo così andare a leggermi i libri gratuitamente, ma, ma però quello che ha fatto la mia famiglia per me è molto di più di quello che avrà potuto fare qualsiasi istituzione politica. Questo è il punto, quindi noi sappiamo che tutte le persone vivono di queste cose, ma cosa stiamo a parlargli di, di, cioè di problemi che sono marginalissimi quando abbiamo questo problema oggi, oggi? E allora noi diciamo attenzione, la comunità familiare, il tema delle relazioni, ma io dico anche pensate, noi stiamo perdendo l'occasione di dire che la comunità energetica è una risposta alla crisi energetica perché si può autoprodurre energia ed è un pensiero fortemente innovativo e anche fortemente trasversale rispetto al pensiero del cliente consumatore. Diventa il produttore di energia, di energia libera per tutti, della natura, dell'ecologia integrale. Cioè noi investendo sulle comunità, le comunità educanti, le comunità energetiche, le comun... pensate che c'è un progetto del Ministero della Salute. Per fare le case di comunità, no, Beatrice? E quindi è un progetto che vale miliardi e che dovrebbe fare quella roba che Gino descriveva, cioè trasformare il parrucchiere in una sentinella sociale. Però la destra lo sta archiviando. Ecco però voglio tornare a prima cioè ci sono mille ragioni perché io mi sento convintamente dentro il Partito Democratico e credo che quella scelta sia stata la scelta giusta. Ci sono mille ragioni, ma qual è il problema in questo momento? E che mentre io posso sedermi con Gianni Cuperlo, adesso cito lui perché oggi è stato qui con noi tutto il giorno e, e che la dice lunga sulla, sulla qualità e, e l'attenzione che ha Gianni. Mentre io posso sedermi, io posso sedermi con Gianni Cuperlo e discutere e dico guarda che io... Non ho paura, l'ho detto anche a alcuni amici dell'area dell riformista del PD. Ho detto: ma, ma possiamo avere paura noi cattolici di sederci per avere più uguaglianza in questa società? Ma possiamo noi avere paura di questa roba qua? Ma stiamo scherzando, eh? Ma possiamo noi aver paura di sederci per la povertà, per, per combattere la povertà? Scusate, ma facciamo un seminario di sette giorni su questa roba qua, su come rendere questa società più giusta? Ma sette giorni! Ma non facciamo 70 interviste per dire che spostiamo a sinistra, ma che sin cosa vuol dire spostiamo a sinistra? Cosa vuol dire? Perché abbiamo fatto, abbiamo fatto una scissione, cioè articolo 1 si è scissa per dire che il Paese chiedeva un partito più di sinistra. E', e quindi l'1,5%, perché poi alla fine di questo stiamo parlando, no? Stiamo parlando di questo, allora ma di cosa stiamo parlando? Se vogliamo dire che siamo il partito che sta dalla parte dei lavoratori dipendenti, che, attenzione, io sto dicendo ai senatori in Senato tutto il giorno, dico solo una cosa, parlate solo, solo del fatto che l'inflazione sta erodendo gli stipendi dei lavoratori dipendenti, perché tre anni di inflazione al 10%, non succederà grazie a Dio perché i provvedimenti porteranno l'inflazione a dimezzarsi l'anno prossimo probabilmente, però tre anni di inflazione al 10% vuol dire che il tuo stipendio non c'è più, eh? hai perso uno stipendio, altro che la promessa che abbiamo fatto i capi elettorali di aumentare uno stipendio, ne abbiamo perso uno quest'anno. E se uno ha un figlio e eh, vive in una grande città eh, e ha un, un, un lavoro fisso, questa roba qua, ragazzi, questa roba qua, altro che il cattolicesimo democratico, questa roba qua va nella tua, nella tua carne perché tu gli paghi la bolletta a fine mese. Oh. Allora, io di questo voglio parlare. Diciamo che il PD diventa... Abbiamo sempre provato a dire una cosa che è una cosa con un valore simbolico straordinario: bisogna abbassare le tasse sul lavoro, perché il lavoro è vita, è partecipazione, non è uno stipendio, il lavoro è il perché l'hanno voluto i costituenti il primo articolo, per questo motivo perché il lavoro è vita, è senso di realizzazione, qualsiasi lavoro quando un, un papà passa e dice guarda, al figlio, guarda, questo qua l'ho imbiancato io questo palazzo, non gli dice hanno speso 50.000 euro per imbiancarlo, gli dice questo qua l'ho imbiancato io. Ma cosa vuol dire quella frase lì? È l'orgoglio di essere utile, di essere parte. Allora se noi pensiamo che il lavoro che il lavoro sia davvero così importante e noi diciamo insieme a dire abbassiamo le tasse sul lavoro, loro abbassano le tasse eh, diciamo così, a, a coloro che, vogliono, che, che dovrebbero pagare le multe, cioè noi abbassiamo le, tasse su, abbassiamo le tasse sul lavoro. Da quando c'è stato il governo dell'Ulivo abbiamo sempre abbassato le tasse sul lavoro, eh? il cuneo fiscale, i governi centrosinisteri hanno sempre abbassato, anche negli ultimi governi lo hanno fatto. Però noi non siamo riusciti mai a dire ai lavoratori dipendenti: siamo dalla vostra parte e a dire all'impresa che la vera anomalia del sistema produttivo italiano sono troppe tasse sul lavoro che pagano sia gli imprenditori che i lavoratori. È un messaggio semplicissimo. Abbiamo introdotto noi il reddito di cittadinanza, noi l'abbiamo introdotto, si chiamava. Eh, sostegno all'inclusione attiva all'inizio col governo Letta io ero ministro in quel governo, mi ricordo bene le battaglie di Giovannini eh, eh, che cercavo di dare una mano anch'io e eh, eh della Cecilia Guerra abbiamo introdotto noi il, sistema, il sostegno all'inclusione attiva abbiamo introdotto noi il reddito di inclusione che era molto meglio il reddito di cittadinanza niente, nessuno cioè, è come se, non, come se noi stessimo sempre ai parioli ma, ma chi, ma dove? Abbiamo fatto l'assegno unico, Stefano non l'ha citato, ma è stato lui uno dei protagonisti principali, che riguarda 5 milioni di, eh, di, di persone 5 milioni di, e niente, nessuno dice niente, della gente che ha ricevuto 700 euro in più al mese perché aveva tre figli, i lavoratori autonomi che prima non li ricevevano. Cioè, voglio dire, abbiamo materia per, per non essere solamente a flagellarci, potremmo anche provare a costruire qualcosa di positivo su questo, su questo afflato che abbiamo per la per, per l'uguaglianza, per la libertà e anche per la fraternità. Io adesso oggi non ho partecipato, Pierluigi me l'ha impedito perché è sempre molto gentile ma molto coercitivo, ho finito. Eh, io dovevo partecipare al sottocomitato su Europa e Mondo, la volta scorsa avevo chiesto che venisse introdotto il concetto di fraternità nel, se, se dobbiamo parlare di valori. Ma la fraternità, guardate bene, che però questo tema qua, a me interessa, a me interessa un casino questa roba qua. Eh. Perché abbiamo studiato Maritain tutti quanti, l'abbiamo letto, riletto, va bene, abbiamo tutti citato Maritain, Mounier, bla bla bla, eccetera, ok, lì c'era un'intuizione fondamentale, cioè che la dignità della persona è un concetto laico, non, non miravano a costruire un partito cattolico in senso tradizionale, ma che era un concetto laico che andava, ora, sulla base della dignità della persona si è costruito anche una visione laica della politica, ma sulla questa uguale dignità vale anche per i popoli, eh? Non ci sono culture superiori, incluso la nostra. Attenzione, su questo punto, se non si esce da questo punto, altro che uguaglianza, fraternità vuol dire che tutti i popoli hanno uguali dignità e che quindi, e che quindi noi non possiamo tifare perché la Russia venga sconfitta o che la Russia venga, diventi nemica, perché la Russia è un popolo amico, rimarrà un popolo amico anche dopo Putin, come lo è sempre stato. Lo è sempre stato, quindi tutti i popoli hanno uguale dignità. Vuol dire che noi siamo convintamente contro ogni politica di tipo colonialista, sia economico che culturale, sia economico che culturale che militare. Su questo non voglio nemmeno entrare. Che, che non vuol dire che chiudiamo, eh, facciamo un pacifismo in belle che gira gli occhi dall'altra parte quando c'è un invasore che viola dei confini di uno Stato sovrano. È evidente che dobbiamo reagire e io sono convinto che abbiamo fatto bene a reagire. Però è anche vero che dentro il nostro, la nostra cultura c'è un, un desiderio di riaffermare questo principio, di riaffermarlo fino in fondo. Eh, perché se no, se noi non riaffermiamo questi principi, la radicalità di cui parlava Giorgio Pagliari, per me vuol dire questo. Allora io credo che noi abbiamo un compito adesso di non demordere, cioè di insistere eh, con decisione, con la sapienza che ci è data dal... Dal massimo della nostra modestia dei mezzi culturali, ma con un po' di sapienza, perché il PD non si perda. Perché il PD non si perda. Perché se si perde il Partito Democratico, io credo che avremo molti problemi nelle istituzioni repubblicane. Molti problemi. Le ho viste da vicino alcune dinamiche negli ultimi dieci anni e vi posso garantire che la presenza comunque di persone formate alla scuola del cattolicesimo democratico nelle istituzioni ha consentito a questo paese di non perdere la rotta, perché spesso siamo stati sull'orlo del naufragio, spesso siamo stati sull'orlo del naufragio. Questo senso profondo delle istituzioni in cui vengono prima le istituzioni del partito, per noi viene prima l'istituzione della ditta, per noi viene prima la comunità del singolo. E quindi questo senso delle istituzioni che c'è stato, insieme al senso delle istituzioni di altri amici che con noi hanno camminato proveniendo dalla cultura comunista, perché anche loro hanno un profondo senso delle istituzioni. Allora, insieme a loro abbiamo aiutato questo Paese e non vi sfugge che questa destra ha un altro senso delle istituzioni, vero? Non vi sfugge. Quindi, noi abbiamo bisogno che questa storia venga rinverata e conservata e che aiuti un partito democratico a essere sempre più moderno e avanti nella proposta e vicino e prossimo a coloro che soffrono. Per questo credo che la giornata di oggi abbia avuto un grande significato e credo che dobbiamo continuare con amicizia a procedere, come direbbe Moro. Sono sicuro che procederemo con amicizia nel partito democratico, ma anche con la convinzione che possiamo portare il nostro seme che può germogliare ancora. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a Graziano. Monica Ippolito. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo che state facendo con questo incontro e soprattutto quello che farete in futuro. Mi chiamo Monica Ippolito, sono un avvocato, tutor, componente del collegio di direzione della scuola di classe dirigente Polity Design, che è un gruppo di donne e uomini cattolici provenienti dal mondo cattolico ha messo su a Caserta. Siamo al secondo anno e abbiamo tantissimi allievi. E polity Design viene dalla definizione di Luciano Floridi o l'ordinario di eh, filosofia ad Oxford, mettere tutte le, le persone che operano per il bene dalla stessa parte non in conflitto. Un po' quello che ha detto Padre Occhetta, Occhetta prima, quello di raccogliere, radunare e guidare le diverse persone che già sono eh, dedite all'impegno sociale nelle diverse comunità. E noi non solo le abbiamo raccolte e le stiamo raccogliendo, ma gli stiamo dando anche una formazione gratis. A nome di Politi vi vorremmo dire che prima di pensare all'impegno politico e ai contenitori, dovremmo pensare a costruire i contenuti. Intanto, noi cattolici dovremmo riscoprire, con la curiosità di un bambino, la cristianità perduta, e dunque l'amore verso il prossimo, che non può esserci, come diceva Dosturzo, senza l'amore di Dio. Abbiamo perso un po' tutti l'amore di Dio quando della religione ne abbiamo fatto un rapporto privato e di coscienza personale e non più sociale. Abbiamo perso quando la religione è stata esclusa dalla società. La vita pubblica e sociale è formata da tanti atti di coscienza che influiscono sull'ambiente, l'educazione, la giustizia, l'economia e le arti. Pensate che mondo sarebbe se tutti agissero nel bene per il bene? Abbiamo perso lo spirito eroico e di sacrificio che muoveva le battaglie per la libertà. Prima di costruire i contenuti politici, di pensare ai nomi e ai simboli, bisogna lavorare, ricostruire i contenuti e le idee, intorno a valori etici e morali che hanno la loro radice nel Vangelo e nel cristianesimo. Intorno a quei contenuti formare uomini e donne che le sposano e le condividono. Ciò che rese grande l'ADC fu proprio questo. Pochi uomini nel 1942 in una casa milanese fondarono il Partito della Democrazia Cristiana insieme a De Gasperi, ma in tanti, tantissimi vi aderirono poi. Aderirono al progetto, al messaggio di pace, di giustizia e di carità. La storia ci insegna che le idee muovono il mondo, le idee sono universali, sono in grado di sopravvivere nei secoli. Perciò, quando pensiamo alla politica, pensiamo soprattutto al dopo di noi. Grazie. Grazie, grazie a Monica Ippolito, anche per essere stata addirittura al di sotto del, del, dell'ambito dei minuti assegnati, perché come al solito, poi quando si arriva verso la fine dobbiamo fare i conti con il tempo. Allora, io ho ora, eh, vi dico, ho circa 10-11 persone. Se tutti stessero al tempo potremmo dare la parola anche ai tre che devono concludere, ma diversamente non ce la facciamo proprio. Allora vi domando, innanzitutto se ci sono tutti, Sanzi, si chiama così, Sanri Francesco, c'è? Allora questo per ora non c'è. Poi Irace Giuseppe, questo c'è, comincia a venire al, al microfono, io intanto chiamo gli altri. Ramazzotti Ilaria. C'è, 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 c'è qua. Va bene. Poi non capisco la grafia. Qui Ludovico si chiama, ma è andato via, va via, è andato via, è andato via. mi pare, quindi questo non c'è. De Gaetano Alberto. Grazie, allora, a nome, grazie a nome della platea. Eh. Poi ci sono. Pio Cerocchi, Massimo De Simone e Franco Giliberti. Ci sono tutti? Con la, vabbè, con la raccomandazione di parlare poco li facciamo parlare tutti. Allora vado avanti lei. Allora vado velocissimo. Due premesse. La prima, così che sono utili forse per l'intervento che mi avvia a fare. La prima è che. L'unica tessera di partito che ho avuto è quella del Partito Popolare che non ne ho rinnovato nel momento in cui è confluito nella Margherita e contemporaneamente facevo il coordinatore del comitato dell'Ulivo del mio quartiere, 50.000 abitanti a Napoli. Quindi dice che cosa, da dove parto. La seconda è che due anni e mezzo fa con un gruppo di persone non trovandoci a nostro agio All'interno del Partito Democratico abbiamo costituito una rete politica, ci siamo presentati alle elezioni regionali in Campania, prendendo quasi 30.000 voti, e, e poi a tutte le amministrative successive eh, mettendo assieme circa 50.000 preferenze. Lo dico perché probabilmente abbiamo perso di vista la logica del consenso, perché in un partito dove si è cooptati, con una legge elettorale dove si entra in Parlamento da cooptati, quello che probabilmente possiamo perdere di vista è l'idea di convincere le persone. Questo lo dico anche all'Associazione dei Popolari, che potrebbe essere una bella idea, quella magari di farsi promotrice di un referendum di abrogazione di una parte della legge elettorale, magari potrebbe essere una battaglia da condividere. E vengo subito all'intervento, ma i cattolici democratici, e mi riferisco al titolo di questo incontro di oggi. Si parla dell'utilità dei cattolici democratici in politica. Quindi non è un incontro di storia, pure perché se continuiamo di questo passo tra vent'anni per evocare i cattolici democratici dobbiamo dire una messa o fare una seduta spiritica perché non ci saranno più, e, ma i cattolici democratici trovano casa all'interno del PD oggi, al di là del congresso che si sta per a fare. E tutto cambierà. Se c'è il trattino nel centro-sinistra o se resteranno le quattro parole che noi vogliamo all'interno della carta costituzionale di questo partito? Ancora una domanda: eh, mi pare che anche nel nostro mondo in questi giorni si sia più preoccupati di occupare caselle utili, magari per chiedere un posto nella direzione piuttosto che a prendere parte ad un processo. È questo il ruolo che noi vogliamo avere? O forse siamo chiamati. Io sarò brevissimo, però non riesco a parlare con il sottofondo. Sì, un po' di collaborazione. Eh. E questo è il ruolo dico. che noi vogliamo avere, mh, aggraziarci chi dovrà vincere? E, e ancora, ma al di là dei veterani, ci sono nuove persone che si accostano alla politica da cattolici democratici e gli elettori si trovano rappresentati. Vogliamo ancora continuare con la logica del sale. Io sono un ingegnere chimico, anche per salare la minestra, minestra c'è bisogno di un quantitativo utile, altrimenti la minestra sempre scialba resta, non è che prende sapore. Eh, Pierluigi mi diceva, eh, io ho 77 anni quando gli propone delle cose, ora tocca a voi, ma al di là del fatto che io ho 48 anni, Macron alla mia età, a due anni meno di me, e già fa il Presidente della Repubblica da sei anni. Io mi rendo conto che in Italia è bello perché uno può restare giovane anche alla soglia dei 50 anni. Però le, le generazioni precedenti alla mia, come incoraggiano, come sostengono, eh, che contenitore ci fanno trovare, dove dobbiamo fare delle cose, come le dobbiamo fare? Perché Padre Occhetta mi sembra che chiedeva, ma i padri vogliono trasferire ai figli? Io non lo so se i padri vogliono trasferire i figli. L'ultima cosa che dico, e così concludo, quando noi abbiamo fatto questa esperienza politica le persone, che entra nel centro-sinistra, la preoccupazione delle persone, lo dico purtroppo, è per come è diventato questo simbolo, questo contenitore. Ci chiedevano, ma mica siete nel PD? E questo è un dato di partenza, poi magari possiamo fare tutte le scelte che vogliamo, però dobbiamo prendere consapevolezza che nell'elettorato c'è questo. Grazie. Grazie, oh. sì, sì. Allora De Gaetano, anzi venga prima sì, la, Ilaria Ramazzotti. Perché devo partire, devo partire sul treno quindi sì, sì, non sì, faccio il tempo. Guardate, siccome, siccome il Presidente è molto reticente sul tema, io, e io sono molto amico suo, quindi mi posso permettere di fare una violenza. Mi pare di capire che dobbiamo prendere delle decisioni Dì, sì. draconiane, perché una delle tre che deve concludere c'ha il treno indefettibile, in, in, in insomma, e eh, 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 sono andare a Torino ci sono sei o sette ore, insomma, no quindi sei ore. Ecco, quindi. Allora, dobbiamo decidere se eh, quegli 4 o 5 che parlano eh, eh, possono parlare da, tra un minuto e due minuti. Stop. Io seguo la prima opzione per dire una cosa perché mi sono state fatte due domande e sicuramente sto dentro il minuto, sto sotto il minuto. Chiedo anche a voi se siete disposti a fare questo sacrificio per consentire di, di finire in tempo utile qua. Uno dei tre viene da Taranto, l'altro viene da Torino, l'altro viene da Brescia eh, 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 e devono rientrare a casa. Da a rinunci. 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 Ai, da, io l'ho fatto questa tirata, l'ho fatta per te perché <ride> si faceva così un tempo. C'era il primo che rinunciava... Va bene, allora vado Volevo ringraziare perché l'hanno fatto in tanti. Secondo me è una cosa bella che ha detto Padrocchetta che il cattolicesimo democratico o si trasmette o diventa una cesura. Per me c'è stata questa cesura in questi anni, nel senso che io l'ho vissuta, l'ho sperimentata, mi è mancato questo tipo di incontri a livello nazionale che ci permettessero poi nel Partito Democratico di essere una realtà. Un'altra cosa bella che ha detto Padrocchetta, che mi è piaciuta moltissimo, è che la politica deve pensare all'aldilà. Allora, qual è l'aldilà dopo oggi? Allora, io propongo che, questo, che nel Partito Democratico noi ci presentiamo come una parte del Partito Democratico, ma per essere parte ci dobbiamo strutturare. È mancata questa strutturazione in questi anni? Io ve lo, lo chiedo, lo dico, lo affermo. Io perlomeno l'ho vissuta. Per cui credo che anche i parlamentari, i consiglieri regionali, gli assessori comunali abbiano sentito questa mancanza. Per cui dobbiamo farci un po' anche di no nostra colpa, diciamo, da questo punto di vista. Cioè, non è stato soltanto in parte subito, ma forse un po' abbiamo eh, tirato i remi in barca. Quindi tiriamo fuori i remi e rimettiamoci a navigare. È un po' tardi, perché il congresso è arrivato, è tra un mese e mezzo. Quindi, che cosa fare in questo mese e mezzo? Innanzitutto, scegliere un candidato. È inutile che ci giriamo intorno, i candidati sono tre. Quindi in base anche ai tre candidati che ci sono, capire qual è quello che, al quale provvedere a elencare un po' quali sono le nostre esigenze e come trasformare questo partito democratico in una tenda. Mi è piaciuta molto quell'espressione che ci è stata proposta in cui tutte le anime abbiano pari dignità. O anche la proposta che sia la direzione come un ele elemento dove vengano cooptate le diverse anime e l'Assemblea invece venga eletta. Ecco, tutte le proposte oggi emerse io credo che debbano diventare una sintesi di questa riunione e partire dicendo che ci rivediamo di qui a un totto. Possiamo anche pensare di stabilire dei coordinamenti regionali di, questo, uh, di questa entità e continuare a lavorare dentro il Partito Democratico. Grazie. Grazie, grazie anche per la sintesi. Allora, De Gaetano, c'era, non c'è? Pio Cerocchi. Pio, Pio Cerocchi rinuncia. Massimo De Simone. No, non aveva sentito. Vieni, Pio. Eh. Voi due e basta, solo due ci sono. Ma potete, potete, tutte e due, basta, finito. Silenzio, silenzio, stiamo finendo, abbiate pazienza. Sì, sì. No, dico solo sono questo. Dico solo questa cosa molto semplice. Questa è una riunione di ex popolari. E io sono anche stato iscritto al PD, ho la molletta che fece Veltroni, e ci tengo, queste cose qua, c ho tutto, ho partecipato. Però devo dire che le ultime scelte proprio non mi sono piaciute eh, assolutamente. E poi c'è un fenomeno importante, cioè il centro che è stato fatto. E questo può interessare moltissimo eh, gli ex popolari. Quindi esistono dei problemi veri politici. Io non sto a una riunione del PD, io sto a una riunione di ex eh, popolari, questo è il punto. E, e, ci tengo a sottolinearlo perché a me del PD alla fin fine non me ne importa manco niente, capito? Perché sono abituato a trattare con i socialisti, i comunisti, tutta la vita l'ho fatto, dal 1968, non è che me ne invento adesso, ma stare nello stesso partito è un altro discorso e, e ci sono problemi e tutto il dibattito l'ha dimostrato, non dico niente di più, vorrei dire tante cose. Ma va bene questo. Simone? E poi passiamo ai tre. Beh, ecco eh? allora, eh, veramente un minuto e mezzo. Devo dire che questa mattina mi ha fatto un certo... Effetto, leggere quell'articolo che abbiamo trovato in cartellina che già conoscevo, già avevo letto, di scoppola, nel quale diceva: Il dibattito intorno al Partito Democratico sembra una questione che riguarda solo la sinistra italiana. Mi ha fatto effetto rileggerlo questa mattina e devo dire che questo dà anche il senso di questo nostro incontro, per il quale ringrazio Pierluigi, Giampaolo e tutti i relatori che ci hanno offerto delle. E relazioni eccezionali da questa mattina fino a questa sera, perché noi dobbiamo avviare questa fase di riflessione che nel corso degli anni abbiamo sempre rinviato, anche quando abbiamo avuto precedenti sconfitte, l'abbiamo sempre rinviata questa riflessione perché c'era qualche urgenza, come diceva prima Luigi, Luigi Zanda intervento, c'era sempre l'urgenza di mettere in salvo qualcosa una volta la democrazia, una volta i conti del Paese, c'era sempre un'urgenza e quindi si rinviava. E non l'abbiamo fatto nel 2018 perché abbiamo, avevamo stabilito che la colpa era di Renzi, antipatico, aveva sbagliato ed era, c'erano anche delle ragioni ovviamente di questo tipo. Non l'abbiamo fatta la riflessione quando nel 2014 entrammo nella famiglia socialista eh, europea, peraltro paradossalmente eh, guidati dal segretario meno a sinistra che abbia avuto il Partito Democratico in questi 15 anni. Ma adesso la riflessione va fatta. Perché? Eh, il congresso che eh, ci sarà esattamente tra due mesi a partire da oggi, il 19, eh, eh, non sarà un congresso in cui ci sono dei candidati e uno che prende più voti e fa il segretario o la segretaria, ma sarà il congresso del Partito Democratico nel quale si stabilirà, si stabilirà se il progetto potrà proseguire, andare avanti oppure no. Perché non ci dobbiamo nascondere che c'è una parte della sinistra italiana anche un pezzo della sinistra presente nel Partito Democratico che sta accarezzando l'ipotesi di mettere fine a questo progetto e di fare una scelta di opposizione strutturale e duratura per tornare a fare un qualcosa che è diverso da quello che abbiamo in mente noi. Tornare a fare una politica di opposizione, stare in piazza per dire sempre più uno più uno più uno, ma noi facciamo politica per fare un qualcosa di diverso, facciamo politica per candidarci alla guida di una comunità, di un paese, per cambiare la vita delle persone, per rimettere in connessione, come veniva detto questa mattina, quelli che sono al piano di sotto con quelli che sono al piano di sopra, migliorare le condizioni di vita delle persone e delle famiglie. Allora noi per fare questo però dobbiamo chiarire qual è... La prospettiva che abbiamo all'interno del Partito Democratico e diceva bene Graziano nel suo intervento: non dobbiamo aver paura di parlare di famiglia, di persona. Ma cosa abbiamo detto noi quando abbiamo fatto la giungla contrattuale per cui ci sono dei contratti che rendono povere le persone anche quando lavorano? Cosa abbiamo fatto noi? Dobbiamo aver paura, giustamente, dice Graziano, di metterci seduti. E discutere su come si combatte la povertà, su come si combatte la disuguaglianza. No, però noi dobbiamo rimettere i concetti della centralità della persona umana, li dobbiamo mettere sul tavolo, farli valere e farci valere come cattolici democratici. Se qualcuno ha in mente di tornare in piazza e, e magari accompagnandosi, perché poi le cose tornano e si tengono insieme, magari accompagnandosi a qualcun altro che ha in mente... Di tornare all'epoca del Baffadei, perché poi la riflessione che il governo non paga eh, non è che è presente solo all'interno della sinistra, è perché nel Movimento 5 Stelle fanno esattamente la stessa valutazione. Abbiamo fatto il governo delle grandi città e abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto l'esperienza di governo nazionale, abbiamo dimezzato i voti. Cioè forse ci conviene metterci in quella condizione, ma non è una condizione che può interessare a noi. Grazie. Simone, eh, diamo, dovrebbero ora parlare i, i tre che, a cui secondo il programma è affidata la conclusione del dibattito. Cominciamo con Monica Canalis che tra l'altro è il treno presto e quindi parli da lì. Poi dovrebbero venire Federico Manzoni e Domenico Rogante che intanto potrebbero mettersi al tavolo così guadagniamo tempo. Allora per non alterare l'impianto. E se io intervengo per ultimo, dopo abbiamo tradito, no? tradito l'impegno che abbiamo preso, allora io parlo un minuto, come ho detto. Mi sono state fatte due domande concrete. La prima, eh, se ci rivediamo, quando ci rivediamo, eh, dipende da cosa succede. Va bene? Ho già finito come risposta. Dipende da cosa succede, vediamo cosa succede. E la seconda domanda è il popolo. Sì, ormai è il segreto di Pulcinella, il popolo eh, troverà il modo di, di uscire. Adesso avanti. Allora, Monica Canalis, lo ripeto per la registrazione. Grazie per Luigi, grazie Gianpaolo, grazie a tutti voi. Io mi chiamo Monica Canalis. Il convegno di oggi io parto da da questo punto, non era un convegno sul PD, perlomeno sì, io sono una consigliera regionale del Piemonte e sono la vicesegretaria del PD del Piemonte soprattutto. Quindi da vicesegretaria del PD del Piemonte dico che nell perlomeno nell'enunciazione il convegno di oggi non era un convegno sul PD. E quindi il mio intervento parte dal titolo, poi arriverò anche a parlare del PD. I cattolici democratici sono ancora utili all'Italia oggi? Io credo che alla luce degli interventi che abbiamo ascoltato e dico anche in base alla mia riflessione personale la risposta non possa che essere sì. Non sono solo utili, sono indispensabili. Però non dobbiamo correre il rischio che siano degli utili idioti oppure degli utili corpi estranei. Questo è il rischio. Utili lo sono senz'altro, ma quante volte ultimamente abbiamo fatto la figura degli utili idioti? Allora, il contesto lo abbiamo descritto molto bene, ricapitolo veramente per titoli perché l'ora è tarda, un contesto in cui siamo di fronte a un neocentralismo, lo abbiamo visto nella composizione delle liste per il Parlamento nello scorso settembre. Un contesto in cui il germe del populismo in qualche occasione ha contagiato anche il centro-sinistra. Pensiamo al taglio dei parlamentari, al taglio del finanziamento pubblico ai partiti, in qualche misura anche alla revisione dell'architettura delle autonomie locali. Pensiamo alla disintermediazione che è stata promossa da un leader politico che veniva dalle fila dei popolari. Un altro dato di contesto è la crisi della rappresentanza che ha la sua espressione non unica ma più vistosa nell'assensionismo e in generale la crisi dei partiti. Guardate la crisi non è solo del Partito Democratico, è una crisi generale. Ce l'hanno anche Azione, Italia Viva, ce l'ha anche il Movimento 5 Stelle. È una crisi che per certi aspetti assume le forme dell'elitarismo. La crisi dell'etica pubblica, i fatti del Qatar di questi giorni ce lo dimostrano e come dice il nostro maestro piemontese Guido Bodrato, la personalizzazione che è stata la madre di tutti i mali della crisi dei partiti degli ultimi anni. Mi piace salutare a distanza Guido Bodrato che mi pare meriti. Meriti il, omaggio, il nostro omaggio. La sottolineatura perché ha ragione, è il peggio della, della politica di questo tempo. Guido, anni, che eh. continua a parlarci e continua a incontrarci in Piemonte, sottolinea sempre questo aspetto della personalizzazione. Ma ecco forse di questo oggi non se ne è parlato molto, è anche una crisi del bipolarismo. Se vogliamo parlare del PD, ecco, il PD nasce come creatura maggioritaria nel 2007 in un contesto in cui da una parte c'era il PDL. E dall'altra parte si è formato il PD. Chiediamoci se il quadro politico è ancora quello. La crisi dei corpi intermedi. Io non sono tanto d'accordo con Padre Occhetta, che è un grande amico a cui tutti facciamo riferimento, quando lui dice che si può ripartire dalle 20.000 parrocchie italiane. Io credo che sia un po' illusorio. No, ma non l'ha detto. No, ma lo dico in senso critico. Lo dico anche come esponente del mondo ecclesiale, penso che tutti noi in qualche forma lo siamo, perché in grande misura le parrocchie italiane e anche le diocesi italiane attraversano esse stesse una forte crisi. E allora noi se vogliamo fare una cruda ma lucida analisi del contesto dobbiamo anche riconoscerlo per capire come ripartire in modo realista e coi piedi per terra. E poi dobbiamo riconoscere che molti cattolici, magari non cattolici democratici, ma molti cattolici hanno votato a destra. Hanno votato a destra. E questo è un dato su cui dovremmo soffermarci. L'ultimo aspetto un po' più di analisi su cui passo velocemente è quello dell'individualismo e dell'identitarismo. C'è un autore interessante, Mark Lilla, docente della Columbia University. Che qualche anno fa ha scritto un pamphlet nel 2017 provocatorio, L'identità non è di sinistra. Lui è, proviene dagli Stati Uniti e denuncia come nella sinistra la politica identitaria sia diventata un sostituto del marxismo, che siamo finiti in una prigione della soggettività, come ci sia un'attenzione quasi esclusiva per le minoranze invece che per gli aspetti che ci uniscono, per quei tratti che ci rendono tutti cittadini, che apparteniamo a delle minoranze o che non vi apparteniamo. È chiaro che questo ha condizionato molto in questi anni il modo di fare politica del centrosinistra. Ma non dobbiamo eh, fermarci al contesto, dobbiamo partire dal contesto per ripartire, perché il convegno di oggi è stato un convegno, credo, di grande speranza, di grande stimolo. Ripartire significa riconoscere i rischi e, contra e contrastarli. Dicevo, il rischio di essere degli utili idioti, cioè di fare le foglie di fico, che cedono il passo alla tentazione egemonica altrui. Chi fa politica sui territori spesso lo sperimenta e quindi ci rende irrilevanti. Il rischio di essere dei corpi estranei all'interno del partito o dei partiti, c'era Bruno Tabacci in cui militiamo, cioè di essere tollerati ma nascosti, utili ma considerati molto scomodi. Oppure il rischio che. Ibridandoci o mescolandoci perdiamo il sapore, cioè non, non diamo più un contributo originale e quindi utile alla causa collettiva. Credo poi che ci sia il rischio di una deriva corporativa, perché quando si è minoranza, e anche i cattolici ormai sono minoranze in questo paese, c'è un po' il rischio di difendere l'orticello, no? di difendere il proprio gruppo di riferimento. E di perdere quindi di vista il bene comune, cioè il bene dell'intera comunità, che è composta anche da chi non fa parte del nostro gruppo di riferimento. Questa deriva corporativa c'è anche nei cattolici, c'è anche nei cattolici, e talvolta porta a rinunciare alla difesa dei principi liberali dello Stato, lo abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, in nome di segni, simboli più identitari oppure di difesa di interessi di gruppo. Nel nostro paese non è remoto il rischio del nazional-cattolicesimo. Chi visita i paesi dell'Est Europa, chi è stato parlamentare europeo sa che questa saldatura tra potere temporale e potere religioso è già realtà in Polonia, in Ungheria, in, in diversi paesi che fanno parte dell'Unione Europea e sta facendo capolino anche in Italia. Il discorso di insediamento alla Camera del nuovo Presidente è stata un'espressione chiara e non è un rischio che dobbiamo sottovalutare, perché quando sei minoranza questo rischio lo corriamo. Allora, rischiamo di essere schiacciati da una parte tra l'elitarismo e dall'altra il populismo, da una parte il nazionalcattolicesimo e dall'altra parte invece il laicismo che rifiuta... Il discorso anche ispirato religiosamente nell'ambito pubblico e vorrebbe relegarlo nel privato. Noi siamo un po' schiacciati tra, tra queste due eh, dicotomie. Ecco, io penso che dobbiamo rifugire la logica della nicchia per cercare invece la logica, anche un po' di evangelica memoria. Del lievito. La logica della nicchia è quella che spinge alla, alla tensione difensiva di un fortino, alla chiusura in un rassicurante, ma sterile recinto identitario che può portarci al settarismo, alla clericalizzazione e all'autoreferenzialità e la tentazione di stare tra di noi, costruendo una sorta di ghetto un po' separato dal resto della città. Però questa non è comunità. Appunto è un ghetto, è un'altra cosa. Credo che non dobbiamo costruire ghetti, ma abitare la città intera, essere minoranza in mezzo a realtà che talvolta appaiono inospitali per noi cattolici. La logica del lievito invece ci spinge ad uscire fuori, a impastarci, a conservare la ricchezza e il conforto della vita comune per farne dono al resto della città e quella di una, è una logica di una comunità poco numerosa come oggi la comunità cristiana che pur essendo piccola riesce a dare una testimonianza efficace e magari anche ad influenzare la maggioranza grazie alla qualità delle proprie idee e del proprio impegno trovando modi nuovi per inculturarsi e incarnarsi nel contesto territoriale in cui sono inserite, sono i piccoli di biblica memoria che fanno cose grandi se conservano la propria autenticità e non temono il confronto con chi è diverso e talvolta ostile al cristianesimo. Nel Novecento, d'altronde, sono state le piccole comunità a fermare i totalitarismi e storicamente sono le minoranze che guidano la storia. Però per vivere questa logica del lievito servono due condizioni. Da un lato la preparazione, servono cristiani preparati, anche preparati alla politica, ma prima di tutto preparati alla vita comunitaria. E poi serve il coraggio. Guardate, io vengo spesso chiamata in diocesi, in parrocchie e mi dicono ah, facciamo le scuole di politica. Io sono molto amica di padre Francesco, ma anche in questo io dissento da lui. Io non credo che l'urgenza oggi sia quella di fare scuole di politica. Non è una provocazione, ne sono convinta. Io credo che l'urgenza sia organizzare scuole di comunità. Perché mancano le comunità cristiane. Come fanno a esserci cristiani impegnati in politica se non ci sono più le comunità ecclesiali? Allora, e solo se ci sono delle comunità vere, vivaci, vitali, e questo è un compito anche pastorale della Chiesa, che nascono vivai per nuove vocazioni di tutti i tipi, tra cui anche vocazioni politiche. Se noi non consolidiamo le comunità cristiane esistenti e non le moltiplichiamo, sarà difficile far emergere vocazioni serie e ben formate. Concludo. Se oggi ci troviamo qui per riesumare la cultura politica del popolarismo, dopo anni di dispersione, o occultamento in un contesto difficile per carità, io penso che, però, qualcuno abbia più responsabilità di altri. Questa non può essere solo la giornata dell'orgoglio, deve anche essere un po' la giornata dell'autocritica. Non è che quel contesto in cui siamo immersi è tutta colpa di altri, eh, eh, ci vuole un po' di senso di responsabilità. Qualcuno più di altri ha abiurato. O ha accantonato per mere ragioni di carriera, di opportunismo o di cinico calcolo, spesso personale e non della cultura. Allora è bene riaccendere una fiamma che è quasi estinta, dobbiamo essere realisti. Ma non sia un'azione strumentale, solo legata al congresso momentaneo del PD, e non sia un'azione titubante. Bisogna organizzarsi con convinzione, con determinazione, con coraggio, perché si è aperto un ciclo nuovo in Italia, un ciclo politico nuovo, allora anche per noi popolari può essere un ciclo nuovo, senza paura di essere in minoranza. Don Sturzo, che ci, ci guarda dall'alto ma c'è anche il suo busto qua, elaborò il pensiero politico popolare e generò questa cultura mentre era in esilio. E noi ci spaventiamo di essere in questa situazione, c'è ben di peggio. Non dobbiamo essere rassegnati. In Piemonte stiamo facendo da qualche anno una bella esperienza, in tutte le province si è ricostruita una rete di amministratori locali, di persone appassionate, però richiede molto tempo e richiede che eh, proprio si ricostruisca anche un po' un rapporto personale, una vita comunitaria. Come diceva Dietrich Bonhoeffer nel libro La vita comune, eh, da un lato si può creare una comunità psichica, cioè emotiva, guidata da un leader carismatico, innamorata di ideali sanciti da slogan, è molto più facile creare comunità psichiche. Dall'altro lato si possono creare comunità pneumatiche, cioè animate dallo spirito. È molto più difficile, ma resta molto di più nel tempo. Grazie. Grazie. Ora, ora la parola è a Federico Manzoni che è assessor, giovane assessore comunale eh, di Brescia. Giovane da dieci anni. Eh, giovane. Il giovane è relativo perché ho fatto i 40 anni il mese scorso, quindi però in Italia diciamo che vista l'età media è, è vero. No, io intanto volevo volevo complimentarmi e ringraziare Pierluigi Castagnetti per questa iniziativa. E devo dire che sono molto lieto e anche un po' emozionato oggi di intervenire in questa sala. Che abbiamo sempre, diciamo, noi della periferia che stiamo lontani, visto sempre come un po' il sancta sanctorum del popolarismo e quindi essere chiamati oggi a intervenire comunque è una grande, è una grande emozione. E poi devo dire che sono stato praticamente contento di tornare qui oggi perché. Il Partito Popolare è stata la mia prima tessera politica e quindi in qualche modo è come il primo amore, non si scorda mai. E devo dire che da questo punto di vista è un'iniziativa che mi ha molto coinvolto e che ho trovato particolarmente utile, a partire dal quesito che era il titolo della nostra iniziativa, che tutto mi sembrava tranne che teorico, accademico, ma molto concreto, molto storico, politico rispetto alla, di alla dinamica con la quale ci troviamo oggi ad avere a che fare. E allora parto da una riflessione rispetto al mondo cattolico, mondo cattolico che sappiamo essere sempre più minoritario per ragioni quantitative, essere sempre più diciamo, oggetto degli eh, inevitabili processi della secolarizzazione, ma rispetto al quale io constato negli anni uno scivolamento che non possiamo far finta di non osservare, sul quale dobbiamo riflettere e mettere in campo azioni, perché io conosco tanti esponenti anche di eh, laicato impegnato nelle realtà sociali, parrocchiali, territoriali, che in questi anni hanno avuto uno scivolamento, uno scivolamento o nel disimpegno, perché c'è stato un disimpegno di tanti, o in alcuni casi addirittura anche l'assunzione, una deriva su posizioni sempre più scettiche rispetto alla politica, all'impegno politico, in qualche modo perdendo quella dinamicità e quella disponibilità al metodo democratico e quindi tornando su posizioni che parevano abbandonate da decenni, oppure che ha fatto delle scelte di mera testimonianza. Ora, premesso che la testimonianza è un valore, ce l'ha insegnato Paolo VI, che l'uomo moderno cerca più i testimoni che i maestri, quindi il valore della testimonianza in sé è importante. Però in politica la testimonianza fino a se stessa rischia di condurre a irrilevanza. E una delle caratteristiche che in tanti invece, che pure sono rimasti in campo, è quella il rischio anche di un compromesso al ribasso, lo diceva prima Monica, quel compromesso al ribasso o quell'afasia su certi temi per non scontentare nessuno o per evitare di avere strane accuse. E allora su questo permettetemi di dire alcune cose. Intanto, intanto che noi abbiamo la necessità di dare al Partito Democratico una nuova vitalità rispetto ha una visione anche antropologica che non può essere schiacciata sul concetto fine a se stesso dell'autodeterminazione. L'autodeterminazione portata alle estreme conseguenze è un atto individualista che lascia perdere i fragili, lascia perdere i deboli, lascia perdere i disabili, lascia perdere le persone con più difficoltà. Noi abbiamo bisogno di una politica che torni a parlare di cura, di prossimità, di solidarietà nel rispetto certamente della, della individualità, ma in una visione collettiva sociale, perché noi dobbiamo fare i conti con gli ultimi, con i fragili, con i soli. E anche su questo tema, permettetemi, a me pare che spesso il Partito Democratico in questi ultimi anni, soprattutto in questi ultimi anni, su alcuni temi si è diventato un po' simile a un grande partito radicale di massa. Massa un po' di meno perché purtroppo gli ultimi risultati elettorali non sono particolarmente brillanti. Ma radicale nella concezione, nell'attenzione ai temi, con questa enfasi sproporzionata sui diritti. E non c'è bisogno di ricordare tra di noi, in questo consesso, in questa sede, la grande lezione morotea dell'equilibrio tra diritti e doveri. La stagione dei diritti si rivelerà effimera se non rinascerà un nuovo senso del dovere. Ecco, sono parole di più di 40 anni fa, ma sono ancora di una grandissima attualità. E sono coerenti con quel messaggio costituzionale che stamattina dicevamo, perché stamattina abbiamo richiamato i primi articoli della Costituzione e l'articolo 2, quando parla di diritti inviolabili dell'uomo e di doveri inderogabili di solidarietà, ecco, ci mette di fronte a quella necessità di un equilibrio. E allora dobbiamo avere anche la capacità di rivendicare i nostri meriti a tutto campo. Vi faccio un esempio che a me pare molto calzante. Se voi interpellate un qualche elettore medio, quindi non un addetto ai lavori, ma un elettore medio su quali siano alcune leggi bandiera del Partito Democratico di questi anni, vi, dirà vi citerà sicuramente la legge sulle unioni civili della Cirinna, vi citerà l'ipotesi, che poi non è diventata legge, di DDL ZAN, ma se noi chiediamo non al cittadino medio, ma a un addetto ai lavori, a un nostro iscritto, chi è il primo firmatario della legge sull'assegno unico alle famiglie non lo saprà citare, ma è qui presente: è il nostro Graziano Del Rio. E se noi dovessimo chiedere. Quella grande legge di civiltà che è stata la legge sul dopo di noi, chi è che ha avuto come primo firmatario il nostro amico Gero Grassi? Ecco, io penso che dobbiamo avere un anche un po' più di orgoglio della nostra storia, del nostro operato e della difesa del lavoro che i nostri parlamentari hanno fatto a tutto campo, non solo in alcuni settori, ma anche su queste grandi tematiche che interpellano tanti, tanti di noi. E dobbiamo ripartire, io penso, da una visione programmatica chiara. Questo è il grande insegnamento Sturziano, il partito programma. Il partito programma vuole una visione programmatica sui fondamentali. I fondamentali sono fondamentalmente tre: le istituzioni, la visione istituzionale, la visione internazionale e la visione economico-sociale. Sulla visione istituzionale tante cose sono già state dette stamattina e quindi penso che dobbiamo recuperarle nella dimensione del rapporto tra centro e periferia, tra esecutivo e legislativo sulla democrazia interna nei partiti. E su questo permettetemi, io penso che debba essere ripresa in mano una grande battaglia di una riforma organica, come si era tentato di fare sul finire degli anni '90, che poi non ha mai portato a un suo eh, diciamo, recepimento integrale, che è quella del modello tedesco, sulla quale i popolari avevano fatto una battaglia ancora nella bicamerale da Lima. Il modello tedesco, quindi, una visione organica tra un bicameralismo non più paritario, ma che dava voce alle autonomie. Una, una legge elettorale che consentiva di coniugare la governabilità con la rappresentatività, con la soglia di sbarramento, eccetera, il tema de della disciplina pubblicistica dei partiti, quindi non lasciata all'autonomia dei singoli, delle singole forze politiche contraddistinte anche da caratteri molto diversi tra loro. Ecco, io penso che lì dentro ci sia tanto materiale su cui lavorare. Sulla visione internazionale, non, non, dico, non dico nulla nel senso che il tema è troppo ampio per essere in questo orario sviluppato a dovere, però quello che noi pensiamo sul tema dell'Europa, sul tema della politica estera e di difesa, sul tema delle Nazioni Unite, dobbiamo avere il coraggio di tornare a dirlo, perché in un momento nel quale siamo di fronte alla nuova emergenza di una guerra in casa, quella dentro l'Europa, in Ucraina, penso che tornare a ragionare su un ruolo vero dell'Europa, ristabilendo e riscoprendo la grande scelta della comunità europea di difesa, è per noi fondamentale, così come una riforma seria delle Nazioni Unite. Perché se c'è una cosa che va aggiornata, non è la carta dei valori del PD che è di 15 anni fa, ma il trattato istitutivo delle Nazioni Unite che fotografa una... Un assetto che è quello figlio della seconda guerra mondiale con cinque paesi detentori del diritto di veto. Ecco, se c'era qualcosa di superato è quell'assetto lì, non la carta dei valori del PD di 15 anni fa. E sulla, una visione economico-sociale nuova. Una visione economico-sociale nuova. Non possiamo lasciare certe parole d'ordine e certi temi importanti alla propaganda della destra, ma al tempo stesso non possiamo nemmeno demonizzarla. Il merito. Non è un concetto negativo, il merito è un concetto costituzionale che ha una sua dignità e che va riscoperto e va valorizzato. L'incentivo, il sostegno e le politiche a favore della natalità non sono un qualche cosa di autarchico o di retrivo, sono un bisogno fondamentale per un'Italia sempre più anziana, per un'Italia sempre più spopolata e per un'Europa in generale più anziana. Perché se vogliamo difendere il nostro modello di welfare, abbiamo bisogno di lavorare anche su queste politiche. Superando anche alcune tentazioni che albergano anche un po' in giro anche a sinistra di un certo maltusianesimo per il quale siamo troppi su questa terra quindi se anche un po' caliamo non ci fa poi così male perché mentre in realtà noi sappiamo che il problema vero è un problema di giustizia sociale e di equa distribuzione delle risorse. Perché un'equa distribuzione delle risorse oggi garantirebbe anche a quei miliardi di persone che sono in una condizione di sfruttamento o di debolezza, di poter avere un, un giusto riconoscimento della loro, della, loro della loro situazione. Lo diceva prima Graziano Del Rio: un'equità che deve essere anche transnazionale, non soltanto interna tra di noi. Noi abbiamo avuto una discussione, se pensate, assurda negli, negli ultimi biennio. Da noi in Italia si discuteva. Con i Novax rispetto all'obbligo vaccinale di chi pretendeva di non, di non essere sottoposto all'obbligo vaccinale e avevamo intere fasce della popolazione mondiale che il, vac il vaccino non lo facevano, non perché non lo volessero, ma perché non avevano accesso allo stesso, perché non potevano. Ecco, voi capite che queste contraddizioni stridenti non possiamo più tollerarle, quindi va fatto un ragionamento anche in quella direzione lì. E quanto veniva detto oggi la professoressa che è intervenuta sul tema della tecnica, dell'etica, della dignità della persona, ribadendo che non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile, è anche eticamente lecito. E lo sviluppo sostenibile, l'ecologia integrale, ci sarebbero tante cose da dire. Chiudo su un'ultima riflessione: perché è quella che in qualche modo più mi stimola: perché accanto alla visione programmatica che dobbiamo tornare ad alimentare ed elaborare. Dobbiamo anche individuare alcuni strumenti e fare alcune scelte. Una prima, una prima scelta io penso attenga ad esempio al tema della legge elettorale nazionale, perché non è più possibile sentire una retorica secondo la quale le preferenze sono il male assoluto, sono veicolo di corruzione, però le preferenze vanno bene per i comuni, vanno bene per le regioni, vanno bene per il Parlamento europeo, non vanno più bene solo per la Camera e il Senato. Ecco, questa cosa qua ce la devono spiegare. Cioè, o scegliamo un criterio unitario o altrimenti questa differenza non ha più ragion d'essere. Così come in tanti lo avete già detto, ma non tanto l'adesione al gruppo parlamentare, ma l'adesione al Partito del Socialismo Europeo, che non è il gruppo parlamentare SD, ma l'adesione al Partito Socialista Europeo è stato un errore, è stato un errore culturale, prima ancora che politico, e questo dobbiamo avere il coraggio di rimetterlo in discussione, anche perché stando solo al panorama europeo. È vero, abbiamo tante affinità con tanti governi di centrosinistra, ma abbiamo anche tante affinità con tante altre formule politiche diverse. In, in Polonia, per esempio, piattaforma civica di Tusk, che non mi risulta stia nel PSE, però sicuramente è un baluardo di valori di libertà e democrazia che possono essere dal nostro punto di vista condivisibili. Le scelte fatte in Francia da Bayrou con Macron che hanno creato un centro europeista forte sono scelte che, dal mio punto di vista, sono molto più convincenti dei socialisti che, di fatto, si sono abbandonati alla gauche pluriel di Mélenchon e così via, cioè ci potrebbero fare tanti esempi da questo punto di vista. Quindi, la collocazione internazionale, certo, non è un tema che sposta eh, percentuali di PIL politico, ma è chiaro che è un tema che non possiamo lasciare, lasciare sotto traccia. E, ehm, e siccome le idee camminano, come diceva Falcone, sulle gambe degli uomini io mi permetto di evidenziare tre caratteristiche che secondo me dobbiamo tornare a riscoprire e sulle quali dobbiamo tornare a investire. La prima, nell'impegno politico dobbiamo avere la capacità di riscoprire una spiritualità della politica, che non è un fatto confessionale, su questo ha scritto parole molto belle Luciano Manicardi con una sua pubblicazione di qualche anno fa che invito a rileggere, perché lì dentro c'è una visione di approccio alla politica che secondo me bisogna avere così eh, il gusto di andare a riscoprire. Bisogna lavorare su un impegno politico disinteressato. Disinteressato vuol dire che chi si approccia all'impegno politico deve essere autonomo nelle sue scelte professionali, nelle sue scelte di lavoro. Non può essere dipendente dalla, dalla politica. Questa è una condizione di libertà sulla quale noi dobbiamo lavorare. Ce l'hanno insegnato i nostri grandi, i nostri grandi ci hanno, ci hanno insegnato che ognuno doveva farsi il suo percorso di studio, il suo percorso di lavoro, il suo percorso familiare. La politica arrivava, ma non doveva sostituire queste scelte. E infine lavorare sulla cultura, la cultura politica, oggi in tanti l'avete detto, la formazione alla politica c'è bisogno di lavorare sulla formazione politica, su letture di buona politica. Nel mondo cattolico democratico ne abbiamo anche forse fin troppe, probabilmente dobbiamo fare anche un'opera di, di rammendo e di, e di sintesi, ma sono tante le riviste, sono tanti i blog, sono tanti i portali che mettono e alimentano una riflessione importante. Sicuramente l'idea di ripristinare il popolo come una formula diciamo, editoriale nella quale dare dignità a questa presenza, dal mio punto di vista, è particolarmente positiva e apprezzabile, e in questo senso può dare anche una visione più eh, politica, organica, al ragionamento che si intende fare. Chiudo con questa riflessione sul, sul prossimo congresso del PD. Io condivido la. L'avvertenza e la preoccupazione che Pierluigi Castagnetti oggi ha messo in campo, anche in una certa vivace dialettica, ma che io ho apprezzato con il segretario Letta, e quindi confido che quell'errore che si sta ipotizzando sulla carta dei valori possa essere oggetto di un vero serio ripensamento. Sulle candidature in campo non ho particolare entusiasmo per tutta una serie di motivi, però vorrei chiudere con una nota di speranza. Che ci viene dalle parole di un grande bresciano che tutti voi avete conosciuto e apprezzato, Mino Martina Zoli, che ci diceva che passano le competizioni elettorali ma non passa l'impegno a pensare e ad essere politicamente veri. Vi ringrazio. Grazie, grazie a Manzoni per, per questo suo bello ed organico intervento. Ora Domenico Rogante, che ha eh, diciamo, un'esperienza di impegno associativo, chiamiamolo così. Nella provincia di Taranto. Vediamo se eh, questa esperienza gli suggerisce eh, un apporto complementare alle cose che abbiamo ascoltato da due rappresentanti giovani delle istituzioni. Sì, grazie, grazie a tutti voi per essere ancora qui, per avere la pazienza di, di ascoltarmi. Un ringraziamento all'Associazione Popolare a Pierluigi Castagnetti. Per la quale sono qui solo per la sua estrema generosità, perché io non ho né titoli né meriti per essere qui a parlare in questa bellissima platea, anzi, provo un certo disagio perché. Titoli e meriti, non c'è tempo, ma io potrei eh, elencarmi. Troppo buono. E, mi crea anche un certo disagio perché le persone che mi hanno preceduto sono persone eh, dalla quale io cerco di informarmi, studiare i loro articoli, i loro scritti, quindi condividere con loro. Eh, questo palco per me è motivo di orgoglio e mi fa un grande onore, quindi grazie ancora. Io sono eh, iscritto al Partito Democratico e sono un militante de del Partito Democratico da quando il partito è nato, avevo 14 anni e al di là della genetica, è una risposta che io mi sono dato a una certa quantità eh, di capelli bianchi che negli ultimi anni mi sono usciti, perché poi la militanza è abbastanza dura. Ho aderito, ho aderito al Partito Democratico perché eh, credevo e credo ancora nella visione di un partito nuovo che potesse dare risposte per il presente ma segnare anche la strada verso il futuro, un partito non di centro-sinistra ma un partito di centro-sinistra, un partito che potesse arricchirsi delle culture e delle virtù delle, del pensiero, dei pensieri eh, del Novecento che hanno contribuito a scrivere la nostra Costituente per creare una nuova generazione, una generazione democratica. E' con questo entusiasmo che ho sempre vissuto il Partito Democratico, nonostante le, eh, anche le recenti sconfitte che hanno ammaleggiato tutti noi. Anzi, dalla sconfitta del 25 settembre io ero convinto che si potesse ripartire. Con, riscoprendo uno spirito antico, che era quello originario del Partito Democratico, che era nato per essere il partito della partecipazione, io ricordo l'entusiasmo per il popolo delle primarie, ricordo l'entusiasmo per il popolo del Circo Massimo e sono convinto ed ero convinto che quell'esperienza, quello spirito potesse tornare in questa fase. Quando eh, subito dopo la sconfitta elettorale si è cominciato a parlare del futuro del Partito Democratico, pensavo, non sono molto appassionato dal tema se dobbiamo scioglierci, rifondare o ricostituire, ma mi, mi preoccupava chi dovesse prendere questa decisione, perché ero convinto che potesse essere l'occasione per eh, dare la possibilità al popolo che ci ha votato di... Esprimere la propria, la propria volontà, così come fu quando il Partito Democratico è nato, quindi chiamare e raccolta il, il, il popolo del Partito Democratico per prendere una decisione sul futuro di questo partito, eventualmente eleggendo anche quelli che dovevano essere i componenti di questa assemblea costituente che si sarebbe dovuto formare. Eh, ho preso atto che la strada che è stata scelta è un'altra. Ehm. A me fa piacere ascoltare che nelle riunioni ci sia una certa armonia e un'amicizia. Vorrei avere la possibilità di sentire anch'io, la militante che non partecipa alla riunione della Costituente, la stessa armonia e la stessa amicizia. Perché la percezione che si ha dai territori è che invece qualcuno stia lavorando per provocare un'ennesima scissione. E, eh, a me dispiace del segretario che non coglie questo aspetto, ma le interviste quello che la stampa racconta magari non ha un eco nelle, negli addetti ai lavori centrali ma nei territori da questi spunti, da queste interviste da queste parole si sta già preparando una battaglia per spaccare il Partito Democratico e quindi io credo che eh, il ruolo dei cattolici democratici sia quello oggi di evitare tutto questo credo che il ruolo dei cattolici democratici sia quello di riportare il Partito Democratico alla sua antica missione, ovvero quella di un nuovo partito riformatore che si arricchisce delle culture del Novecento, ma che non fa differenze fra ex comunisti e ex democristiani, perché guardate, io anagraficamente non ho avuto l'onore di militare in nessuno di questi due partiti. E quindi vorrei che il Partito Democratico considerasse questo. Io sono una generazione democratica, non sono né ex comunista e né ex democristiana. Quindi una scissione preconcetta su questa divisione antica, io, ma anche le persone, i ragazzi che in questo partito hanno creduto, non, non la capirebbero. E siccome io credo che uno dei punti eh, favorevoli da cui ripartire dell'ultima elezione sia stato il voto dei, fra i diciottenni e i venticinquenni, che mh, non ci ha premiato come primo partito, ma non siamo andati poi così male, ritengo che a questa, queste persone, a questi iscritti, a questi elettori, bisogna eh, dare delle risposte. E quindi è importante che il Partito Democratico torni ad essere il partito della partecipazione. E guardate, se abbiamo intenzione di essere il partito che rappresenta anche l'esigenza delle nuove generazioni, non possiamo più permettere che circa 4 milioni di giovani non possano votare alle elezioni perché sono fuori sede. E la storia che noi ci raccontiamo, non abbiamo fatto in tempo perché il governo è caduto, non è credibile perché siamo lì da 10 anni. E lo stesso discorso... E lo stesso discorso vale per la legge elettorale. Si dice che bisogna riavvicinare il popolo alla classe politica, ma noi non l'abbiamo fatto. E non ritengo corretto che si parli di legge elettorale solo un mese prima delle elezioni. E quindi il nuovo Partito Democratico mi piacerebbe che cominciasse la battaglia da domani sulla nuova legge elettorale. Ritengo che ci siano stati dei parlamentari che questa battaglia l'hanno portata avanti in questi anni, singolarmente con il loro impegno nelle Camere. Ma purtroppo questo, questi sforzi di personalità che veramente hanno dato un grande contributo, alcuni sono qui presenti in sala, purtroppo non abbiano portato a una soluzione e a una nuova legge. Inoltre, siccome siamo qui a parlare di cattolici democratici, eh, io sono... È scritto al Partito Democratico, ma mi sento un cattolico democratico perché faccio riferimento a quel pensiero e a quei valori che il cattolicesimo democratico trasmette nella mia vita. E quando mi trovo a parlare con i miei coetanei, che chiaramente non hanno dimistichezza con eh, la storia Sturzo, Moro, De Gasperi, quando mi chiedono cosa vuol dire essere cattolico democratico, penso fondamentalmente a un concetto, ovvero. La capacità di saper ascoltare, la capacità di entrare in sintonia con l'interlocutore, la capacità di entrare in empatia con l'interlocutore e di mettersi nei panni di, di, di quello con cui stai parlando, di condividere le perplessità, le sofferenze. Questo per me è essere cattolico-democratico. Ascoltare e cercare insieme di trovare delle risposte, anche facendo lo sforzo di parlare con chi non la pensa. Come, come me, con chi è esattamente all'opposto di quello che è il mio pensiero. Ma se sono lì ad ascoltarti, questo è un segnale di che cosa vuol dire essere cattolico democratico per me. Vorrei che i cattolici democratici nel PD facessero fronte comune perché c'è anche da dire questo. Noi abbiamo degli esponenti secondo me importanti, qualcuno è qui presente all'interno del Partito Democratico di questo pensiero, ma in questi anni si è avuto la sensazione che anche questi dirigenti e queste personalità camminassero un po' autonomamente, eh, basta sentire un po' la cronaca, no? i lettiani, i bindiani, i prodiani, e io dicevo ma sono tutti cattolici democratici, ma perché non si riesce a fare fronte comune e di avere una visione comune del, del pensiero cattolico democratico all'interno del partito? perché probabilmente questa è la via anche per incidere maggiormente in quelle che sono le decisioni. Poi legittimamente ognuno può fare le proprie scelte, ma che ci sia un confronto quantomeno in quella che è l'analisi e nella ricerca di soluzioni, una cosa che purtroppo, secondo me, in questi anni è venuta meno. E mi interessa il ruolo dei cattolici democratici, così come vuole questo convegno di oggi, anche al di fuori del Partito Democratico. La, la cronaca di questi giorni riporta al centro della discussione la questione morale. Ecco, eh, è un tema che è ritornato spesso oggi nelle relazioni. Io ritengo che sia importante ricominciare a tessere una comunità nei territori, così come diceva il professor Mazzoni, ed è necessario anche curare il retroterra culturale, lo diceva Padreocchetta questa mattina, attraverso. Una, stagione, una nuova stagione capillare di formazione. Io ho ascoltato la risposta di Pierluigi Castagnetti, del Castagnetti, ci rivediamo, dipende da come vanno le cose. Beh, io direi, ci rivediamo a prescindere da come vanno le cose. Ritengo fondamentale che debbano nascere degli organismi locali. In cui si torni ad elaborare il pensiero, chiamatela come, vuoi, come volete, io la chiamerei per ricominciare a scrivere insieme un'agenda popolare, degli organismi locali che però facciano riferimento poi alla stessa, allo stesso centro nazionale, creare una rete e dotarsi di tutti gli strumenti che riterremo utili, eh, editoriali, social e telematici. Ritengo sia fondamentale perché il problema della qualità della classe dirigente che in questi mesi, in questi giorni si sta mettendo in discussione parte essenzialmente da qui, dalla formazione, dall'avere la capacità di creare nuove coscienze che pensino all'impegno per il bene comune come un impegno basato sulla gratuità e sul distacco interiore. Sono dei concetti che sono stati ripetuti oggi. E che sono cari a noi perché ci ricordano due personaggi troppo importanti per la nostra storia, David Sassoni e Benigno Zaccagnini. È da questi due esempi che dobbiamo ripartire. Per questo è necessario immaginare dei contenitori, degli organismi locali: può essere l'Associazione dei Popolari, può essere quello che la forma che decideremo di darli. Ma è fondamentale che questa presenza, che un tempo era anche egemonia culturale del Paese torni ad esserci, vista la difficoltà delle parrocchie e delle altre associazioni che un tempo rappresentavano dei punti di riferimento e che adesso fanno fatica esattamente come facciamo fatica noi. Quindi io mi auguro che questo non sia l'ultimo incontro recente, ma mi auguro che da qui possa germogliare una nuova anche generazione di cattolici democratici per fare in modo che lo schema che tu hai voluto qui in conclusione di questo convegno, sia ripetuto non solo per scelta dei relatori, ma anche spontaneamente fra quelli che saranno presenti alla prossima platea dell'Associazione dei Popolari. E infine, permettetemi un appunto conclusivo, eh, lo faccio non perché vengo da quel territorio, ma perché ritengo che sia importante ripartire da, da questi temi. Io vorrei che il nuovo Partito Democratico Adotti la città di Taranto come simbolo della sua nuova stagione politica e di una ripartenza che noi vogliamo indicare e vogliamo segnare. Perché nella città di Taranto si concentrano delle sfide che sono campali per il futuro di un partito che si dice riformista e progressista: la questione ambientale, la questione della salute, la questione dell'occupazione, la questione dello sviluppo economico. Sciogliere i nodi. Questi nodi importanti in quella città vuol dire avere una visione chiara di governo per l'intero Paese. E quindi, io mi auguro, anche attraverso, se volete, l'istituzione eh, di nuovi sedi nazionali in quella città, nel sud, al nord, vorrei che la città di Taranto rappresenti il simbolo della ripartenza e della nuova stagione del Partito Democratico. Auguri a tutti. Grazie. Bene, siamo arrivati ormai alla conclusione di questo nostro bellissimo giorno di, di discussione, di riflessione. Il dibattito è stato di altissima qualità, ci ha arricchito tutti, ci ha anche fatto emergere elementi di criticità sui quali dobbiamo riflettere. Io devo ringraziare tutti gli intervenuti. Devo ringraziare coloro che sono intervenuti qui anche di presenza all'Istituto Sturzo e devo ringraziare pure coloro che si sono collegati. Il collegamento a distanza è stato ampio e importante per quello che abbiamo potuto capire anche dal punto di vista, eh, anche dal punto di vista numerico, 500 mi dici di collegati, eh, il che significa che noi eh, siamo riusciti anche attraverso i mezzi moderni, ora torniamo a uno dei temi di questa, di questa nostra riflessione, a ricreare, non dico il senso di comunità, ma un desiderio di comunità, perché questo è quello che ha eh, ispirato eh, il pomeriggio di oggi. Io potrei dire tante cose, ma non ne dico nessuna perché non c'è tempo e poi non avrebbe senso dopo... I tre eh, interventi brillanti che abbiamo ascoltato eh, in conclusione anche come eh, sensibilità nuova. Ma proprio perché sono una sensibilità nuova eh, io ritengo che abbiano eh, un valore maggiore. Vorrei solo leggervi un, un piccolissimo brano di Luigi Sturzo, perché nella sua sede gli rendiamo anche un omaggio doveroso che a me è capitato di citare altre volte della mia lunga vita politica, recuperato dalla mia eh, esperienza di eh, studioso di storia del movimento cattolico accanto a Gabriele eh, De Rosa. Ebbene, io questo articolo, questo branetto di Luigi Sturzo, l'ho citato in occasione del mio ultimo editoriale per Il Popolo, che è stato richiamato tante volte da direttore politico del Popolo. Esattamente vent'anni fa, un po' di più, perché era il 18 gennaio del 2002. E poi l'ho ricitato di nuovo nell'appuntamento importante che c'è stato da allora ad oggi, che è quello del passaggio dalla Margherita al Partito Democratico. Il primo ispirò il passaggio alla Margherita. Il secondo momento è stato quello del passaggio dalla Margherita al Partito Democratico. Io voglio vogli citare questo, uh, questa piccola riflessione di Sturzo perché allora come oggi mi, mi lascio guidare da lui, grande esperto di movimenti della società e grande esperto direi di senso del rapporto tra la vita vissuta e la ispirazione che la deve guidare. Diceva Luigi Sturzo. È antiscientifico ed antistorico pretendere che mentre il mondo cammina i cattolici restino a vivere una vita e ad avere una concezione di essa forse, forse adatta ad altri tempi o perlomeno che poteva essere l'ultima espressione della potenzialità di quei tempi e non mai rispondere ai temi e alle forme del progresso naturale dei nuovi come quella vita ha potuto segnare un progresso sulla precedente, stamattina Padre Occhetta parlava del principio del non appagamento, che è un vero eh, riferimento nella, nella nostra riflessione culturale, così oggi nel progredire e nello svolgersi di altre forme umane, nel piantarsi di altre questioni, nell'attuarsi e concretizzarsi di altre guise sociali, si impongono allo spirito dei cattolici altre e più adatte forme di vitalità, perché dobbiamo saper guardare al futuro e non avere nostalgia del passato. E dobbiamo saperlo fare con l'animo sgombro da preoccupazioni di conservazione di posizioni o di privilegi, ma con la voglia di poter concorrere a una nuova fase della storia del nostro Paese, se si può anche attraverso preferibilmente il Partito Democratico, perché non ci sono al momento motivi per non avere fiducia in una evoluzione positiva. Ma qualora non si potesse, anche in forme diverse. Ce lo diciamo sperando che maturino le condizioni per una continuità e, per no, e non per una discontinuità di questa nostra presenza e di questo nostro apporto politico.